Venne un uomo mandato da Dio e venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Quell'uomo cambiò la storia dell'Occidente, nacque il giorno di Natale, ma non dell'anno zero, bensì è del 1642. Quell'uomo aveva un nome biblico, ma non si chiamava Giovanni, nemmeno Gesù, bensì Isacco, o meglio Isaac. E quell'uomo nacque il giorno di Natale, ma solo in Inghilterra, perché la riforma del calendario non era ancora stata adottata e nel resto d'Europa ormai purtroppo era già il 4 gennaio del 1643. Dico purtroppo perché nel 1642, qualcuno se lo ricorderà, no, non nel senso che ce l'avate, ma che l'avevate letto, l'8 gennaio del quasi l'Epifania del 1642 Galileo era morto, quindi c'era questo bel passaggio di consegne tra Galileo morto agli inizi dell'anno e Newton nato alla fine dell'anno. Dunque, anzitutto voglio ringraziare, come già il quarto anno Festival della Mente, Giulia, che ci permettono di fare un tentativo di penetrare nella mente di qualche grande personaggio della storia. Abbiamo fatto, e qui qualcuno forse se lo ricorderà veramente, prima Galileo 3 anni fa, poi Einstein, poi Darwin lo scorso anno e quest'anno Newton. C'è una piccola differenza, anzi in realtà una grande differenza, che mentre i tre che ho citato sono stati scienziati non necessariamente moderni, perché in fondo Galileo era precedente a Newton, ma scienziati interessati alla divulgazione, che quindi hanno scritto libri che si potevano citare, da cui si potevano leggere pagine intere, Newton è stato esattamente il contrario. Anzitutto era qualcuno che non aveva assolutamente intenzione di far sapere che cosa passava per la sua mente, se la teneva gelosamente custodito. E quando anche poi scrisse delle cose, in particolare il libro più importante della storia della scienza, cioè i principi matematici della filosofia naturale, insomma non è un gran piacere leggere queste cose. Quindi questa sera facciamo un esperimento, cioè cercare di penetrare nella mente di un matematico, di uno scienziato che però è stato un uomo molto poliedrico, lo vedremo soprattutto domani, quando spiegheremo come mai questa citazione dal Vangelo secondo Giovanni, perché il fatto che venne un uomo mandato da Dio come testimone per rendere testimonianza alla luce, cosa significhi nel Vangelo non lo so, ma sicuramente è l'uomo che più si adatta a questa descrizione proprio Newton, perché è colui che capì per primo la natura della luce, con esperimenti di cui parleremo domani col famoso prisma. Questa sera parliamo invece di un'altra parte della sua vita, ma prima vi dico alcuni fatti, tanto per inquadrare un pochettino l'uomo e lo scienziato. Dunque, anzitutto nacque molto piccolo, prematuro, anche se in realtà forse il fatto che fosse prematuro è un mito, se l'ha inventato lui, perché è nato pochi mesi dopo il matrimonio dei genitori, quindi lui non amava, insomma, far sapere che forse poteva essere, poi non c'era niente di male, insomma, un rapporto prematrimoniale, non c'è stato nessun angelo coinvolto in questo caso a mascherare quello che veramente successe, ma in realtà nacque prematuro e postumo allo stesso tempo, perché il padre morì prima che lui nascesse, 3 mesi prima che lui nascesse, e a 3 anni la madre lo abbandonò perché era una vedova, ovviamente, no, ha perso il marito, e si risposò con un altro uomo che viveva a pochi chilometri di distanza, il quale però nel contratto matrimoniale chiese che il piccolo Isaac rimanesse con la nonna, diciamo, con i nonni, e la madre accettò anche perché quest'uomo era abbastanza ricco, lei già era ricca di famiglia, quindi era tra l'altro anche abbastanza vecchio, aveva, quando ho letto queste cose sui libri, insomma, dà un po' fastidio, aveva più o meno la mia età, no? Ma comunque all'epoca, insomma, era vecchio per l'epoca, no? Quindi lei sperava che sarebbe presto morto, no? Se lasciandola, rispettandola, come dicevano i nostri nonni per l'appunto, no? Invece lui le diede poi 3 figli che divennero quindi fratellastri di Newton,
E lei tornò poi a casa, ma dopo 8-9 anni, quando il secondo marito per l'appunto morì, e potete immaginarvi però il trauma di un bambino che per 3 anni aveva avuto una madre tutta per lui, e poi di colpo si ritrovò a vivere con due vecchi veramente, no? Con due nonni, e quando la madre tornò con 3 fratelli che naturalmente non fecero gran piacere a questo bambino. Infatti già prima di 10 anni Newton rivelò un po' di avere il carattere che poi gli fu riconosciuto durante tutta la sua vita. Lui stesso ad un certo punto ebbe una crisi mistica, perlomeno religiosa, verso i 18 anni e scrisse un elenco dei suoi peccati, cosa che sarebbe bene che tutti facessimo, sarebbe interessante anche leggerli, e qualcuno dei suoi, per esempio, erano questo: ho minacciato di bruciare vivi mio padre e mia madre e tutta la casa con loro, insomma un tipino, no? Prima dei 10 anni, no? Nel resto della vita comunque Newton fu più o meno di quel livello, rimase sempre un attaccabrighe. Domani parleremo tra l'altro di una delle dispute famose che lui fece con Robert Hooke, ne fece tante durante la sua vita di dispute, la più famosa di tutte forse è quella con Leibniz a proposito del calcolo infinitesimale, ma quella è una cosa un po' tecnica e anche un po' triste, diciamo così, quindi non ne parleremo. Però ad un certo punto Newton andò a scuola, la cosa non era così ovvia, suo padre per esempio, tutta la famiglia di suo padre erano analfabeti, letteralmente, nel senso che non sapevano né leggere né scrivere, la madre che invece aveva dalla parte sua dei parenti, anche dei genitori che erano andati a scuola, uno di questi genitori, lo zio in particolare di Newton, aveva fatto addirittura il college, e quindi è da quella parte lì che lui ricevette, diciamo, l'educazione. Andò a scuola, dove perse sostanzialmente tempo, perché all'epoca, come sapete, nelle scuole si perdeva tempo studiando latino e la Bibbia. Adesso il latino forse è stato eliminato in qualche scuola, la Bibbia no, ma comunque si continua ad andare avanti, e fin da subito dimostrò di essere quello che poi sarebbe divenuto. Grande difficoltà di carattere e grande facilità invece di apprendimento. Quando molti anni dopo ormai era diventato famoso, ancora i suoi compagni di scuola, delle superiori, diciamo così, se lo ricordavano per le sue stravaganze, fra l'altro, anche per l'abilità che aveva di costruire modellini di legno, già c'era questo interesse per fare cose, per fare progetti, no? E così via. Lui si ricorda, anche se poi i suoi ricordi, insomma, bisogna prenderli con le pinze, perché in parte, soprattutto quando poi da vecchio divenne famoso, presidente della Royal Society, direttore della Zecca, eccetera, amava anche forse un po' infiorire, forse anche per cercare di rimediare un pochettino alla tristezza della sua infanzia. Comunque lui racconta di aver fatto il primo esperimento il 3 settembre 1658, se lo ricordava, e quindi facile fare la sottrazione, aveva 16 anni. Quel giorno era il giorno della morte di Cromwell e ci fu un terribile uragano, e lui si mise a saltare, non per la gioia naturalmente, perché non gli importava molto di queste cose probabilmente, ma per misurare la distanza che si poteva fare coi salti a favore e contro vento quando c'era un uragano, e poi paragonò le lunghezze di questi salti quando poi l'uragano smise di soffiare, e in un giorno di bonaccia, e riuscì a calcolare la velocità dell'uragano. Quindi, insomma, per un ragazzo di 16 anni non era male. Naturalmente già a quell'età più o meno dimostrò interesse per le cose che poi lo possedettero in realtà per tutta la vita, come vedremo oggi, domani e dopodomani. In realtà faremo semplicemente un excursus nel pensiero di quest'uomo che è stato vulcanico da una parte e ossessivo dall'altra, è morto tra l'altro a 85 anni e fin quasi alla fine ha sempre continuato praticamente in maniera appunto ossessiva a studiare queste cose. E il primo interesse forse fu la chimica, in realtà, anche se poi nella chimica non lasciò grandi impronte, perché quando andò a scuola, poi andò a vivere, la scuola non c'era nel villaggetto dove era nato, andò a vivere da un farmacista e si divertiva a vedere le ricette di questo farmacista, piazzava meridiane da tutte le parti, studiava i movimenti del sole, e questa fu una cosa che ovviamente per uno che poi capì anche esattamente qual era il movimento del sole, dei pianeti, della luna, delle maree, eccetera, fu una cosa che continuò a interessarlo tutta la vita. Per esempio gli amici o i conoscenti, perché non si può dire che avesse avuto degli amici eccetto uno di cui parleremo forse domani o dopodomani, dicevo, quando gli chiedevano che ora era, lui non guardava l'orologio, guardava le ombre sul muro, il che vuol dire che evidentemente le studiava regolarmente anche da vecchio.
Comunque ad un certo punto sua madre decise che aveva studiato abbastanza, perché anche per il ramo educato della famiglia, insomma, non bisognava esagerare. Quindi nel 1659, quando lui aveva 17 anni, decise che era ora che tornasse a casa, perché c'era da lavorare nei campi, c'era da tenere in ordine, diciamo così, le proprietà di famiglia. La famiglia di Newton, che era abbastanza ricca, poi il matrimonio fra la madre e il padre prima, e poi fra la madre e il secondo marito, avevano in qualche modo rimpinguato questo patrimonio, quindi lui era primogenito, c'era bisogno di lui. Ma lui, invece di rendersi utile, si rese semplicemente dannoso e fece un sacco di guai, e tra l'altro è interessante che sono rimaste le testimonianze, ci sono i verbali delle multe che si prese ad un certo punto, perché non aveva saputo evitare che le pecore rompessero i paletti e i maiali sconfinassero nei campi vicini. I servitori ricordano che lui andava appunto al pascolo e si sedeva sotto un prato a pensare, a scrivere, e naturalmente gli animali erano ben felici, i servitori anche, ma i vicini no, e quindi lo denunciarono. Questo periodo, che durò fortunatamente per lui naturalmente soltanto 9 mesi, fu terribile. Ovviamente lui ormai aveva altri interessi, e in quella lista di peccati che vi ho citato poco fa, ricordò di aver bisticciato con la madre, col fratellastro, con le due sorellastre, con i servitori, di aver picchiato molta gente, insomma evidentemente non era soddisfatto. E fu salvato, letteralmente, salvato dalla pastorizia, da questa vita che avrebbe potuto portarlo via dalla storia della scienza, e chissà quanti ce ne furono effettivamente, magari, di ragazzi che si limitarono poi a lavorare nei campi e che avrebbero avuto delle potenzialità. Ma nel caso suo, perlomeno, lo salvarono, mi duole dirlo, uno zio prete e un professore della scuola, che convinsero la madre che, insomma, questo ragazzo forse era sprecato nei campi, era meglio andarlo, lasciarlo seguire le sue doti naturali e mandarla all'università. E quindi lui arrivò a Cambridge, era il 4 giugno del 1660, aveva 18 anni, il giorno dopo fu ammesso al Trinity College e diventerà poi la gloria di questo collegio di Cambridge. La cosa interessante è che la madre, non essendo contenta di questo fatto, che lui fosse andato all'università invece di stare a lavorare, non gli pagò la retta, quindi lui entrò come quello che si chiamava subsizer, cioè lo studente lavoratore, uno studente che serviva gli studenti che servivano i professori, quindi di secondo livello, servo dei servi lo diremo oggi, ma anche se questa espressione ha ovviamente un significato diverso. E incominciò a fare quello che richiedeva la scuola, cioè a seguire il piano di studi che all'epoca era classico, cioè logica, fisica, etica, tutti sui volumi di Aristotele. Ed è interessante che lui era anche un grafomane, quindi teneva tutto, il motivo per cui possiamo parlare oggi delle cose che non ha pubblicato, anche dei suoi pensieri, soprattutto giovanili, è proprio perché si sono poi trovate queste casse di documenti conservati e preservati fin dall'adolescenza. E dicevo, ci sono questi taccuini in cui lui prende appunti su queste materie e ad un certo punto smette, salta qualche pagina bianca e poi incomincia per conto suo. Incomincia con una cosa in latino che si chiama questiones quaedam philosophicae, alcune questioni filosofiche, e c'è un motto, e questo motto è amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas. E qui già si vede che cosa sarebbe diventato. Platone amico, amico Aristotele pure, però la verità ovviamente è un'amica maggiore. E in questa lista di problemi che lui pose, notiamo aveva poi 18 anni praticamente, ci sono gli argomenti che divennero di lì a poco il centro di interesse del suo pensiero: il tempo, la materia, il moto, la luce, i colori, la visione. Via via fino agli ultimi titoli conclusivi, i sogni, l'anima, la creazione, Dio. Cioè tutto praticamente, ma la cosa interessante è che su molti di questi argomenti lui effettivamente riuscì a fare scoperte fondamentali. E già in queste note si trovano degli abbozzi di idee che poi saranno sviluppate in seguito, ad esempio la teoria dei colori, la teoria della luce, delle quali parleremo entrambe domani. Ed era anche ossessivo per quanto riguarda gli esperimenti, non era soltanto uno che pensava, era anche uno che faceva. In particolare faceva esperimenti, e visto che uno si interessa alla luce, la fonte maggiore di luce è il sole, e quindi un giorno fece un esperimento col sole, con un occhio, fino a che riuscì a vedere rossi tutti i corpi chiari e blu tutti quelli scuri,
Poi dopo cercò di immaginarsi con gli occhi chiusi il sole e di ritrovare di nuovo queste immagini. Insomma, non so quali fossero gli effetti di questo esperimento, se non il fatto che lui ricorda ancora dopo anni, nel 1691, in una lettera a Locke, che dovette stare per 3 giorni chiuso al buio, no, perché non vedeva più nulla, no? Ma non è che si curasse gli occhi, come ci dicono sempre di fare le nostre mamme quando ci dicono non leggere la sera, no, che altrimenti fa male agli occhi. Una volta, pensate, e lo racconta tra l'altro nei suoi quaderni, si mise uno stecco dentro l'occhio, fra l'osso e l'occhio, per fare una cosa che io ho provato a fare senza lo stecco naturalmente, no, ma con un dito, ed è molto interessante. Se voi vi mettete al buio, fatelo questa sera, andate a casa, dite ai vostri bambini di fare così, no, di chiudere tutte le luci, no, di adattarvi al buio, e poi di spingere leggermente, senza esagerare naturalmente, no, senza mettere un coltello come faceva lui, di spingere da una parte o dall'altra dell'occhio con un dito, e dovreste vedere dei cerchi colorati che si producono per l'alterazione della curvatura della retina, e queste sono cose interessanti. Tra l'altro gli occhi li abbiamo sempre avuti, ma queste cose non le abbiamo mai notate, e questo ci dice che ovviamente Newton era un po' diverso da noi. Ma poi verso il 1665, quindi siamo ormai alla fine dell'università, Newton non fu uno studente particolarmente brillante, passò gli esami senza infamia, senza lode, però prese quello che chiameremmo la laurea, e poi prese il master, insomma riuscì a entrare all'università come professore, ma senza che i docenti sospettassero di quello che lui invece stava facendo nel privato, diciamo, della sua mente e della sua camera. E tra il 1665 e il 1666, che sono anni cruciali tra l'altro per l'Inghilterra, perché sono gli anni in cui scoppiò la peste a Londra, in cui ci furono migliaia di morti, e lui tra l'altro dovette rifugiarsi come molti da Cambridge in campagna, e poi nel 1666 ci fu il grande incendio di Londra, che da una parte fu anche la benedizione, perché in realtà fu la fine della peste, perché certo spazzò via tutto, compreso anche le cause della peste. Ebbene, dicevo, in questo paio d'anni ci fu un'esplosione creativa che probabilmente è unica nella storia, o forse paragonabile a quella di Einstein del 1905, della quale abbiamo parlato un paio di anni fa. E praticamente lui cominciò con la matematica, e poi passò attraverso la meccanica, l'ottica, la chimica, l'alchimia, e finì addirittura alla teologia. Ed è proprio di questi aspetti che vogliamo parlare. Io mi concentrerò abbastanza sugli anni giovanili, anche perché in realtà sono le cose forse più descrivibili con parole. Parleremo poi domenica di alcune pagine, leggerò alcune pagine dei principi alle pagine più filosofiche, il famoso scoglio generale, in cui appunto c'è una visione addirittura dell'universo alla fine, ma per questa sera incominceremo semplicemente per modo di dire, ma dalle due materie in cui forse Newton lasciò l'impronta più indelebile, che sono la matematica da una parte e la fisica dall'altra. Stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, tra l'altro, ricordiamocelo, perché a volte si sente dire: ah, questo ragazzo ha scritto un romanzo, ha solo 26 anni, e ho capito, 26 anni Newton avrebbe ormai finito questa sua esplosione creativa e sarebbe passato alla storia anche se fosse morto a quell'età. E il suo primo amore, tra l'altro dico primo, ma come spesso succede il primo non è l'ultimo, no? Fu la matematica. Newton praticamente si interessò di matematica per un paio d'anni, non di più, nella sua vita, ed è strabiliante, considerato tra coloro che hanno fatto matematica, forse la cosa sarà nota, ma per gli altri forse no, è strabiliante immaginare che nel giro di 2 anni sia riuscito a fare tutte queste cose, che poi sono passate alla storia, sono le cose che oggi studiamo nei licei, nell'università, e che poi abbia fatto altro praticamente nel corso della sua lunga vita, per l'appunto. Poiché non riusciremo a leggere, ci mancherebbe altro poi i lavori di matematica, però dicevo non riusciremo a leggere molte sue pagine, mi sono concentrato un pochettino sui suoi ricordi o direttamente scritti da lui sotto forma di memorie, oppure raccontati ad altri o raccontati da altri, soprattutto nell'ultimo anno della sua vita, nel 1726, Newton si divertì anche a parlare con 2 o 3 persone e a raccontare degli aneddoti che non sappiamo poi quanto siano veri, perché insomma c'è la sua testimonianza, e comunque a cercare di ricostruire mentalmente quale fu il suo percorso creativo in quegli anni famosi.
E quindi sentiamo anzitutto le memorie di questo signor Conduit, che fu poi il marito di sua nipote. La nipote era la figlia di una sua sorellastra, che lui si prese insieme per una trentina d'anni quando si spostò a Londra per diventare il direttore della zecca. E questa fu una nipote tra l'altro molto intelligente, molto piacevole, era un'amica intima o forse l'amante di Jonathan Swift, poi divenne la moglie o l'amante ufficiale di un ministro. E poi alla fine sposò questo signor Conduit, che fu lui negli ultimi anni appunto della vita di Newton a raccogliere le sue memorie. E lui racconta di una conversazione con Newton in cui Newton gli ricorda il suo percorso matematico a 22 anni. Notate tra l'altro che lui arrivò all'università senza sapere niente di matematica, perché non c'era nei curriculum, nemmeno nel programma di studi dell'università, che era uguale per tutti, tra l'altro c'era un unico piano di studi, no? La matematica arrivava al terzo anno, quindi... racconta Conduit, dice, egli comprò la geometria di Cartesio e la lesse da solo. Quando ne ebbe letta due o tre pagine non riuscì più a capire ciò che leggeva, allora ricominciò e andò avanti per altre tre o quattro pagine, finché non arrivò a un altro punto difficile, allora ricominciò di nuovo, fece qualche altro progresso e andò avanti così, finché si rese padrone del libro senza aver avuto la minima spiegazione o il minimo suggerimento da parte di alcuno. Ora notate, siamo nel 1665, abbiamo detto, 64-65, la geometria di Cartesio è del 1637, quindi era un libro praticamente nuovo all'epoca ed era la fine praticamente del programma di matematica, semmai ci arrivava all'università, e lui se la lesse semplicemente da solo e non solo la lesse ma la capì. Lui la racconta un'altra volta in una maniera più o meno analoga, queste sono parole sue, disse, però molti anni dopo, una trentina di anni dopo, dice, consultando una lista delle mie spese a Cambridge, trovo che nell'anno 1664, poco prima di Natale, essendo io ancora studente del terzo anno di università, acquistai la miscellanea di Schulen e la geometria di Cartesio, che avevo già letto più di sei mesi prima, e la clavis di un altro matematico, e presi a prestito le opere di Wallis. Beh, Wallis in realtà era uno dei grandi matematici dell'epoca, opere che non erano ancora uscite tra l'altro, perché qui si sta parlando dell'anno 1664 e l'opera di Wallis, che era la più avanzata che si potesse avere nel campo della matematica, uscì poi l'anno dopo, quindi evidentemente circolava manoscritta, e questo studente, che è appunto autodidatta, nel giro di sei mesi o poco più, era arrivato ormai a essere in grado di leggere queste cose. Come mai Newton incominciò a interessarsi di matematica? Questo non lo sappiamo con precisione, però si può immaginare, perché in quegli anni, nel 1664 esattamente, che è l'anno che Newton cita, fu creata quella che si chiama ancora oggi la cattedra lucasiana di matematica a Cambridge. Questo signor Lucas, che era un mecenate, diciamo, aveva creato questa cattedra. Barrow, il professor Barrow, era stato il primo titolare di questa cattedra e aveva cominciato finalmente a tenere dei corsi di matematica all'università. E però Newton lo conobbe in una maniera diversa, perché, e qui ricordiamo di nuovo il racconto di Conduit, dice, quando si preparava a conseguire la scholarship, il suo tutor lo mandò dal dottor Barrow, allora professore di matematica, per essere esaminato. Il dottore lo esaminò su Euclide, che Sir Isaac aveva trascurato e di cui sapeva poco o niente, mentre non gli chiese nulla sulla geometria di Cartesio, di cui invece era padrone. Sir Isaac era troppo modesto per dichiararlo e il dottor Barrow non poteva immaginare che qualcuno potesse aver letto quel libro senza prima essere diventato padrone di Euclide. Così si formò allora un'opinione insignificante di lui, ma egli fu eletto ugualmente scholar del collegio, cioè andò all'esame praticamente sulla matematica. C'era questo professore che lo interrogò sugli elementi di Euclide, di cui Newton non sapeva. Infatti poi dopo nelle sue note poi lui si lamenta, dice, ma certo avessi saputo che esisteva Euclide avrei letto lui, no? Non c'era problema, no? E naturalmente mi sarei fatto le basi migliori, e infatti poi lo lesse nel giro della sua vita. Anzi, si racconta che lui non rise mai, era un po' come Gesù da questo punto di vista, oltre che per essere nato il giorno di Natale, no? Vabbè, insomma, la differenza è che lui era nato, ma a parte questo, no? Cioè, quell'altro forse, no? È un po' il prodotto, no? di mitologie, ma di entrambi si diceva che non risero mai.
eccetto una volta, l'unica volta che si ricorda che Newton abbia riso è quando qualcuno gli disse: ma scusa, a che cosa serve il libro di Euclide? E la sua risposta fu quella, ci fece una solenne risata, no? Perché dice, uno che non sa che cosa serve il libro di Euclide, no? Evidentemente si merita una risposta del genere. E adesso attenzione, perché qui c'è il resoconto dato da Newton di ciò che lui fece in quei 2 anni. Ora, poi spiegherò dopo quello che significano queste parole, perché è praticamente un condensato, sembra l'indice di un libro di testo. Dice: scrissi le mie note, tratte dalle opere di Schutten e di Wallis, nell'inverno fra gli anni 1664 e 1665. A quell'epoca trovai il metodo delle serie infinite. All'inizio dell'anno 1665 trovai il metodo di approssimazione delle serie e la regola per ridurre in serie ogni dignità di qualsiasi binomio. Nell'estate del 1665, quando fui costretto a lasciare Cambridge a causa della peste, calcolai col metodo delle serie infinite l'area dell'iperbole fino a 52 cifre decimali. Nel novembre trovai il metodo diretto delle flussioni, nel maggio seguente mi addentrai nel metodo inverso delle flussioni. Ora, a parte il fatto di cosa significano queste parole, di cui appunto dirò qualche spiegazione tra un momento, stiamo parlando di un anno e mezzo. E lui poi cita, dice Conia, chiosa questa lista dicendo: tutto ciò avvenne nei 2 anni della peste, 1665-1666, in quei giorni ero nel fiore dell'età per quanto riguarda le facoltà inventive e mi occupavo di matematica e di filosofia più di quanto sia mai avvenuto da allora. Quindi lui stesso ammette che dopo quegli anni in realtà tirò un po' i remi in barca. Ora cerchiamo di capire brevemente che cosa successe, quindi che cosa sono per esempio queste serie infinite. Anzitutto ha citato 2 volte il metodo delle flussioni e il metodo inverso delle flussioni, questi sono termini che oggi non si usano più, ma naturalmente i 2 metodi si usano benissimo, perché il metodo delle flussioni e il metodo inverso delle flussioni sono semplicemente quello che oggi noi chiamiamo il calcolo differenziale, il calcolo integrale, cioè le derivate e gli integrali. E in quell'anno questo ragazzo di 23 anni dimostrò quello che oggi viene chiamato, a buon motivo, il teorema fondamentale del calcolo, cioè il fatto che l'operazione di derivazione e l'operazione di integrazione sono 2 operazioni inverse una dell'altra. La sua dimostrazione, che non posso fare perché non ho una lavagna, potrei dirla a parole, ma naturalmente non tutti voi forse siete matematici e quindi insomma la cosa vi lascerebbe abbastanza indifferenti, però è una dimostrazione di 2 righe. Ora, io queste cose l'ho studiate da quando ero ragazzo, naturalmente così, alle superiori, all'università, e vedere come Newton ci fosse arrivato, ma non ce le potevano spiegare anche a noi così, in questo modo, invece di farci queste dimostrazioni così teoriche e così strane. Eppure così fu. Il metodo delle serie infinite invece che lui ha citato è un metodo che in realtà quello si inventò praticamente da solo, cioè l'idea di prendere una funzione che è espressa con qualche formula algebrica e di trasformare questa formula algebrica in una serie infinita, cioè in una somma infinita di termini molto semplici, di potenze, x, x al quadrato, x al cubo, eccetera, e poi di lavorare su queste potenze. Ed è proprio usando questo metodo e usando poi le opere di Wallis, il metodo di interpolazione, che Newton trovò una serie di risultati, in particolare quello, di nuovo, per coloro che hanno sentito queste cose forse all'università, il famoso teorema del binomio che sta poi al centro del suo lavoro di matematica. Ma cos'altro possiamo dire di questa cosa? Beh, il calcolo per esempio dell'area dell'iperbole a 52 cifre decimali fu possibile proprio perché lui aveva questi metodi, e di questi metodi in realtà era giustamente orgoglioso, e infatti almeno quello che lui ne pensava lo possiamo leggere. Lui disse qualche anno dopo, dice, non molti anni dopo, era soltanto 1669, quindi 4-5 anni dopo, scrisse ad un amico: non conosco niente in questo campo al quale questo metodo non possa estendersi in vari modi, e tutto ciò che l'analisi solita è in grado di ottenere mediante equazioni costituite da un numero finito di termini, il mio metodo può ottenerlo mediante equazioni infinite. Non ho esitato dunque ad attribuirgli il nome di analisi. In esso infatti le deduzioni non sono meno certe che nell'altro, né le equazioni sono meno esatte. Quindi aveva tra le mani un metodo fondamentale e
qualche anno dopo ancora, nel 1676, scriveva: «Io posso dire in meno di un quarto d'ora se una curva espressa da una qualsiasi equazione può essere integrata o con quali figure più semplici può essere confrontata, siano esse sezioni coniche o altro». E ancora, in modo semplice e rapido, oserei dire nel modo più rapido consentito in generale dalla natura delle cose, sono in grado di confrontarle. Ciò può sembrare un'affermazione audace, perché è difficile dire se una figura può o meno essere integrata o confrontata con un'altra, ma la cosa è resa per me evidente dalla fontana a cui mi abbevero. E questa è un'espressione analoga a quella degli scribi dell'antichità, che se dicevano: io sento semplicemente dentro di me dettare qualcuno, no? E sembra che Newton effettivamente procedesse in questo modo. Si è parlato delle coniche, tra l'altro, le coniche sono equazioni facili nella geometria cartesiana, che abbiamo citato prima, sono le equazioni di secondo grado praticamente, ma subito dopo le equazioni di secondo grado vengono le cubiche, no? Le equazioni di terzo grado. Ebbene, pensate che fino al 1668 in tutta la storia della matematica si erano studiate 5 cubiche, perché si studiavano una per una, bisognava ogni volta sviluppare dei metodi ad hoc, e Newton in questi lavori le classificò praticamente tutte, ne studiò 72 tipi diversi, non 72 esempi, ma 72 tipi, e ne mancò soltanto 6. Oggi sappiamo che in realtà le famiglie sono 78, ma insomma, no? Lo si può perdonare, no? Per aver fatto questi balzi da gigante. Il motivo per cui noi conosciamo queste cose è perché a un certo punto lui scrisse un articolo, e lo scrisse quando nel 1669 Barrow gli fece vedere un libro che era arrivato dal continente, di un tale che si chiamava Mercatore, colui che poi fece la proiezione di Mercatore, che molti di voi conosceranno, quella che serve per la cartografia, e Mercatore aveva trovato una piccola parte dei risultati che Newton aveva sviluppato in quegli anni, e aveva scritto un libro intero che si chiamava Tecnica dei logaritmi, la logaritmotecnia. E Barrow fece vedere questo libro a Newton senza sapere che Newton aveva fatto cose del genere, e credeva forse che, essendo interessato alla matematica, gli sarebbe piaciuto leggerlo. Newton lo lesse e lì fu punto dall'orgoglio, perché capì che se non scriveva qualche cosa probabilmente altri avrebbero trovato una parte dei suoi risultati e gli avrebbero tolto la primogenitura, il diritto, diciamo così, di proprietà. E allora scrisse un articolo in cui enunciò tutte queste cose che vi ho letto. E questo articolo impedì che fosse pubblicato, perché il problema di pubblicarlo era troppo gravoso per lui, non voleva diventare oggetto di disputa in particolare, e di questo parleremo appunto più in profondità domani, ma perlomeno lo scrisse, lo fecero circolare tra i matematici, e qualcuno incominciò a capire che a Cambridge c'era un giovane che non soltanto era promettente, ma ormai era diventato praticamente il matematico più avanti del mondo a quella giovane età. Ma oggi noi lo ricordiamo ovviamente per altri motivi, non credo che molti di voi, a meno che non abbiano fatto appunto studi scientifici, avrebbero ricordato il teorema del binomio o il metodo delle flussioni o il teorema fondamentale del calcolo. Il motivo per cui lo ricordiamo è la mela. La famosa mela di Newton, che è andata ad aggiungersi nella mitologia a tante altre, io qui ho fatto una lista, qualcuno di voi probabilmente se ne ricorderà anche altre: Eva da una parte, Paride il contesto dall'altra, Biancaneve, Guglielmo Tell, Alan Turing che ne mangiò una avvelenata, i Beatles con la Apple, Steve Wozniak e Steve Jobs con invece la Apple del computer, eccetera. Ora, questa mela che cos'è? Perché poi non si capisce mai se ci sono miti qui, se si sono raccontate delle storie, se invece soltanto qualcuno se l'è inventata questa cosa. Ora, la mela in realtà è nata da lui, cioè è lui che negli ultimi anni della sua vita, gli anni che citavo prima, 1726-1727, raccontò di aver visto cadere, e che questa caduta gli avesse dato l'idea per trovare l'idea, la teoria, diciamo così, più famosa alla quale ha associato il suo nome, cioè la teoria della gravitazione. Mi diceva prima il bambino della mia compagna che aveva visto una vignetta, no? Una volta in cui c'era Newton non fu il primo che scoprì la gravità, perché c'era un signore sulla cui testa era caduto un masso, naturalmente, no? E che era stato spiaccicato da questo masso e non aveva potuto raccontarla, no? La teoria della gravità.
Ora però, com'è la storia veramente? E allora vi ho portato tre testimonianze molto diverse fra di loro, e quel che ci fa capire quanto sia difficile poi riscrivere la storia, anche tutto sommato abbastanza recente, sono poi passati meno di 400 anni, 350 anni. Sentiamo la prima versione, che è quella di William Stukeley, che scrisse le memorie della vita di Newton, anche lui sulla base di conversazioni avute con Newton, e dice: «Poiché faceva caldo, andammo in giardino a bere del tè, sotto l'ombra di un melo, io e lui soli. E tra le altre cose mi disse che eravamo esattamente nella stessa situazione in cui si trovava lui, quando gli venne in mente la nozione di gravitazione. Fu causata dalla caduta di una mela, mentre egli sedeva meditando. Perché la mela cade sempre perpendicolarmente al terreno?» pensò tra sé e sé. «Perché non potrebbe cadere di lato o verso l'alto, ma solo verso il centro della Terra?» Cioè, è chiaro che il povero signor Stukeley aveva capito nulla, perché cioè il fatto che le cose cadano in giù, cioè non è una scoperta di Newton, no? E sicuramente Newton non si chiedeva come mai non cadano a destra, a sinistra o in alto, no? Cioè si chiedeva qualche cos'altro, però evidentemente in quel giorno, no, Newton stava ricordando, no, che l'idea della gravitazione aveva a che fare con le mele. Conduit, che è il marito della nipote, che abbiamo già citato due o tre volte questa sera, la racconta un po' meglio, e dice: «Nell'anno 1666, egli lasciò di nuovo Cambridge e andò a casa di sua madre nel Lincolnshire. Un giorno, mentre si stava svagando in un giardino, gli venne in mente che la forza della gravità, che aveva fatto cadere al suolo una mela staccatasi da un albero, non era limitata a una certa distanza dalla terra, ma poteva estendersi molto più in là di quanto comunemente si pensasse. Perché non fino alla luna?» si chiese. «Se così fosse, essa ne dovrebbe influenzare il movimento e forse mantenerla nella sua orbita». E continua il racconto, dice: «A questo punto egli cominciò a calcolare quali sarebbero state le conseguenze di questa ipotesi, ma poiché non aveva libri a disposizione e si basava sulla stima allora comunemente adottata dai geografi e dai nostri uomini di mare, i quali ritenevano, prima che Norwood avesse compiuto la misurazione della Terra, che un grado di latitudine sulla superficie terrestre fosse pari a 60 miglia inglesi, i suoi calcoli non concordarono con la sua teoria e lo indussero a tener ferma l'idea che la forza di gravità fosse commista anche con la forza che la Luna avrebbe avuto se fosse stata trascinata da un vortice». Quindi qui Conduit capisce un po' meglio naturalmente la cosa, capisce che Newton stava cercando di paragonare il moto della mela al moto della Luna, e però ci dice che le cose non funzionarono, che Newton fece un calcolo e che questo calcolo insomma non diede i risultati sperati. Ma prima di tutto ciò, nel 1718, quindi pochi anni prima, 8-9 anni prima, Newton stesso aveva scritto una lettera di cui si è trovata una minuta, non si sa se poi la lettera sia mai stata mandata, ma comunque lui la scrisse, che disse: «Nello stesso anno 1666, quindi le date coincidono, cominciai a pensare ad estendere la gravità all'orbita della Luna e, dopo aver trovato come valutare la forza con cui un globo che ruota entro una sfera preme sulla superficie della sfera», questa frase tra parentesi, «dalla regola di Keplero, secondo la quale i tempi periodici dei pianeti stanno in proporzione sesquialtera con le loro distanze dal centro delle rispettive orbite», non vi preoccupate di questo perché nessuno le capisce oggi, ma poi le spieghiamo, «dedussi che le forze che trattengono i pianeti nelle loro orbite debbono stare fra loro come i quadrati delle distanze dei pianeti stessi dai centri intorno ai quali ruotano. E perciò confrontai la forza richiesta per trattenere la Luna nella sua orbita con la forza di gravità alla superficie della Terra e trovai che corrispondevano quasi esattamente». Ora qui è strano, insomma, perché ci sono tante testimonianze, ma sono abbastanza contraddittorie fra di loro. Anzitutto nessuno parla di una mela che cade sulla testa di Newton, come invece tutte le volte la si vede raffigurare, no? Però questa è una storia che è stata raccontata. E si sa anche chi l'ha inventata, probabilmente, il signor Isaac Disraeli, che era uno scrittore, il padre di quello che poi divenne il primo ministro inglese. E evidentemente gli piaceva di più l'idea che gli fosse cascata proprio sulla testa, no? Ed è qui appunto la vignetta, no? Che poi invece fa cadere la noce di cocco o il masso sulla testa di qualcun altro che non può raccontarla. Due di queste testimonianze parlano della mela, tra l'altro. Tra l'altro ce ne sono anche altri testimoni di prima mano, la nipote, il vicepresidente della Royal Society che l'ha sentita raccontare da Newton, ma Newton nella sua lettera non ne parla. Ora questo è interessante perché Newton scrive nel 1718, loro l'hanno sentita raccontare nel 1726,
Quindi questa mela è possibile che sia arrivata nella testa di Newton in quegli anni, cioè non è stata una cosa giovanile, ma forse lui ha pensato che era più divertente raccontarla in questo modo, per farla capire meglio a questi testoni che poi raccontavano le cose come abbiamo visto prima, no? Sia Condell che Newton parlano della Luna, ma il primo testimone che non capiva nulla, la Luna non la cita, no? E poi la cosa più interessante è che uno dice che i calcoli non confermarono l'ipotesi e Newton dice invece di sì. Ora, come andarono le cose? Beh, certo non possiamo saperlo, però possiamo immaginarcelo, perché non è così complicato alla fine poi immaginarlo. Anzitutto sono tutti concordi nel dire che siamo nel 1666, quindi Newton ha 24 anni, e se si va a vedere i manoscritti che lui ha lasciato, si scopre che effettivamente l'anno prima già lui aveva cominciato a fare tutti quei lavori di matematica, quella lunga lista che vi ho citato, ma non faceva solo quello, tra l'altro, aveva fatto anche molte applicazioni di questi lavori di matematica alla fisica, e in particolare con dei ragionamenti, addirittura in due ragionamenti diversi, aveva trovato una formula molto importante, se la ricorderanno coloro che hanno studiato fisica, che è la formula per l'accelerazione centripeta, oggi noi la chiameremo, ma lui all'epoca la chiamava centrifuga perché ancora non si era capito che le forze centrifughe non esistono, sono solo forze apparenti, e la formula, qualcuno, chi l'ha studiata se la dovrebbe ricordare, è molto semplice, è V al quadrato diviso R, la velocità al quadrato diviso la distanza dal centro. Ora, se uno ha una formula di questo genere, ma questo era il problema, le formule non c'erano, questa formula fu scoperta da Newton, appunto giovane, e qualche anno dopo, nel 1673, fu scoperta anche da un altro grande scienziato, che però stava nel continente, scienziato olandese, che si chiamava Huygens, che fu poi colui, per esempio, che scoprì i meccanismi per l'orologio, per il pendolo, eccetera, uno dei grandi della scienza. Quindi furono in quegli anni lì che si cominciò a capire come associare delle formule allo studio di questi moti, e allora poter fare effettivamente dei calcoli. Una volta che uno ha una formula di questo genere, effettivamente può fare molto e può farla anche senza grande sforzo. Quindi la prima cosa che Newton fece fu risolvere un problema che già Galileo aveva raccontato nel suo dialogo. Io non pretendo che voi ricordiate la citazione che adesso vi leggo, che però abbiamo letto 3 anni fa, no? In questo stesso posto, ed è uno dei famosi problemi che Galileo affronta nel dialogo, sono i problemi, o meglio, le obiezioni che venivano sollevate contro il moto della Terra, sia il moto di rotazione della Terra attorno a se stessa, che il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole. E ve lo dico nella formulazione di Galileo, nella seconda giornata del dialogo. Quando dunque la Terra si muovesse con tanto e tanto maggior velocità, qual gravità, qual tenacità di calcine di smalti riterrebbe i sassi, le fabbriche, le città intere, che da sì precipitosa vertigine non fussero lanciate verso il cielo? E gli uomini e le fiere, che niente sono attaccate alla Terra, come resisterebbero a tanto impeto? Ebbene, se uno ha a disposizione la formula per calcolare l'accelerazione centrifuga o centripeta, che è questa formula che vi ho detto, V al quadrato diviso R, e può mettere semplicemente dentro la velocità di rotazione della Terra, il raggio della Terra che si conosceva fin dai tempi di Eratostene, quindi circa 6.300 km, se uno vuole insomma, può farla più precisa oggi, no? E però si accorge subito che il moto di rotazione della Terra è molto piccolo ed è circa 300 volte, diciamo così, minore della gravità, che anche quella si conosceva abbastanza bene, e tra l'altro poi fu Huygens a calcolare già il valore che noi usiamo da allora, 9,8 metri al secondo quadrato, no? Quindi la spiegazione, la soluzione, diciamo così, di questa obiezione contro il moto di rotazione della Terra è che non è assolutamente vero. Sembra a prima vista che questo moto sia enorme perché la Terra è grande e gira molto velocemente, ma la gravità è molto più potente, circa 300 volte più potente. Quindi questo è il motivo per cui non siamo sbalzati fuori semplicemente dal moto di rotazione, perché la gravità ci tiene più fortemente di quanto la rotazione cerchi di sbalzarci fuori. Qui effettivamente si sa che Newton fece
rifece il calcolo un paio di volte, e una volta era abbastanza sbagliato, e la cosa divertente è il motivo per cui era sbagliato, che la formula era giusta, quindi sono soltanto i dati che erano sbagliati. Newton usò i dati di Galileo, il quale per qualche motivo aveva una valutazione del raggio medio della Terra che era sbagliata di circa 700 km, quindi praticamente 10%, e vi ho appena citato il fatto che invece Eratostene l'avesse praticamente giusta, no? Quindi Newton usò i dati di Galileo, è rimasto tra l'altro il contratto di affitto che la madre aveva fatto a uno dei suoi affittavoli sul davanti, e sul dietro, no, Newton usava queste carte, no, per fare i suoi conti. Poi fece una seconda volta un calcolo più accurato, ottenne più o meno il valore che vi ho detto, 300 in realtà è 350 volte, e questa è la risposta. Ed è già un grande risultato, perché non è più una risposta di tipo filosofico come quelle che dava Galileo, come abbiamo letto appunto 3 anni fa, o come può leggere chiunque leggendo i dialoghi. Qui c'è un calcolo che dice semplicemente il motivo per cui le cose non funzionano è che una forza è più grande dell'altra, e molto più grande, perché addirittura 300 volte. Quindi c'è un passaggio, diciamo, quantitativo ormai, non è più filosofia, ma è diventata scienza, anche se Newton continua a chiamarla filosofia naturale. Ma la cosa più importante che lui fece con quella formuletta fu la seconda parte, quella strana frase che lui aveva detto, che era qua, dice, questo che ho appena detto è quella frase parentetica: dopo aver trovato come valutare la forza con cui un globo che ruota entro una sfera preme sulla superficie della sfera, cioè dice, dopo aver calcolato la forza centrifuga di un moto circolare, lui continua dicendo, dalla regola di Keplero secondo la quale i tempi periodici bla 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 bla. Ora, questa regola di Keplero che cos'è? È quella semplicemente che noi oggi chiamiamo la seconda legge di Keplero, anzi, pardon, la terza legge di Keplero, quella che lega il tempo di rivoluzione di un pianeta intorno al Sole con la distanza di questo pianeta dal Sole. E le proporzioni sono che il tempo al quadrato è proporzionale al raggio al cubo, è quello che lui chiama sesquialtero, no? Ma questo era semplicemente. Ora, se uno usa la formula che Newton ha trovato, la formula di Newton-Huygens per il moto circolare, e usa la terza legge di Keplero, è un calcolo di 2 righe, ma letteralmente, cioè non c'è assolutamente nulla di difficile, è pura algebra, si sostituisce quello che la legge di Keplero dice nella formula di Newton e si ottiene quello che è la legge di gravitazione universale, cioè il fatto che le forze che trattengono i pianeti, queste sono di nuovo le parole di Newton, nelle loro orbite, debbono stare come, fra loro come i quadrati delle distanze dei pianeti stessi dal centro intorno ai quali ruotano. Cioè Newton scopre, a 24 anni, la legge di gravitazione non universale. Come mai manca l'aggettivo? Beh, perché la scopre anzitutto in un caso molto semplice, cioè orbite circolari, ma noi sappiamo che la prima legge di Keplero in realtà ci dice che le orbite sono ellittiche, quindi quella è semplicemente un'approssimazione. Poi la legge di Keplero che lui ha usato, la terza legge di Keplero, vale per il moto dei pianeti intorno al Sole. Ma nessuno ci dice, per esempio, che valga per, non c'è niente di simile, ad esempio, per il moto della Luna intorno alla Terra, anche perché la legge di Keplero dice che c'è una proporzionalità, no? il rapporto fra il quadrato dei tempi e il cubo dei raggi è sempre uguale, no? Ma sempre uguale, se c'è soltanto uno dei pianeti, cioè se c'è soltanto la Luna che gira intorno alla Terra, è sempre uguale a che cosa? E allora è qui che interviene la novità del pensiero di Newton, cioè nel caso del sistema solare c'è la legge di Keplero che mi permette di fare questo calcolo, ma nel caso della Terra, dove c'è un solo satellite, un solo pianeta, diciamo, che gira intorno alla Terra, cioè la Luna, cosa si può fare? Ed è qui che lui ha questa idea brillante, per l'appunto, di dire, ma in fondo come mai la Luna è lì che gira intorno alla Terra? Non potrebbe essere, e qui naturalmente bisognava pensarla in maniera molto diversa da chiunque altro prima di lui, eccetto forse Cartesio, non potrebbe essere che la Luna, se non ci fosse nessuno che la tira, in particolare la Terra, se ne andrebbe per i fatti suoi in linea retta, come diciamo oggi noi, se ne andrebbe per la tangente, no? In linea retta, e questo non potrebbe essere, e in realtà poi la prima legge del moto, quella che poi nei principi verrà appunto enunciata come prima legge del moto, cioè il fatto che se non c'è niente che interviene su un corpo, questo corpo continua il suo stato di moto di rettilineo uniforme all'infinito, cioè ci deve essere qualcosa che la trascina via da questo moto rettilineo, e questo qualcosa dovrebbe essere per l'appunto l'attrazione. E allora l'idea di dire, ecco, la Luna se ne andrebbe in linea retta, se non va in linea retta è perché la Terra la tira,
Dunque c'è un'accelerazione verso la Terra, da parte della Terra, nei confronti della Luna. Quanto deve valere questa accelerazione? Beh, naturalmente la Luna è là, non sappiamo assolutamente quanto possa valere. L'idea di Newton è, ma non potrebbe essere che la forza con cui la Terra attira la Luna sia la stessa con cui la Terra attira le mele, per l'appunto, o qualunque altro corpo e le fa cadere. Ora, la forza con cui la Terra attira le mele o qualunque altro corpo è nota, è la forza di gravità, ma gravità all'epoca voleva soltanto dire la forza che poi dà il peso, diciamo così, alle cose sulla Terra. E l'idea di Newton è di provare a vedere se questa forza che fa cadere le mele non sia la stessa che fa cadere la Luna. Ora, come si fa a fare questo? Beh, allora abbiamo detto, se non ci fosse, supponiamo che senza questa forza la Luna andasse in linea retta, cerchiamo di calcolare di quanto cade la Luna. Newton fa i calcoli. Se noi facciamo i calcoli oggi con le misure giuste, che sono 384.400 km per la distanza media fra la Terra e la Luna, 27 giorni, 7 ore, 43 minuti per il mese lunare, e facciamo, appunto, calcoliamo esattamente l'accelerazione della Luna, vediamo che è esattamente la stessa che si avrebbe cioè facendo la proporzione con l'accelerazione di gravità, che invece è 9,8 metri al secondo quadrato. Ma a parte questi calcoli che potremmo fare oggi e vengono esattamente uguali, no? Senza grandi problemi, lui invece fece i calcoli con i dati che aveva a disposizione. Ora è interessante vedere quali sono questi calcoli, senza farli naturalmente, no? Cioè vedere però quali sono i dati che lui usa. Ora lui prende i valori antichi, ho già citato prima che Eratostene aveva valutato il raggio terrestre, 6.300 km più o meno, molti di voi sapranno, ricorderanno qual è il modo in cui Eratostene lo fece, e tra l'altro questo è di nuovo un sintomo, un segno di genialità dei pensatori dell'antichità, cioè semplicemente di osservare, si sapeva che c'era un pozzo ad Assuan, praticamente dove oggi c'è la diga di Assuan, un pozzo che in un certo giorno dell'anno riceveva i raggi della Luna in maniera perfettamente perpendicolare, cioè non davano ombra, no? Il raggio del Sole entrava direttamente dentro il pozzo. E allora Eratostene fece una misura lo stesso giorno ad Alessandria d'Egitto, invece, misurando la lunghezza dell'ombra di un bastone di lunghezza nota che faceva il Sole, e poi fece una proporzione semplicemente, sapendo esattamente quanto era la distanza fra Assuan e Alessandria d'Egitto, e facendo la proporzione con l'ombra riuscì a capire qual era la circonferenza terrestre, dunque il raggio terrestre. Anche Eratostene dovette fare delle misure, quindi in particolare doveva calcolare la distanza fra Assuan e Alessandria d'Egitto. Come fece? A cammello. Si sapeva più o meno quanto il cammello camminava in una giornata, lui fece il suo viaggio, moltiplicò i giorni di viaggio del cammello per la distanza percorsa in un giorno e trovò queste cose. Ora, con questi mezzi rudimentali, perché sono veramente rudimentali, trovò un'approssimazione che è perfetta, perché oggi noi sappiamo che circa 6.370 km e lui calcolò circa 6.300, quindi un errore di 70 km l'1%, cioè abbastanza poco, no, direi. Mancava però la distanza dalla Terra alla Luna. Quella si fa in maniera un po' più complicata, ma la fecero anche comunque i greci, in particolare Ipparco. Ipparco era uno dei più grandi scienziati dell'antichità, peccato che non ha lasciato tutti i manoscritti, no? Esattamente come Newton. Ipparco tra l'altro scoprì l'America. Ora, questa sembra una cosa assurda, no, da dire, ma in realtà è così, è stato tramandato poi dagli storici. Come scoprirono l'America i greci senza andarci, tra l'altro, facendo solo i conti, cioè solo con la testa? Questo Ipparco lo venne a sapere semplicemente confrontando praticamente le maree che si avevano da una parte e dall'altra parte dell'oceano, perché c'erano stati in quegli anni naturalmente le spedizioni di Alessandro fino in India, voi sapete, no? E quando Alessandro andò a conquistare il resto del mondo e in particolare l'India, si portò dietro filosofi, letterati e in particolare anche gli scienziati. Gli scienziati arrivarono nell'oceano indiano e si accorsero, cioè semplicemente registrarono le maree che si avevano nell'oceano indiano. E invece dall'altra parte c'erano state spedizioni dei greci che erano arrivate fino ai mari del nord e anche lì avevano registrato le maree.
Allora, mettendo a confronto le maree del mare del nord con le maree dell'oceano indiano, il parco si accorse che non potevano essere le stesse. Quindi sapevano ovviamente che la terra era rotonda, il mito che gli antichi pensassero che la terra era piatta è semplicemente una leggenda metropolitana. Tra l'altro, che la terra sia rotonda lo si vede, no? Perché quando ci sono le eclissi, no? E la luna viene oscurata, si vede che l'ombra è rotonda, no? E quindi è l'ombra che la terra sta facendo, lo si vede a occhio, no? E allora che cosa dedusse il parco dalla differenza tra le maree nel mare del nord e nell'oceano indiano? Che poiché la terra era rotonda, se ci fosse stato un unico mare le maree sarebbero state uguali, dunque ci doveva essere qualcosa in mezzo che impediva alle maree di essere uguali, e doveva essere tra l'altro qualcosa che praticamente tagliava l'intera terra, perché altrimenti se fosse stata solo una grande isola ovviamente l'acqua sarebbe passata intorno. Quindi dedusse non solo l'esistenza dell'America, ma addirittura l'esistenza di un continente che andava praticamente dal polo nord al polo sud, che è esattamente quello che l'America fa. E tra l'altro, volendo, si sarebbe anche potuto vedere l'America sulla Luna. Questo gli astronomi dicono, io ho provato più volte a guardarla a occhio nudo, naturalmente non ci sono mai riuscito. E guardando nel momento opportuno la Luna, si vede riflesso, in certi momenti, no, del mese, si vede riflessa l'ombra praticamente dell'America sulla Luna. Adesso non so se ce l'abbiamo qua. Vedete che c'è qualcosa di nero, no, sulla Luna, però si muove, quindi forse non è esattamente l'America, no? Però questo era per dire che il parco non è uno da prendere sotto gamba, cioè era il più grande astronomo dell'antichità, il più grande scienziato dell'antichità, riuscì a calcolare per esempio la precessione degli equinozi. Ora, questa è un'impresa veramente titanica, perché la precessione degli equinozi è un fenomeno che ha una durata di circa 26.000 anni, e quindi è un fenomeno lentissimo. Più o meno si passa da una costellazione all'altra ogni 2000 anni, e questo fa sì tra l'altro che tutti gli oroscopi siano sbagliati, perché ormai, no, sono cambiate tutte le case, no? Quindi state attenti quando credete agli oroscopi, no? Perlomeno prendeteli giusti, no? Fate una casa di differenza rispetto a quella che vi viene assegnata. Ebbene, dicevo, il parco aveva fatto un calcolo di quanto fosse la distanza fra la Terra e la Luna, e l'aveva calcolata di circa 60 raggi terrestri, circa, no? E allora Newton aveva questi due dati a disposizione, la misura del raggio terrestre di Eratostene e la misura della distanza Terra-Luna fatta da Ipparco. Ora, la cosa che sia, il fatto che sia 60 raggi terrestri è molto utile, no? Perché ci fa capire che se la legge di gravitazione è esattamente quella che Newton immaginava, cioè proporzionale al quadrato della distanza, allora la gravità sulla Luna, la gravità che la Terra esercita sulla Luna, che è a 60 raggi terrestri da noi, deve essere 60 per 60, perché va col quadrato, 3600 volte più piccola di quella che la Terra esercita qua giù, alla distanza di un unico raggio, perché noi siamo sulla superficie, no, per l'appunto. E allora questa deve essere la proporzione. Cioè, noi sappiamo con che velocità cade la mela, no, diciamo così, e dobbiamo calcolare se la Luna cade con una velocità che è 3600 volte più piccola. Facciamo i conti con queste misure che vi ho detto, ma lo si fa con la calcolatrice a mano, non c'è niente di nessuna matematica trascendentale, e viene fuori circa 3660 volte. E 3660 e 3600 sono abbastanza simili, e infatti, dice Newton, corrispondono quasi esattamente. Quasi esattamente non gli diede problema il quasi, perché sapeva anche lui che i dati che aveva usato erano approssimati, no? Quindi non poteva immaginare che venissero esattamente così, però erano più o meno gli stessi, no? E il fatto che fossero più o meno gli stessi gli fece capire che allora probabilmente no, aveva effettivamente trovato la cosa giusta. Tra l'altro, vi dico soltanto così, en passant, 3600 secondi, attenzione, l'accelerazione sulla Terra è metri al secondo quadrato, no? Ma secondo quadrato ci sono 3600 secondi in un minuto, no? Poiché lassù è più lenta, no, di 3600 volte, la Luna cade in un secondo, pardon, la Luna cade in un minuto della stessa quantità in cui una mela cade sulla Terra in un secondo. E allora ecco che i calcoli diventano anche abbastanza facili. Lui nei principi ne fece di molto complicati, ma sempre usando questo fatto. Sappiamo esattamente qual è la differenza di proporzione. Sulla Terra succedono le cose in un secondo, sulla Luna la Terra ha un'attrazione che è pari per l'appunto alla stessa quantità, però al minuto. E allora con questi risultati naturalmente Newton
passò praticamente alla storia. La storia poi continua, ovviamente, perché siamo appunto soltanto nel 1666, quindi Newton ha scoperto o ha intuito che potrebbe essere quella la forza di gravitazione, ma il cammino per arrivare ai principi fu molto lungo, perché i principi furono pubblicati nel 1687. Ora, come mai si aspettò così tanto? Beh, in parte lo capiremo domani e dopodomani, perché Newton ad un certo punto incominciò a interessarsi d'altro. Anzitutto si interessò d'ottica, come vedremo appunto domani, poi si interessò di alchimia, di teologia, anzi le cose di cui si interessò di più durante la sua vita furono proprio l'alchimia e la teologia. Questo è strano da dirsi, ma in realtà quasi tutta la sua produzione dagli anni 70 in poi fu dedicata a questi argomenti. Nell'alchimia non cavò un ragno dal buco, lo vedremo domenica. In teologia invece sì, fu considerato tra l'altro da Locke, che non era poi uno sprovveduto, no? Uno dei grandi filosofi inglesi, forse il più grande teologo della sua età, del 1600, quindi era un esperto anche di altre cose. E praticamente perse interesse in queste cose. Ci sono moltissime lettere che leggeremo in questi due giorni che ci rimangono, in cui lui continua a dire: non mi fate domande su ste robe perché io ho cose più importanti a cui rivolgermi, no? E naturalmente tutte queste cose erano tenute segrete anche per motivi abbastanza imbarazzanti che diremo domenica, perché insomma le sue idee non erano proprio completamente ortodosse. Ma successe che nel 1684 alla Royal Society, che era un'associazione all'epoca abbastanza recente, in cui si riunivano scienziati di vario genere, dilettanti ma di grande valore, si fece una scommessa fra tre personaggi, ciascuno dei quali importante per motivi differenti. Uno era Christopher Wren, che era uno dei grandi polymath, come si potrebbe chiamare, eclettici del tempo. Era colui che diresse tra l'altro la ricostruzione della città di Londra dopo il grande incendio del 1666. C'era Halley, che tutti conoscono perché ha dato il nome alla cometa, appunto, che si chiama la cometa di Halley, e c'era Robert Hooke, che era un altro dei grandi scienziati di quell'epoca, di cui parleremo a lungo domani, perché fu con lui che Newton ebbe le due dispute più feroci del corso della sua vita. E Hooke sosteneva di essere riuscito ad arrivare anche lui alla legge di gravitazione universale, sosteneva di aver capito, e domani vedremo anzi addirittura le testimonianze, di aver capito che la gravitazione doveva funzionare inversamente proporzionale al quadrato della distanza, però non riusciva a fare i calcoli, non era un gran matematico. E allora continuava a dire: ma io ho trovato questa legge alla Royal Society. E allora Wren fece una scommessa, dice: vabbè, facci allora i conti, no? Facci vedere che effettivamente da questa legge si può derivare il moto dei pianeti come esso è, e ti diamo 40 scellini. E Hooke accettò la scommessa, il tempo passò, naturalmente la cosa non andò a buon fine, e dopo qualche mese Halley andò a trovare Newton per qualche motivo e gli chiese: ma lei non è che sappia che cosa succede nel caso che ci sia una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza? E Newton disse: sì, certo che lo so, ci sarebbe un'orbita ellittica, no? Che, notate, sono esattamente le orbite che Plero aveva enunciato nella sua prima legge. E Halley rimase stupito, perché era proprio di questo che si era parlato nella scommessa. Dice: lei come lo sa? Dice: l'ho calcolato, no? E dice: allora mi faccia vedere i conti. E li ho persi. Sì, ho capito, un altro di quelli, no? E allora se ne andò un po', diciamo così, demoralizzato. Ma dopo qualche settimana, Newton, che in realtà non li aveva affatto persi, perché poi si sono ritrovati, ma era sempre restio a far sapere le cose, in realtà gli mandò una lettera. E questa lettera fu probabilmente, anzi sicuramente, perché non credo ci sia mai stato un caso del genere, il lavoro scientifico più importante mai scritto nella storia della scienza, perché sono solo 9 pagine in cui c'è una tale quantità di risultati che avrebbero fatto felice chiunque, no, per 2 o 3 cattedre, oggi gli avrebbero dato un premio Nobel, no, per conto suo, e non c'è la risposta alla scommessa di Halley. E questa è una cosa molto interessante per gli storici della scienza: in tutti i principi poi che furono pubblicati 3 anni dopo, la risposta, cioè il fatto che se la legge di gravitazione è l'inverso del quadrato della distanza, allora le orbite sono ellittiche, non c'è. Però c'è il contrario.
Ora notate che nel 66, quando Newton era un ragazzo, no, aveva trovato effettivamente che era così. Se le orbite sono ellittiche, la legge deve essere quella, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Ora, cosa fece nella lettera ad Halley e cosa aveva già fatto prima? Qual era il conto che Newton aveva fatto? Si era accorto che non soltanto nel caso banale delle orbite circolari, ma anche nel caso delle orbite ellittiche, anzi ancora di più, anche se le orbite erano iperboliche o paraboliche, cioè se c'era una qualunque sezione conica, allora qualunque orbita di quel genere doveva essere prodotta da una forza esattamente come quella di cui stiamo parlando, cioè la forza di gravitazione, la forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Newton poi studiò anche casi differenti, la legge di Keplero dice per esempio che il centro dell'attrazione è uno dei fuochi dell'ellisse. Newton studiò che cosa sarebbe successo nel caso che invece il centro dell'attrazione fosse stato il centro dell'ellisse, l'incontro degli assi, studiò cosa successe nel caso delle spirali, no? E così via, insomma tutto in questa letterina. Halley naturalmente quando ricevette questa cosa disse, oh poveri noi, altro che scommessa, qua siamo andati ben oltre, no? Senza notare che la scommessa non era stata risolta. E allora ritornò da Newton e gli disse, ma insomma lei non ci può lasciare con una lettera semplicemente, non deve mettere le cose più in dettaglio. E Newton effettivamente ebbe un altro di questi momenti, anzi durarono 3 anni, di possessione intellettuale. Cioè per 3 anni, dall'84, 1684 al 1687, in questa esplosione creativa in cui poi racconta il suo compagno di camera, che era anche il suo assistente, eccetera, praticamente non dormiva, non mangiava, continuavano giorno e notte, lui continuava a scrivere, dice ogni tanto lo mandavano a fare una passeggiata, lui scendeva fino in giardino, poi tornava dietro di corsa, scriveva in piedi senza nemmeno sedersi, gli portavano da mangiare, non mangiavano e così via. No, per 3 anni è andato avanti così. E notate, forse vi ricorderete da un paio di anni fa quando parlavamo di Einstein, più o meno anche Einstein fece la stessa cosa negli anni tra il 10 e il 12 quando lavorava alla relatività generale, cioè ci devono essere questi momenti in cui uno effettivamente si immerge completamente dentro la ricerca e cerca di trovare per l'appunto questi risultati. Comunque la faccenda è che nel 1687 questo libro enorme che da 9 pagine era diventato in realtà 3 libri interi, fu pubblicato, si chiamava appunto I principi matematiche naturali filosofie, I principi matematici della filosofia naturale e fu il libro che cambiò la storia della scienza. In questo libro cosa c'è? Beh, c'è tutto praticamente, perché ci sono ovviamente le leggi della gravitazione, eccetto l'inverso come ho detto, ma c'è un buon motivo, perché in realtà nel corso del libro Newton risolve un caso più generale addirittura, ma lo risolve molto all'indietro nel libro, verso la fine del primo libro, usando dei metodi che non sono i metodi geometrici che lui aveva deciso di usare. Come mai? Questa è una cosa che tra l'altro poi ha fatto pensare e discutere gli storici, che lui avesse inventato in pratica il calcolo infinitesimale, ma i principi del suo grande libro l'avesse scritto alla maniera di Euclide ancora. E qualcuno pensa che semplicemente lui avesse trovato i risultati con l'analisi e poi li avesse tradotti in geometria, però di questo non c'è traccia, nonostante abbiamo queste casse piene di documenti in cui ci sono addirittura le liste della spesa appunto della madre, i contratti d'affitto eccetera, non c'è nessuna traccia del fatto che lui abbia fatto prima una cosa poi l'altra. Lui pensava in maniera geometrica e lo disse tra l'altro, lo disse anche perché per lui la geometria era la vera disciplina. Scrisse una volta, in tempi recenti uomini desiderosi di aggiungere qualcosa alle scoperte degli antichi hanno associato l'aritmetica delle variabili alla geometria, l'aritmetica delle variabili è per l'appunto l'analisi. I progressi che ne sono derivati sono molti e di vasta portata se l'occhio guarda all'abbondanza della produzione, ma minimi se si guarda invece alla complessità delle conclusioni. Molte volte infatti questi calcoli esprimono in modo insopportabilmente tortuoso delle quantità che in geometria vengono indicate mediante il semplice tracciamento di una linea. Cioè per lui il fatto di fare dimostrazioni geometriche era l'essenza del mondo. Il mondo era geometrico, se si voleva fare un trattato sul mondo bisognava farlo in quel modo, no? E dunque in maniera geometrica. E allora certo, si poteva fare anche il contrario, si poteva risolvere
riuscire a risolvere la scommessa che avevano fatto Halley, Hooke e Wren, ma in realtà bisognava farlo con dei mezzi che non erano quelli che lui voleva fare, quindi lui sapeva benissimo come farlo, ma non lo mise dentro i principi. Tra l'altro, chi di voi fosse interessato e non avesse avuto abbastanza questa sera, può leggere quello che forse è la spiegazione più elegante che io abbia mai trovato. È un libro della Zanichelli ed è di Richard Feynman, un altro bel personaggio, un altro bel genio, diciamo così, del Novecento, forse dopo Einstein il genio più famoso della fisica dello scorso secolo, che si chiama La lezione perduta sulla gravità. E Feynman dice: io ho provato, lui la spiegava agli studenti, no, di Caltech, fece quel famoso testo di fisica che molti di voi conosceranno, i tre libri della fisica di Feynman, ma la gravitazione non l'aveva fatta, ed un giorno andò a farla semplicemente in un corso altrui e disse: ho cercato di seguire le dimostrazioni di Newton, ma non sono riuscito a capirle, perché Newton usa appunto questi mezzi di geometria che all'epoca erano in pratica il linguaggio comune dei matematici, oggi per noi non lo sono più, noi siamo abituati ad usare l'analisi, e allora ho provato, dice Feynman, a rifare la dimostrazione in maniera geometrica ma a modo mio. Ed è una dimostrazione bellissima, tra l'altro preceduta da un centinaio di pagine di spiegazioni, e questo forse è quello che vi consiglio di leggere se volete leggere, avere un'idea, diciamo, perlomeno, di quello che Newton fece nella gravitazione, ma un'idea veramente matematica, cioè con le dimostrazioni. Altrimenti potete leggere sempre della Zanichelli, la traduzione di alcuni brani dei Principia, che sono stati fatti negli anni 20, 1920, da Enriquez, e sono stati semplicemente riproposti in un'edizione anastatica. Non c'è tutto i Principia, perché i Principia sono un tomone così, e chi ci si mette dentro naturalmente poi può perderci l'intera vita, perché, come ho detto prima, dentro i Principia non ci sono soltanto le soluzioni ai problemi della gravitazione, ma c'è di tutto veramente, c'è il calcolo per esempio delle maree, il calcolo del moto della Luna, il calcolo del moto delle comete, c'è l'intero secondo libro che è dedicato al moto dentro i fluidi, perché naturalmente l'atmosfera per esempio è un fluido, l'acqua è il fluido. Molti di voi avranno visto ad esempio le spedizioni delle navicelle spaziali e si saranno chieste come mai per esempio la capsula che ritornava sulla Terra aveva questa strana forma, invece di essere fatta a ogiva con la punta così, era fatta così ma era tagliata sopra, no? Cioè aveva questo strano taglio. Beh, quello è un calcolo che fece Newton, cioè nel 1687, pensate, 300 anni prima che si andasse sulla Luna, in realtà lui aveva già calcolato qual era la forma ottimale che avrebbe dovuto avere un'ogiva, lui la calcolava tra l'altro nell'acqua, no? Ma è la stessa cosa nell'aria, no? E quella è la formula che si ottiene, no? Quindi addirittura queste cose si trovano, ma è meglio naturalmente, se uno legge i principi, a cercare di seguire l'argomento principale. C'è un testo in inglese che si chiama L'argomento centrale dei principi, poi se qualcuno è interessato magari gli do le informazioni bibliografiche. Questo è un testo invece abbastanza ponderoso, 500 pagine, che di nuovo consiglio per coloro che invece volessero conoscere i dettagli, ma solo dell'argomento scheletrico, diciamo, quello che serve per arrivare a trovare la legge di gravitazione universale. E ci sono le parti dei principi commentate con tutte le dimostrazioni che Newton non dava, perché appunto spesso erano soltanto dei cenni. E poi, dulcis in fundo, c'è questo fatto che alla fine Newton era così restio a far conoscere i suoi risultati che scrisse poi nella prefazione al terzo libro queste parole. Dice: avevo composto il terzo libro in maniera divulgativa, pensate, avremmo potuto leggerlo stasera, così che potesse essere letto da molti. Ma coloro che non capissero sufficientemente bene i principi stabiliti avrebbero una percezione molto sbiadita della forza dell'argomento e non abbandonerebbero i pregiudizi ai quali si sono assuefatti da anni. Dunque, perché non potessero essere sollevate dispute, ho tradotto la sostanza del libro in proposizioni di tipo matematico, così che esse possono essere lette solo da coloro che sono prima passati attraverso i principi. Cioè l'aveva scritto come si doveva scrivere, no? In forma divulgativa, e poi lo ritrascrisse in forma invece matematica e effettivamente molto complessa, eccetera. Fortunatamente questo libro si è salvato, si chiama Il sistema del mondo, purtroppo non è più in commercio in Italia, è stato edito da Teoria molti anni fa, negli anni 60, io non sono riuscito a trovarlo. C'è appunto un libro che si chiama Il sistema del mondo di Newton, insieme agli scoli classici. Gli scoli classici
ci sono delle osservazioni che Newton fece e che vanno molto d'accordo con la parte esoterica del suo pensiero, di cui parleremo poi domenica soprattutto, e su questo appunto vorrei concludere questa sera. Quale fu l'idea di Newton? Beh, pensate oggi alle battaglie che fanno gli scienziati per questioni di priorità, per cercare di dire no, ho trovato io prima di te questa cosa. Ebbene Newton in uno di questi scoli dice ma io non ho trovato la legge di gravitazione universale. Notate Laplace, che fu uno dei grandi matematici e meccanici dell'Ottocento, disse beato Newton, c'era un'unica legge universale della natura, l'ha trovata lui, no? E quindi dico, insomma, uno poteva anche, poi non è vero perché ce ne sono tante, perché le forze sono tante, no? Però, insomma, questo era uno dei grandi risultati della storia della scienza. E Newton disse, ma non l'ho mica trovata io. Quello l'aveva già trovata Pitagora in realtà. Io l'ho solo riscoperta, perché Newton era uno di quelli che seguivano questa teoria della prisca sapienzia, che gli antichi sapevano tutto ovviamente, no? E poi in parte il loro sapere era stato dimenticato, ma in parte l'avevano celato, l'avevano raccontato in forma che non si potesse capire, esattamente come poi faceva lui, no? In maniera matematica, perché bisognava che andasse soltanto a coloro che se lo meritavano. Ora, come si arriva alla forza di gravitazione universale? Passando attraverso Pitagora, perché cioè, non il teorema di Pitagora, ma la teoria pitagorica. Ora, l'argomento è divertente, è un po' strano, insomma, ma l'idea di Newton è questa, no? Pitagora, voi saprete la storia che racconta Giamblico, che un giorno Pitagora passeggiando per le strade di Crotone aveva insieme alla sua coorte di studenti, io faccio sempre questo esempio che i filosofi sono come le comete per l'appunto, di cui stavamo parlando prima, una testa brillante seguita da una coda di detriti, no? E spesso non è nemmeno così brillante la testa, ma i detriti di dietro sono sicuramente così, no? E allora Pitagora passeggiava per Crotone, no? In questo modo, seguito da tutti i suoi discepoli detriti, e passarono di fronte alle botteghe di un fabbro ferraio. E passando di fronte a queste botteghe sentivano dentro i rumori che faceva la gente che lavorava, naturalmente, perché per permettere ai filosofi di passeggiare poi ci deve essere qualcuno che lavora per loro, no? E Pitagora volle capire che cosa succedeva dentro la bottega del fabbro ferraio, entrò, ci racconta Giambico, e fece esperimenti. Il primo esperimento era un esperimento da filosofo, prese due martelli uguali, li batté su un incudine e scoprì che i suoni erano uguali. Però Pitagora non era solo un filosofo, era anche un matematico, quindi andò oltre, no? Prese due martelli diversi, questa volta uno doppio dell'altro, no? E l'altro metà di quell'uno, li batté sull'incudine, no? E scoprì che i suoni erano uguali, di nuovo, o meglio era la stessa nota, ma non alla stessa altezza come prima, bensì a quello che si chiama la distanza di un'ottava, no? Cioè, in altre parole, raddoppiando il peso dei martelli, si dimezza la frequenza, no? Diciamo così, il suono sale, no? E quindi c'è un rapporto inverso, no? La frequenza è inversamente proporzionale, no? In questo caso al peso, però poi Pitagora fece degli esperimenti anche con le corde, naturalmente non ci sono soltanto gli strumenti a martello, no? Le percussioni, ma ci sono anche gli strumenti pizzicati come la chitarra, no? O il violino che non è pizzicato, ma comunque no, fa suoni in quel modo. E anche lì le leggi sono uguali, se voi prendete una corda e la pizzicate, quella fa un suono, se voi dimezzate la corda, quella fa lo stesso suono, ma un'ottava più sopra. Quindi la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza della corda. Pitagora scoprì anche che, e questo lo vedete quando gli strumenti vengono accordati, no? Cioè si può tendere la corda, no? Più o meno. E lì la legge che regola la tensione della corda è che la frequenza è direttamente proporzionale alla radice quadrata della tensione. Se voi volete raddoppiare la frequenza dovete quadruplicare, no, la tensione. Allora, poiché c'è la radice quadrata della tensione inversamente proporzionale alla lunghezza, se voi togliete la radice quadrata dovete aumentare la lunghezza al quadrato, no? Quindi la tensione della corda è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Ora, e questo cosa c'entra con i pianeti? Arriva l'idea, perché Newton dice, beh, questa è la vera scoperta di Pitagora, no? Che la tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Allora Pitagora però l'ha raccontata in modo che coloro che sapevano capissero,
e gli altri credessero invece che lui stava raccontando semplicemente una metafora, che questa metafora dell'armonia, delle sfere, la musica, dell'universo, il cosmo, eccetera. Cioè l'idea è l'universo è una lira, suonata da Apollo, no? Naturalmente, quelli poi c'entrano sempre, no? E questa lira quante corde ha? 7 corde perché, non perché ci sono 7 note, ma perché ci sono 7 pianeti, naturalmente per i greci erano pianeti tutto ciò che si muoveva, no? Quindi il sole, la luna, no? E così via, e i 5 pianeti che rimanevano. Allora questa lira suonata da Apollo soddisfa alle leggi che abbiamo detto, no? Cioè la corda che collega queste cose, no? Alla Terra, no? I pianeti alla Terra, è una corda la cui tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Ma la tensione della corda che cos'è fuori di metafora? È ciò che lega la Terra con questo pianeta, è quella che noi chiameremo la forza di attrazione. E la lunghezza della corda è semplicemente la distanza fra il pianeta e la Terra. E allora la scoperta di Pitagora, secondo Newton, è che la tensione, cioè l'attrazione fra un pianeta e la Terra, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, cioè la sua legge. E questo è uno degli scoli classici, in cui lui cerca di dire, ma non l'ho fatto io ho solo riscoperto, no, quello che aveva fatto Pitagora. È uno strano modo, naturalmente, di agire, di pensare, noi oggi siamo esattamente al contrario. Newton mentiva, sapendo di mentire, perché è vero che Pitagora scoprì l'inverso della lunghezza, ma la radice quadrata della tensione, quella è una cosa che avevano scoperto poco prima di Newton in realtà, ancora il papà di Galileo credo che l'avesse sbagliata, quindi Newton aveva trovato le leggi giuste e mentiva perché secondo lui era meglio far credere che l'avesse scoperta Pitagora, era più importante, no? Aver riscoperto qualcosa che Pitagora aveva già scoperto che non dire ho scoperto qualcosa di nuovo. Vabbè, quelli erano i tempi, ma io direi che per questa sera abbiamo fatto abbastanza. Notate che ho detto poco dei principi perché in fondo l'idea fondamentale, il fatto che la luna cada in maniera proporzionale a quanto la mela cade sulla Terra, beh, quella Newton la ebbe in quegli anni fatidici, 64-65 fino a metà del 66. Domani parleremo dell'ottica, ma rimarremo sugli stessi anni. Perché sempre in quegli anni Newton fece anche i famosi esperimenti col prisma che lo portarono a stabilire qual era la natura appunto della luce. E invece domenica ci rivolgeremo a questa parte più esoterica del suo pensiero, cioè l'alchimia e la teologia, anche perché poi dalla teologia in realtà si passa via via a una visione estremamente alta del mondo, con cui concluderemo poi le nostre letture. Ma per stasera credo che possiamo fermarci qui. Grazie. Cerco soltanto di. Ecco. Ok. Ieri allora abbiamo parlato del primo aspetto di Newton, o meglio di questi suoi due anni famosi, 1665-1666, in cui lui realizza questa enorme lista di risultati, dapprima nel campo della matematica e poi nel campo della fisica. Mi hanno anche detto che c'era la Luna ieri, c'è anche oggi, testimonianza di interesse anche da parte sua. Io ieri non l'avevo vista perché ero girato di spalle. Questa sera invece parliamo di qualche cosa di diverso, e l'altro motivo per cui Newton è così conosciuto nelle storie della scienza e anche nell'immaginario popolare, nella mitologia, e anche qui è collegato questa conoscenza a un oggetto, che è il famoso prisma con cui lui fece degli esperimenti e cambiò la nostra visione del mondo. Ricordate che ieri ho cominciato con la citazione del Vangelo secondo Giovanni, che vi rileggo perché secondo me si adatta appunto meglio alla realtà che non alla fantasia. Cioè venne un uomo mandato da Dio e venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Allora vediamo qual è questa testimonianza che Newton rese alla luce e vediamo anche quando, perché abbiamo appunto citato poco fa questi due anni favolosi compresi fra l'estate del 1664 e 1666, ma benché sia abbastanza difficile da credere, quasi incredibile, non sono gli unici risultati quelli che lui fece nel campo della fisica e della matematica, bensì molto della sua attenzione fu dedicata a questi studi di ottica.
Addirittura lui, che era una persona estremamente poco soddisfatta di tutto ciò che faceva, si lasciò andare qualche anno dopo, nel 1672, in una lettera a Henry Oldenburg, che era il segretario della Royal Society, con cui lui comunicava. Lui non amava comunicare nemmeno con altri scienziati, tutte le lettere, le missive, la corrispondenza passava attraverso questo segretario della Royal Society, e lui la descrisse, appunto, pur essendo una persona singolarmente difficile nei suoi giudizi anche su se stesso, come la più singolare, se non la più notevole scoperta che io abbia fin qui compiuto nelle operazioni della natura. Però uno che aveva scoperto la legge di gravità, che aveva scoperto tutte quelle proprietà del calcolo infinitesimale, che dicesse una cosa del genere per altre ricerche, insomma, ci fa sospettare che ci fosse qualche cosa di importante. Qualche giorno dopo quella lettera che vi ho appena citato, questa citazione, sempre nel 1672, Newton racconta ancora una volta con le sue parole, quindi questa è una delle poche occasioni che abbiamo di leggere direttamente le frasi che lui scrisse, perché vi ho detto in principio sono un libro, come abbiamo citato ieri, no, volutamente scritto in maniera oscura per impedire che potessero abbeverarsi a quella fonte coloro che erano ignoranti di matematica, ma ci sono tante lettere, questa sera ne leggeremo alcune, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista caratteriale, per cercare di capire un po' che tipo era umanamente questo Newton. E qui comunque, in questa lettera del 72, quindi aveva 30 anni ormai, lui racconta quello che ormai sono ricerche di parecchi anni prima. Anche perché lui si muoveva a questa velocità veramente stratosferica, quasi velocità della luce, verrebbe da dire, no? E racconta quali furono queste ricerche. Dice: all'inizio dell'anno 1666, nel quale mi dedicai alla molatura di vetri ottici di figura diversa da quella sferica, mi procurai un prisma di vetro triangolare per verificare attraverso di esso i celebri fenomeni dei colori, e avendo oscurato la mia camera allo scopo e fatto un piccolo buco nelle imposte per far entrare una piccola quantità di luce solare, misi il mio prisma all'entrata, così che essa potesse essere rifratta sul muro opposto. Agli inizi fu un divertimento molto piacevole vedere i colori vividi e intensi così prodotti, ma, dopo un po', essendomi applicato a considerarli in maniera più attenta, mi sorpresi di vederli in forma oblunga, mentre secondo le comuni leggi della rifrazione mi sarei aspettato che fossero circolari. La cosa forse non è completamente chiara, ma quindi abbiamo come al solito altri testimoni che raccontano storie più o meno analoghe. Abbiamo visto ieri le storie sulla mela, il famoso episodio della caduta della mela che gli ispira la legge di gravitazione. Anche qui nel caso della luce ci sono testimonianze sempre raccolte da colloqui con lui, ma in tempi diversi. Questa per esempio risale al 1726, quindi sono passati 50 anni invece da quelle testimonianze, ed è sempre il signor Conduit, che ricorderete era il marito della nipote, che dice: nell'agosto del 1665 Sir Isaac, non ancora 24enne, comprò alla fiera di Sturbridge un prisma per tentare qualche esperimento intorno al libro di Cartesio sui colori. Quindi qui le cose cominciano a precisarsi un po' di più. Giunto a casa, fece un buco nell'imposta, oscurò la stanza e collocò il prisma tra la finestra e il muro, e scoprì che la luce formava, anziché un cerchio, una figura ovale, con i lati rettilinei e le estremità tondeggianti. Ciò lo convinse subito che Cartesio aveva torto, e lo indusse poi a formulare la sua ipotesi sui colori, che però non poté dimostrare per mancanza di un altro prisma. Aspettò allora fino alla successiva fiera di Sturbridge e dimostrò ciò che in precedenza aveva scoperto. Quindi ancora una volta vediamo, le testimonianze sono simili ma non perfettamente d'accordo, ma a noi non importa di nuovo come sia andata effettivamente, questo è compito degli storici che hanno già parlato nella conferenza precedente, e ci interessa invece la sostanza, diciamo, del discorso, che cosa Newton scoprì. E sappiamo che nel 1665, quindi proprio l'anno precedente a queste scoperte, era uscito uno dei grandi libri della storia della scienza, che si chiama La Micrografia di Robert Hooke, che è un personaggio sul quale questa sera ci soffermeremo un pochino, perché non è nemmeno giusto pensare raccontare la scienza come soltanto il prodotto di menti eccezionali. In realtà la scienza è spesso un'impresa collettiva, un'impresa che deriva dalla collaborazione e a volte dallo scontro, dalla
competizione fra persone diverse. E Hooke fu appunto uno dei principali oppositori, competitori di Newton in quel periodo, e era molto più anziano di lui, all'epoca era ormai un professore famoso, e questo libro, La micrografia, è un libro meraviglioso per chi volesse, lo può anche comprare ancora oggi, stampato in maniera fedele, diciamo così, no? Fotostatica, perché ci sono migliaia, o meglio centinaia perlomeno, di figure, di rappresentazioni. Hooke fu uno dei primi a studiare la realtà non col cannocchiale come aveva fatto Galileo, bensì col microscopio, e a vedere per la prima volta quest'altro mondo, il mondo appunto microscopico invece che il mondo macroscopico o cosmologico, che sta dall'altra parte rispetto alla nostra esperienza quotidiana, quella di tutti i giorni. Fu lui ad esempio a scoprire per la prima volta la struttura cellule della materia, e addirittura a nominare le cellule usando il vocabolo che era preso ovviamente dalla sua esperienza quotidiana, cioè da quello che erano le cellette, diciamo così, dei monaci nei monasteri. E comunque Newton già subito dopo aver letto questo libro di Hooke, in cui si parlava di tantissime cose, in particolare della teoria della luce, subito formulò una teoria sua propria, che era contrapposta a quella di Hooke, nella quale già sosteneva quello che adesso vi leggo di nuovo nelle sue parole: quanto più uniformemente i globuli, che sarebbero particelle che poi generano la luce, oggi potremmo chiamarli fotoni in qualche modo, stimolano i nervi ottici, tanto più i corpi sembrano colorati in rosso, giallo, azzurro e verde. Quanto più variamente invece li stimolano, tanto più i corpi appaiono bianchi, neri o grigi. E qui c'è già qualche cosa di premonitore, perché c'è un disegno che lascia intravedere quello che forse era un esperimento che lui voleva fare, o semplicemente quello che lui pensava sarebbe poi uscito dall'esperimento, come effettivamente fu. Cioè si vede un occhio da cui si riparte un raggio che passa attraverso il prisma e viene scomposto in altri raggi che poi vengono rifratti dopo il prisma, e la luce bianca che in realtà si aveva in partenza diventa uno spettro di luce colorata. E sempre nella sua descrizione lui racconta, dice che i raggi che producono il blu siano rifratti più dei raggi che producono il rosso, risulta dal seguente esperimento: se una metà di un filo è azzurra e l'altra è rossa, e un'ombra o un corpo nero viene collocato dietro di esso, il filo, allora, guardando il filo attraverso il prisma, una metà del filo apparirà più alta dell'altra, e non entrambe in linea retta, a causa dell'ineguale rifrazione dei due diversi colori. Cioè Newton si accorge che quella che noi consideriamo nella nostra esperienza quotidiana la luce bianca, quando passa attraverso un prisma, viene scomposta e naturalmente esce dall'altra parte del prisma facendo uno spettro colorato al quale oggi noi siamo completamente abituati. Basta prendere un CD per esempio e muoverlo rispetto alla luce che arriva, subito si vedono sulla superficie del CD, del compact disc, i colori per l'appunto dello spettro. Si vedono attraverso le lenti, eccetera. Oggi siamo completamente abituati a questi fenomeni. All'epoca evidentemente non era così, anzi già avere un prisma che potesse servire allo scopo era una cosa molto eccezionale. Infatti lui racconta, ricorda addirittura questa fiera in questo villaggio in cui ne comprò uno, e poi ricorda anche di aver dovuto aspettare un anno dopo per comprarne un secondo per poter fare degli esperimenti più complicati. Ora, a scanso di equivoci, tra l'altro Newton non è stato il primo che ha usato il prisma per fare degli esperimenti ottici sulla luce, così come d'altra parte Galileo non era stato il primo a inventare e nemmeno a usare il cannocchiale. La differenza sia nel caso di Galileo che nel caso di Newton è proprio che sia l'uno che l'altro sapevano quali esperimenti fare e soprattutto sapevano che cosa dedurre dalle cose che vedevano. Ad esempio Newton incomincia a capire che non basta guardare la luce attraverso questo spettro, tanto per cominciare se effettivamente si crea uno spettro, una divisione, diciamo così, del raggio di luce bianca che entra da una parte del prisma, beh allora conviene andare a lasciare che questa luce percorra uno spazio sufficientemente largo in modo che il prisma si allarghi a sufficienza, e quindi l'idea è di proiettare questa luce su uno schermo o su una parete che sia abbastanza lontana, così che lo spettro si allarga in modo da poter essere osservato a occhio nudo.
Un altro degli accorgimenti che lui usò e che raccontano tutte e due le testimonianze che abbiamo appena letto fu quello di far passare la luce non direttamente attraverso il prisma, ma prima attraverso un bucherello fatto per esempio nell'imposta di una finestra, di modo che si avesse soltanto pochi raggi, diciamo, e pochi raggi che in qualche modo fossero paralleli, no? In modo da concentrare questa luce bianca sul prisma ed avere un effetto che fosse magnificato, quindi si aveva un fascio di raggi paralleli. Oppure naturalmente sì, non si sente. Grazie a tutti. Ci sono 20 persone che sono venute da fuori per sentire parlare il professore e non sentono. Non le fanno entrare, le hanno chiuse fuori violentemente, non le fanno entrare. Io non credo che questa sia la maniera di fare cultura, di divulgazione della cultura. Se il professore si vuole appellare a far entrare queste persone che sono venute di fuori per sentirla. Sono solo 20. Sono una ventina al massimo. Sono solo 20 perché gli altri si sono scoraggiati e armati. Però cosa posso fare io? Posso andarmene adesso di modo che nessuno sente, no? E andare a chiamare. Fare un appello, credo. Faccio un appello perché siano. Lasciate che il pubblico venga a me. Cosa che dall'altra parte si potrebbe sempre fare, però non so se questo appello sarà sentito sotto dagli spalti, tra l'altro non per naturalmente far problemi, però si sente anche di sotto, perché io oggi sentivo il professor Barbero di sotto e capisco che manca l'aspetto ottico di vedere lo scienziato con i capelli al vento, no? Che però stasera non è così, così spettacolare come ieri, credo. Ritornando invece agli esperimenti di Newton, finora abbiamo parlato di un prisma, ma una delle idee geniali di Newton fu proprio quella di dire: ma per quale motivo limitarsi soltanto a un prisma? Perché non usarne due, no? E cercare di vedere che cosa può succedere con due prisma. E allora, con due prismi. E allora fece degli esperimenti in cui subito dopo la luce che era stata scomposta dal primo prisma, lui mise un secondo prisma, questa volta invertito, in posizione contraria a quella che aveva usato in principio, e dimostrò, e questa è una cosa molto interessante perché si poteva immaginare che l'effetto fosse casuale, mentre invece dimostrò che i raggi si ricomponevano esattamente nello stesso modo e dal secondo prisma riusciva di nuovo la luce bianca che era entrata nel primo. Quindi c'era un primo prisma con la luce bianca, poi lo spettro scomposto, poi questo spettro scomposto rientrava nel prisma e riusciva di nuovo come luce bianca. E questo rispondeva tra l'altro poi ad obiezioni che furono fatte in seguito sul fatto che in fondo si osservavano dei fenomeni puramente casuali, mentre invece lui dimostrò che la cosa era deterministica, ogni volta che si faceva questa cosa si otteneva lo stesso risultato. Un altro divertimento che si prese fu invece di mettere un secondo prisma dopo il primo, di mettere una lente al posto del secondo prisma e di accorgersi che di nuovo la lente faceva convergere tutti questi raggi, questa volta i raggi convergevano nel fuoco della lente e si vedevano i colori che diventavano in un puntino che corrispondeva al fuoco della lente, diventavano bianchi e poi di nuovo ovviamente lo proseguivano dall'altra parte in direzione contraria. La macchia bianca in realtà faceva vedere come si ricomponevano di nuovo i colori attraverso la lente. Oppure usare due prismi consecutivi, ma questa volta senza invertire il secondo, quindi cercando di vedere che cosa succede se si può a sua volta scomporre la luce che era già stata scomposta prima. E qui invece questo fu poi un esperimento talmente importante che lui lo chiamò experimentum crucis, letteralmente oggi lo si usa questa espressione in maniera comune, ma letteralmente vuol dire esperimento del crocevio, dell'incrocio, ed è una frase che ricalca quello che Francesco Bacone nel nuovo organo aveva già usato. Lui usava l'istanzia crucis, in realtà, l'esperimento cruciale, no? E quale fu questo esperimento cruciale? Fu quello di prendere sempre la luce bianca, farla passare attraverso il prisma, quindi ottenere questa scomposizione nei colori dello spettro, e poi di mettere un secondo prisma nella stessa direzione del primo e vedere che cosa succedeva. Beh, si accorse che naturalmente i raggi che ormai erano stati scomposti rimanevano esattamente come erano, solo che venivano rifratti di più. E allora capì quello che oggi ci insegnano ormai alle elementari, cioè che la luce bianca è in realtà come una treccia di colori differenti, luci di colori differenti, oggi noi diremmo di lunghezza d'onda differente, e che i colori sono già tutti contenuti all'interno del bianco, quindi l'idea che il bianco non sia un colore,
colore, ma sia semplicemente una mistura di colori, in altre parole non è un colore fondamentale, ma è un colore composto. E naturalmente queste sono idee che oggi, come ho detto, sono talmente comuni che fa quasi tenerezza pensare che qualcuno abbia dovuto fare degli esperimenti per accorgersene, ma le reazioni che Newton suscitò con queste teorie furono reazioni molto, molto dure e anche tra l'altro reazioni di tipo personale, quindi lui si offese e adesso vedremo un pochettino appunto quali furono le sue controreazioni a queste reazioni e determinarono in parte la sua caratteristica poi di non volere diffondere, divulgare le notizie, gli esperimenti, i risultati che otteneva proprio per evitare polemiche di questo genere. Ad esempio il primo che gli fece delle critiche, o uno dei primi, fu Huygens, che abbiamo già citato ieri, uno dei grandi scienziati di quel periodo, e lui aveva 30 anni, quindi era un ragazzo, poco più che un ragazzo, si trovò a combattere, a dover rispondere, diciamo così, a illuminare della scienza, ma non sembrò particolarmente intimorito. L'anno dopo, nel 1673, ad esempio, risponde ad alcune critiche di Huygens dicendo, a me sembra, sempre indirettamente parlando al segretario della Royal Society, che poi glielo mandasse a dire, no? Dice, a me sembra che il signor Huygens segua una via sbagliata nell'esaminare la natura dei colori. Quando si mette a comporre quelli che sono già composti, forse potrebbe ottenere risultati migliori risolvendo la luce in colori, come si può fare con l'arte sperimentale, e poi esaminando separatamente le proprietà dei vari colori, come abbiamo appena detto adesso, cercando in seguito di ricomporne due o più o anche tutti, e da ultimo separandoli di nuovo per indagare quali cambiamenti la ricomposizione abbia indotto in essi. Tutto questo potrà apparire un lavoro noioso e difficile da farsi, ma io non potei dichiararmi soddisfatto fino a quando non lo ebbi interamente compiuto. Cioè un ragazzo, uno studente, oggi noi diremmo un dottorando, no? Un assistente, che insegna, no? Ai grandi luminari della scienza, dice come bisogna fare gli esperimenti, se lavorate, no? Otterrete esattamente gli stessi risultati che ho ottenuto io. Naturalmente non ci furono solo quelle critiche lì, in seguito, e di questo accenno soltanto, ci furono anche altri che pretesero di mettere il becco nelle teorie scientifiche. Uno in particolare è abbastanza noto, anzi è noto per altri motivi, no? Perché era un poeta, no? Si chiama Wolfgang Goethe, e solo perché era un poeta che insomma era riuscito a scrivere 3-4 bei versi, no? In tedesco, no? Allora pensava, dice, certo sono un grande poeta, dunque sono anche un grande scienziato, no? E pensò addirittura di scrivere un libro che divenne poi famosissimo negli ambienti umanistici, ovviamente, no? Che si chiamava La teoria dei colori, un libro del 1810. E in particolare sostenne, ci vuole un bel becco per essere così, ma ogni tanto qualcuno ce l'ha questo becco, no? Sostenne gli esperimenti con i prismi di Newton erano tutti sbagliati, no? Dice, io ho provato, ho messo un prisma di fronte a una parete bianca, non si vede niente, no? E però uno non deve scrivere libri, no, su queste cose se non sa che cosa dice. Stranamente la teoria dei colori di Newton oggi viene considerata ancora, no, estremamente importante, perché dal punto di vista psicologico, certo, rivela psicologicamente che cosa i poeti capiscono della scienza, no? Ma a parte questo, no, abbastanza poco. Ci sono altri casi, non è l'unico, per esempio l'abbiamo citato un paio d'anni fa, ma come appunto già detto ieri, non è che pretenda che voi vi ricordiate di queste cose. Nel 1922 Bergson, altro grande umanista, no, filosofo, pretese di insegnare ad Einstein invece, no, la relatività, scrisse un libro che si intitolava Durata e simultaneità a proposito della teoria di Einstein, e fecero un dibattito insieme dal quale Bergson uscì completamente a pezzi, e per tutta la sua vita Einstein, lui non voleva mai parlarne, perché Einstein insomma era il tipo che conoscete, no? Ma ogni volta che sentiva nominare il nome di Bergson e qualcuno si divertiva, no, a tirarlo fuori nel discorso, no, rispondeva sempre soltanto così, una frase, dice, che Dio lo perdoni, no? E credo che anche con Goethe non si possa dire la stessa cosa, no? Poverino, no? Che li perdoni, continuino a scriversi le loro poesie, no? Ma lasciano perdere, no? Queste cose. Però un altro degli aspetti che Newton affrontò nel campo dell'ottica fu un problema complementare, ma non direttamente legato a quella della scomposizione dei colori, a teoria dei colori, cioè la natura della luce. Cioè la luce com'era fatta? Cioè, si poteva immaginare che ci fossero perlomeno due possibilità. Uno, che fosse un fenomeno ondulatorio,
E questo era quello che pensavano Cartesio, per esempio, lo stesso Hooke, che abbiamo già citato, Huygens, che è citato pure lui, no? Oppure che invece di essere come delle onde che si muovono, tra l'altro per essere delle onde poi la luce richiederebbe un mezzo in cui far muovere queste onde, che poi sarebbe quello che molti di voi hanno sentito nominare, il famoso etere, no? Dall'altra parte si potrebbe immaginare invece che la luce fosse fatta di corpuscoli, di piccoli corpi, no? Sparati come da una mitragliatrice, no? Che quindi arrivano al bersaglio. Questo lo sostenevano altri prima di Newton, in particolare Gassendi, che era uno scienziato appunto contemporaneo, e Newton, che scrisse addirittura un saggio che si intitolava Un'ipotesi per la spiegazione delle proprietà della luce, di cui ho parlato in vari miei scritti. Questo lo scrisse 2 o 3 anni dopo. E questo fu uno degli errori tattici, diciamo così, diplomatici di Newton, di mescolare due cose che non andavano mescolate, perché un conto era la natura della luce e all'epoca non si poteva, questo si è poi capito dopo, non si poteva ancora decidere chi avesse ragione fra coloro che sostenevano che la luce era un fenomeno ondulatorio e quelli che invece, come Newton, sostenevano che fosse invece un fenomeno corpuscolare. E dall'altra parte invece mescolarla con la teoria dei colori, in cui invece c'era una quantità enorme di esperimenti, alcuni dei quali per l'appunto vi ho citato, che Newton stesso fece, e ne fece parecchi, ne fece decine, fino a riempire coi suoi appunti un lunghissimo saggio che si intitolava Sui colori, che poi finì in un libro che si chiamò Ottica, che non fu pubblicato fino al 1704, pensate, qui si sta parlando di esperimenti che lui fece negli anni dal 66, diciamo così, verso il 66 fino al 70, quindi addirittura 40 anni dopo il libro fu pubblicato. Queste due teorie erano indipendenti, la teoria dei colori, la spiegazione del fatto che la luce bianca non fosse un colore fondamentale, ma fosse semplicemente una mistura di tutti i colori, che ciascun colore avesse una sua lunghezza d'onda, che fosse rifratto in maniera diversa dal prisma, e che questo fosse il motivo poi, tra l'altro, per cui quando la luce passava nel prisma e veniva rifratta, ciascuna lunghezza d'onda veniva rifratta in maniera diversa, in modo da esibire questo spettro. Dicevo, queste due cose erano scollegate, ma lui diplomaticamente appunto sbagliò, le mise insieme, e quindi permise che la sua teoria sui colori fosse poi attaccata per motivazioni che invece concernevano quello sulla natura della luce. Tanto per dire, visto che poi non arriveremo più a parlare di queste cose, oggi la risposta a chi avesse ragione tra Cartesio da una parte, teoria ondulatoria, e Newton dall'altra, teoria corpuscolare, è stata molto democratica, cioè avevano ragione entrambi. Ora, questo è strano, perché le due nozioni, cioè il credere che la luce sia un'onda, oppure credere che sia fatta di una scarica di particelle, che oggi chiameremo fotoni, sono due teorie completamente contrapposte. Com'è possibile che avessero ragione tutte e due? Beh, questo è quello che poi scoprì la teoria dei quanti, il fatto che la materia, soprattutto la materia a livello microscopico, ha una doppia natura, appunto una natura ondulatoria e una natura corpuscolare, e questa doppia natura si rivela a secondo degli esperimenti che uno fa. Se uno fa certi esperimenti, dice, beh certo, ecco qua, questa è la dimostrazione, no, che la luce è un'onda. Se ne fa altri invece, dico, ecco qua, questa è la dimostrazione che la luce è una particella. Però non c'è contraddizione, c'è quello che Niels Bohr definì poi, usando una parola che naturalmente già apparteneva al linguaggio, complementarietà. Cioè sono due aspetti che possono convivere fra di loro, anche se per noi è difficile, che siamo abituati al mondo macroscopico, è difficile immaginarsi che due cose così diverse possano essere racchiuse, diciamo così, come proprietà di una stessa quantità, no, o oggetto come la luce. Naturalmente Newton non si fermò a spiegare le proprietà della rifrazione della luce, ma anche spiegò quella della riflessione, perché quando la luce batte per esempio su degli oggetti provoca dei colori, ma qui la proprietà non è più quella appunto della rifrazione, non passa attraverso due mezzi che hanno una densità differente, quindi un coefficiente di rifrazione differente, come possono essere per esempio l'aria e il vetro di cui è formato il prisma, bensì vengono semplicemente assorbite dai materiali, e allora nel caso dei colori che noi vediamo negli oggetti attorno a noi, beh, quelli sono quelli che rimangono perché non sono stati assorbiti per l'appunto dalla materia. Newton scoprì anche queste proprietà, fece anche esperimenti
di tipo molto preciso che avevano a che fare con quelli che poi divennero noti come gli anelli di Newton. Sono anelli che si possono vedere anche oggi quotidianamente, cioè si prende per esempio un pezzo di vetro, si mette sopra una lente che sia convessa e che tocchi il vetro soltanto in un punto, e se si guarda dal di sopra si nota che si formano degli anelli concentrici colorati. E Newton fece esperimenti estremamente dettagliati andando a misurare le grandezze di i raggi di questi anelli, riuscì a trovare la legge che regola la disposizione di questi anelli, insomma in qualche modo riuscì effettivamente a dare una teoria completamente nuova, completamente diversa della luce. E che cosa successe? E beh, questo comincia a diventare interessante da un punto di vista ormai personale, dal punto di vista sociologico, perché siamo alla fine appunto degli anni 60, in particolare tutte queste ricerche finiscono verso il 1669, quindi Newton era nato l'abbiamo detto ieri, nel 42, ma in realtà giorno di Natale, no? Quindi alla fine del 42, quindi nel 69 ha 26 anni. E a 26 anni ormai noi possiamo dirlo, col senno di poi, sapendo quello che i suoi contemporanei all'epoca non sapevano, era diventato il massimo scienziato del mondo, sicuramente era il matematico più avanti di tutti, e notate, aveva imparato la matematica, l'abbiamo detto ieri, non gliel'avevano insegnata a scuola, aveva imparato da autodidatta, nel giro di 2 anni era riuscito non soltanto a risolvere problemi fondamentali, ma a inventare nuovi metodi, aveva scoperto la legge di gravitazione universale, perlomeno nella sua formulazione originaria, per orbite circolari di pianeti, aveva calcolato l'accelerazione della Luna, la caduta della Luna, l'aveva paragonata a quello che avveniva qua giù sulla Terra. Notate che i movimenti dei corpi celesti naturalmente erano stati osservati fin dall'antichità, e c'erano state moltissime tentativi di spiegazione di quali potessero essere le cause di questi movimenti, anche quando l'astronomia ormai era diventata matura, prima con Galileo e poi con Keplero, quindi con le osservazioni al cannocchiale, però Galileo per esempio non dava particolari spiegazioni, anche perché era fermo ancora al sistema copernicano. Quindi per lui i movimenti erano movimenti circolari, rispecchiavano in qualche modo la perfezione della natura, e poi soprattutto Galileo non aveva il principio di inerzia che abbiamo citato ieri, non pensava che i corpi lasciati a se stessi perseverassero nello stato di voto uniforme che avevano a meno che una forza intervenisse, credeva che i moti circolari fossero quelli che noi chiamiamo moti inerziali, cioè che se non succedeva niente un corpo continuava a muoversi in maniera circolare, no? E quindi non aveva molto da spiegare. Keplero invece, che aveva ormai trovato orbite ellittiche, credeva per esempio che il moto dei pianeti intorno al Sole fosse causato dalla rotazione del Sole su se stesso, una specie di effetto di trascinamento, il Sole ruota su se stesso e trascina attorno a sé tutti i pianeti, e quella fosse la forza di quella che oggi noi chiamiamo di gravitazione, ma la forza che faceva muovere i pianeti intorno al Sole. C'erano stati altri tentativi di spiegazione, ad esempio di natura magnetica, si conoscevano ovviamente i magneti e i poli magnetici della Terra, si pensava che quello potesse essere un campo magnetico del Sole, no? Di nuovo, che agiva e faceva muovere i pianeti. La novità che Newton aveva introdotto, alla quale abbiamo accennato ieri, fu di capire che in realtà la gravità, che tutti conoscevano ovviamente, perché tutti sapevano che lasciando cadere le mele o gli oggetti quelli andavano verso il centro della Terra, di capire che quella forza, quella che si chiamava gravità, era la stessa che poi faceva girare la Luna attorno alla Terra oppure i pianeti intorno al Sole. Queste cose appunto erano parte dei risultati che abbiamo citato ieri. Aveva ottenuto anche tutti questi risultati sulla luce che abbiamo brevemente citato quest'oggi, ma nessuno ne sapeva nulla, perché lui lavorava nella solitudine della sua camera, del suo ufficio, insieme al suo compagno di camera, non diceva niente a nessuno, e altro che la corsa alla pubblicazione che abbiamo oggi, no, il motto delle università americane, publish or perish, no? Lui sicuramente non voleva pubblicare, e la prima pubblicazione fu causata, l'abbiamo accennato già in parte ieri, nel 1669, dalla scoperta che Mercatore
aveva pubblicato questo libro sui logaritmi e che in parte, una piccola parte delle scoperte matematiche che Newton aveva fatto erano state anticipate da Mercatore. E allora questo lo costrinse, diciamo così, a scrivere un articolo sui suoi risultati di matematica. Lui li diede a questo suo professore che si chiamava Barrow, che era diventato da pochi anni, nel 1664, professore lucasiano. L'ho citato ieri, questa cattedra lucasiana. Non ho detto che poi in seguito naturalmente ci furono altri professori lucasiani, cioè in particolare qualcuno che è ben noto, tipo Charles Babbage, che fu l'inventore nell'Ottocento dei primi computer, i computer a vapore, che poi non furono mai realizzati perché l'Inghilterra non si dimostrò interessata, ma se lo fosse stata erano già computer esattamente uguali a quelli che oggi conosciamo, perché erano macchine cosiddette universali. L'Inghilterra sarebbe diventata la prima potenza informatica, diciamo così, del mondo già negli anni 1850, al periodo della rivoluzione industriale, ma questo è tutta un'altra storia. Ebbene, Babbage prese poi quella cattedra in seguito. Paul Dirac, uno dei grandi fisici degli inizi del Novecento, uno dei fondatori o dei sistematori in questo caso della meccanica quantistica. Oggi questa cattedra è ancora ovviamente attiva e c'è su questa cattedra Stephen Hawking, che molti di voi conoscono perché è uno dei più grandi divulgatori scientifici, quello che scrisse quel libro qualche anno fa che vendette 30 milioni di copie, dal Big Bang ai buchi neri, o in inglese La breve storia del tempo, questo scienziato sulla sedia rotelle con questa strana malattia che l'ha un po' isolato, anzi parecchio isolato dal mondo. E perché cito tutte queste cose? Ma perché Barrow, che da 4 anni appunto era su questa cattedra lucasiana, il primo professore lucasiano, quando vide questi risultati prodotti dal suo allievo, capì che insomma aveva in casa, no, diciamo così, qualcuno che sicuramente valeva più di lui, no, e che probabilmente, no, era destinato a una lunga carriera. E lui tra l'altro si stava già muovendo in altre direzioni, aveva come obiettivo quello di diventare rettore del Trinity College e quindi semplicemente si dimise, ma no, a volte la mitologia dice scoprì che c'era qualcuno meglio di lui e quindi gli lasciò il posto, ma i professori non fanno così, no? Semplicemente no? Aveva altre mire di carriera. Comunque il risultato è che nel 1669 Newton, appunto 27enne, gli successe sulla cattedra lucasiana e praticamente senza aver quasi fatto sapere a nessuno quello che faceva, senza essersi distinto particolarmente negli studi come uno studente brillante, anzi tutto sommato passando gli esami, abbiamo letto ieri l'esame di matematica fatto con lo stesso Barrow appunto un paio di anni prima, che non si era fatta corto, no, di quanto Newton potesse valere, divenne professore. Da quel momento ovviamente era a posto, no? Aveva la cattedra, no? E poteva continuare a fare quello che aveva già cominciato a fare, cioè fare le sue ricerche in silenzio e in segreto. Però c'era un piccolo problema, l'avere una cattedra aveva anche qualche obbligo, non molti, no, meno di quelli che ne ha adesso. In particolare bisognava insegnare ovviamente delle lezioni e scrivere degli appunti ogni anno, no? E lui scrisse allora nel 1670, fece il suo primo corso di lezioni e certo uno che ha avuto tutti questi risultati deve scegliere su che cosa insegnare. E stranamente non scelse di insegnare né sulla matematica né sulla meccanica, sull'astronomia, ma scelse di insegnare l'ottica. Forse anche perché era una materia che in fondo era molto meno ostica per gli studenti o per i pochi studenti che poi avrebbe avuto, perché era una materia molto pratica. Le lezioni di ottica che lui scrisse in quell'anno, nel 1670, che poi divennero con qualche rimaneggiamento nel 1704 il suo secondo libro più famoso, cioè L'Ottica, sono praticamente, volendo, no, un libro di divulgazione, anzi una specie di resoconto di esperimenti. Lui dice: se fate così, se prendete un prisma, se lo mettete in questo modo, eccetera, viene fuori quest'altra cosa, no? Ed è anche molto interessante perché sono cose che si possono fare praticamente in casa, non ci vuole molto ad avere un prisma o due, no, oggi soprattutto, no? E si possono riprodurre molti di questi esperimenti. No? E certamente questo è un modo per esempio di insegnare la fisica nelle scuole o di impararla per il proprio divertimento. Nel frattempo in parte queste lezioni, questi studi di ottica gli avevano suggerito un'invenzione
che lui rese nota sempre nel 69, che era l'invenzione di quello che oggi si chiama il cannocchiale di Newton, diciamo così, che è un cannocchiale a riflessione invece che a rifrazione, un cannocchiale che permette di ottenere grossi risultati invece di avere cannocchiali molto lunghi come quelli che man mano stavano crescendo da Galileo in avanti. Non si potevano ridurre le dimensioni, quindi molto comodo per l'astronomia. E questa fu la prima cosa che lui divulgò in realtà in pubblico. Venne mandata alla Royal Society, i membri della Royal Society ne furono entusiasti e decisero di fare diventare Newton membro della Royal Society. Quindi siamo arrivati praticamente ai primi 30 anni della vita di Newton, e questa vita si può quasi immaginare conclusa dal punto di vista accademico. Ha ottenuto i suoi più grandi risultati, è andato in cattedra, è diventato membro della Royal Society, cosa che è un po' il sogno di tutti gli scienziati inglesi e di quelli dell'area anglosassone, e lui entrato nella Royal Society, molto grato di questo onore che gli veniva fatto, fece quello che poi giudicò di nuovo un enorme errore. Decise di mandare alla Royal Society un resoconto degli esperimenti di ottica che aveva fatto, per spiegare come questo cannocchiale non fosse stata un'invenzione casuale, bensì fosse il risultato di tutto uno studio teorico che lui aveva fatto sull'argomento. Quindi mandò nel 72, ormai ci siamo spostati, lui ha 30 anni appunto, nel 72 a Oldenburg, una lunga lettera in cui c'era questo saggio che si intitolava Una nuova teoria della luce e dei colori, che fu subito comunicato alla società. E immediatamente qui Newton capì che cosa voleva dire diventare famoso, perché il 15 febbraio di quell'anno ci fu questa comunicazione, e Hooke, che era appunto quel grande scienziato che poi divenne tra l'altro segretario della Royal Society dopo pochi anni, quando morì questo Oldenburg, subito saltò su, fece un resoconto, diciamo così, di questo lavoro che Newton aveva presentato, e lo stroncò immediatamente. Sentiamo le parole di Hooke, dice: tutti gli esperimenti e le osservazioni che io ho fatto sino ad oggi, e gli stessi esperimenti che il signor Newton ha presentato, mi sembra dimostrino che la luce non è altro che un impulso o movimento propagandosi attraverso un mezzo omogeneo, l'etere, uniforme e trasparente, e che il colore non è altro che una perturbazione della luce dovuta alla rifrazione. Cioè dice: io ho fatto questi esperimenti prima di questo pirello, naturalmente, no? Ho ottenuto risultati analoghi, semplicemente Newton ha sbagliato completamente l'interpretazione di questi esperimenti, no? Quindi non ha fatto nulla di nuovo, e in più ha fatto degli errori, no? Perché io, il signor Hooke, no? Ho la teoria giusta. E quindi Newton si trovò nel dilemma, dice: che fare, no? Quindi prima decise, dice: vabbè, allora come risposta scrivo un intero trattato, che è appunto questo che poi divenne l'ottica, no? Però alla fine capì che insomma la risposta andava un po' per le lunghe. E rispose, era la lettera di la stroncatura di Hooke era del febbraio del 1672, lui rispose a metà di giugno nel 1672, mandò una lettera a Oldenburg, naturalmente, perché rispondere a Hooke sarebbe stato scendere troppo, no, sul campo dell'avversario. Questo Oldenburg gli aveva detto: per favore, noi siamo abituati alla Royal Society, siamo diplomatici, non citiamo le persone per nome, non soltanto cose scientifiche, eccetera. Lui scrisse questa lettera in cui Hooke veniva citato 25 volte nel testo, no? Oltre che in apertura e in chiusura, tanto perché si capisse bene, no, che cosa succedeva. L'apertura e la chiusura della lettera erano le seguenti: il signor Hooke si sente in dovere di rimproverarmi di aver abbandonato l'idea di migliorare l'ottica per mezzo delle rifrazioni, ma egli sa bene che non spetta a nessuno prescrivere ad altri le regole di studio, soprattutto a chi non capisce i fondamenti di ciò su cui gli altri lavorano. Questo, cioè, per non essere personali, no, e mettere così. Poi la lettera va avanti, no, molto lunga, e finisce dicendo: le sue osservazioni consistono nell'attribuirmi un'ipotesi che non è mia, nel contrapporvi un'altra ipotesi che non è contraria alla mia, nel confermare la maggior parte del mio discorso e nel negare alcune cose che sarebbero risultate evidenti se solo avesse fatto gli esperimenti, no? E beh, certo, questo non è il modo migliore di farsi gli amici, no? Soprattutto quando queste persone sono potenti, no? Luminari, baroni, no? Come li chiameremo oggi, no? E Hooke si offese molto, naturalmente. Quindi la settimana dopo scrisse una lettera che doveva, perché io non l'ho letta, no, doveva essere molto pesante, al punto che la Royal Society gli impedì di leggerla, dice: no, per favore, insomma, non possiamo leggerla e non possiamo pubblicarla.
Nel frattempo era sceso in campo anche Huygens, come abbiamo detto prima, anche lui aveva fatto vari commenti, anzi ne aveva fatto quattro addirittura, uno peggio dell'altro, no? All'inizio aveva detto una cosa interessante, poi dice però secondo me ci sono degli errori, ma qui non va bene niente, no? Eccetera. Allora anche qui Newton reagì, però reagì, benché i commenti di Huygens fossero subito della metà del 72, reagì l'8 marzo del 1673, i suoi tempi di riflessione, di reazione diciamo non erano molto veloci, ma quando poi reagiva naturalmente, reagì dicendogli semplicemente che non voleva reagire, no? Dice io non voglio rispondere, mandando sempre la lettera a Oldenburg naturalmente, no? Non direttamente, no? Dice voglio rispondere, ma accetto di rispondere, ma solo se posso rispondere in pubblico, no? E pubblicando poi quello che ci siamo scambiati. E anzi, mentre c'era, no, subito disse a Oldenburg, dice, signore, desidero che lei faccia in modo che io non sia più membro della Royal Society, benché io tenga in grande onore tale consesso, tuttavia vedo che non potrò essergli di nessuna utilità e in ragione della distanza, notate, la Royal Society stava a Londra, lui stava a Cambridge, no? Dice, in ragione della distanza non potrò a mia volta godere dei vantaggi delle sue riunioni, dunque è mio desiderio ritirarmi. Cioè, questo giovane di 30 anni, no, che ha avuto questo grande onore di essere ammesso a questo consesso di scienziati, no? E che dice, beh, tenetevi il vostro consesso, io me ne vado, no? Così via. Naturalmente Oldenburg subito si mise a mediare tra Newton e Huygens, e quindi convinse uno a ritirare le proprie dimissioni, no? L'altro, all'altro spiegò in una lettera, dice, sa, il signor Newton è persona di grande candore e non ha certo la mano leggera nel presentare le cose che ha da dire, forse dire, insomma, è un giovane, no? Che si è lasciato un po' scappare le cose, e Huygens, che era invece un po' un signore, no? Rispose, dice, poiché mi accorgo che difende la sua dottrina con un certo calore, non ho intenzione di polemizzare con lui, che tradotto dice questo è un matto, lasciamolo da parte, no? e non ci mettiamo a discutere. E sembrò che a quel punto che la disputa finisse lì, cioè c'era stata questa reazione molto forte di Hooke, questo scambio con Huygens, e le cose sembravano essere arrivate a buon fine. Anzi, addirittura nel 1675 Newton scende a Londra, no, perché fa questi 50 chilometri, no, per arrivare fino a Londra, prende parte per la prima volta a una riunione della Royal Society, dove viene coccolato da tutti, no? A qualcuno gli dice addirittura che Hooke aveva accettato la sua teoria dei colori, e lui casca nella trappola, diciamo così, no? E accetta di presentare un discorso, un lavoro, diciamo così, no? Sull'ottica. E in particolare anche quell'articolo al quale ho accennato prima, un'ipotesi per la spiegazione delle proprietà della luce, sottolineandolo che comunque c'erano due cose diverse, una era di che tipo, qual era la natura della luce, e l'altro qual era invece la teoria dei colori. E qui questa volta cerca di sottolineare il fatto che le due cose sono distinte, infatti dice mi è sembrato opportuno dichiararlo perché nessuno possa confondere il mio discorso su questa ipotesi, la natura della luce, con gli altri miei discorsi. O misurare la certezza dell'uno con quella dell'altro, o ritenermi obbligato a rispondere alle obiezioni che potrebbero venire sollevate contro questo scritto. Non desidero, infatti, farmi coinvolgere in penose e inutili dispute del genere. Col senno di poi, sapendo poi quello che fece per tutta la sua vita, no, fa quasi ridere, no, perché in realtà era più un attaccabrighe, no, che altro, però Hooke non era assolutamente di questo avviso. Quindi non appena questa ipotesi, questa lettera fu letta alla Royal Society, ci sono i resoconti tra l'altro di questi atti, dice che si alzò in piedi, lo scattò e sbottò dicendo, no, che quanto c'è in questa ipotesi di sostanziale era già tutto contenuto nel mio libro Micrografia e il signor Newton si è limitato semplicemente ad aggiungervi qualche particolare. Cioè Hooke riparte di nuovo con la lancia in resta, la replica di Newton non tarda ad arrivare, siamo ormai arrivati al 10 gennaio del 1676 e si secca molto, dice desidero che il signor Hooke mi mostri in che modo la mia ipotesi è tratta dalla sua micrografia e in tal caso aspetto anche che dimostri in che cosa essa è sua. Insomma, la cosa sta degenerando e questi due scienziati, uno grande ormai venerando e l'altro invece grandissimo e però ancora giovane, incominciano a veramente, no, a bisticciare. Però
Di nuovo passa un po' di tempo, sembra che la contesa in qualche modo si argini. Ad un certo punto Oldenburg, che era questo signore che abbiamo già citato 100 volte, al quale Newton continuava a mandare le lettere per gli altri e a ricevere le lettere che gli altri mandavano a Oldenburg per lui, muore. Muore e lascia quindi vacante il posto di segretario della Royal Society e diventa segretario questa volta Hooke stesso. Allora diventa, acquista questa posizione ufficiale e cerca di coinvolgere Newton, ma io credo in maniera scientificamente corretta, nel discorso, no, che lui stava facendo, e lo trascina in un'altra direzione. E qui la cosa interessante, perché nasce una seconda disputa ancora più furiosa e profonda della prima, sulla gravitazione questa volta. E quindi ci colleghiamo al discorso che abbiamo fatto ieri, andiamo a vedere che cosa Hooke effettivamente aveva fatto. Dunque lui nel 1674 aveva scritto un lavoro importante, che poi a lungo è stato misconosciuto, che si intitolava Tentativo di dimostrare il moto della Terra mediante l'osservazione. E vi leggo 3 paragrafi da questo lavoro di Hooke per farvi capire come in realtà, benché Newton poi fosse un genio indiscusso e assoluto, non viveva nel vuoto, viveva in una società in cui queste idee in qualche modo erano nell'aria, erano diventate mature. Quindi, dice Hooke, il mio sistema del mondo si fonda su 3 supposizioni. In primo luogo, ogni corpo celeste è dotato di un'attrazione o forza gravitazionale verso il proprio centro, per cui attrae non soltanto le proprie parti, costringendole a non disperdersi, come vediamo che fa la Terra, ma anche ogni altro corpo celeste presente all'interno della propria sfera di attività. Quindi qui capite che è proprio l'idea centrale di Newton, no? Il paragonare la gravità sulla Terra con, per esempio, l'effetto sulla Luna, in parte c'è. Anzi, Hooke addirittura lo enuncia in modo generale, ogni corpo attrae non soltanto le sue parti, ma tutto il resto, no? Quindi c'è questa mutua attrazione. La seconda supposizione è questa, che tutti i corpi in movimento rettilineo e semplice continuino a muoversi in linea retta, finché non vengano deviati da qualche altra forza efficace e costretti a descrivere un cerchio, un'ellisse o qualche altra curva più complessa. Quindi qui c'è il principio di inerzia, che Galileo appunto non aveva, che Cartesio aveva formulato, ma che Hooke riformula di nuovo. No? E la terza supposizione, attenzione perché qui la cosa diventa interessante, è che queste forze attrattive operino con efficacia tanto maggiore quanto minore è la distanza dei loro centri dal corpo su cui agiscono. Quindi si capisce che più si è vicini a un corpo, più l'attrazione è forte, no? Però, dice Hooke, a che cosa corrispondano questi diversi gradi di intensità, io non l'ho ancora verificato sperimentalmente. Quindi c'è parecchio, c'è l'idea dell'attrazione universale che ogni corpo ha su ogni altro corpo, c'è il principio di inerzia e c'è questa intuizione che la forza di attrazione è inversamente proporzionale alla distanza, ma non si sa bene come, no? Non si sa quale potenza, per esempio. E questo era un lavoro del 1674. Quando Hooke diventa segretario della Royal Society, nel 79, quindi siamo alla fine del 79, chiede a Newton un parere su questa sua concezione del mondo. Cioè gli dice, io ho fatto questo lavoro, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lei. Naturalmente lui non sa che Newton già nel 66 aveva ottenuto in realtà quella che oggi chiamiamo la legge di gravitazione universale. E allora aspettiamo la lettera di Newton, che arriva questa volta velocemente, perché la lettera di Hooke è del 24 novembre e la risposta di Newton è del 28 novembre. Ora vi leggo anzitutto l'inizio e la fine, tanto per cambiare, come ho già fatto prima, no? Perché si vede come Newton stava diventando. Siamo, abbiamo detto, nel 1679, quindi sono passati ormai 10-12 anni da quei risultati che abbiamo citato ieri e con cui abbiamo cominciato oggi a parlare, i risultati giovanili. E Newton dice, ho già da qualche anno tentato di distogliermi dalla filosofia per dedicarmi ad altri studi, tanto che ho a lungo rimpianto il tempo trascorso in tale studio della filosofia, tranne forse quello che nelle ore d'ozio serviva da diversivo. Avendo dunque preso congedo dalla filosofia ed essendo al presente impegnato in altre faccende, spero che la mia riluttanza a impegnarmi su questi argomenti non sarà considerata una scortesia verso di voi o verso la Royal Society.
Cioè, questa è una lettera abbastanza misteriosa. Che cosa poteva fare Newton di più importante che fare il matematico, l'astronomo, l'ottico, eccetera? Lui però lo ripete tante volte, no? Dice, anzi, mi sono addirittura pentito di aver perso quei 2 o 3 anni della mia vita a fare questi risultati che avrebbero fatto la felicità di qualunque scienziato, no? In qualunque di quelle discipline, no? E di dire, ho altro da fare, lei mi scusi, che però non ho intenzione di perdere il mio tempo con queste robe. Questo era l'inizio della lettera. La fine è: poiché il mio amore per la filosofia sia ormai esaurito, doveva essere anche un po' pedante, no? Al punto che io mi interesso di essa tanto poco. Notate che quando parlo di filosofia lui intende filosofia naturale, cioè la scienza, no? Al punto che io mi interesso di essa tanto poco quanto un commerciante si interessa del lavoro di un altro commerciante. Questa forse è una metafora poco interessante, perché in realtà i commercianti credo si interessino molto del lavoro degli altri commercianti, ma forse lui voleva dire qualche cos'altro, o, e questa è la metafora più appropriata, o quanto un contadino si interessa di cultura, questo forse va meglio, debbo dichiararmi restio a dedicare questo tipo di corrispondenza a questo tipo di corrispondenza quel tempo che credo di poter meglio impiegare in altro modo, con maggior soddisfazione per me e maggior beneficio per gli altri. In altre parole, non mi venga a scocciare con le sue idee sulla gravità, eccetera, perché non mi interessano, ho di meglio da fare, no, e ho tanto da fare. E scrive pagine e pagine, no, invece di fare quello che doveva fare, no, se aveva tanto da fare, no, e continua a ripetere, no, queste cose. Ma nel mezzo, tra l'inizio e la fine, fa un errore. E l'errore qual è? È un errore diplomatico, oltre che scientifico. Poiché Newton l'ha stuzzicato sulla gravità, allora lui gli propone un problema. E il problema è questo, dice, quale traiettoria seguirebbe un corpo che cade in caduta libera da una torre? Qui siamo su una torre, possiamo fare l'esperimento, no? Perlomeno fino a un certo punto, perché dice, non soltanto che cade da una torre, no? Ma quale traiettoria seguirebbe se non ci fosse la resistenza del terreno, no? E potesse continuare anche dentro la terra, no? Come se non ci fosse l'impedimento, diciamo, della superficie terrestre. Questo è il problema che lui pone, e gli dà anche la soluzione. Gli dice, cadrebbe a est della torre, ma questo lo sapeva già anche Galileo, perché è l'effetto ovviamente della rotazione terrestre, quello che oggi chiameremmo la forza di Coriolis. E poi però dice, come continua sotto? E Newton dice, continua con una superficie a spirale verso il centro della Terra, no? E qui però Newton gli risponde subito, la lettera era del 28 novembre, gli risponde il 9 dicembre e gli dice, guardi mio caro Newton, che lei ha sbagliato i conti, perché la traiettoria invece sarebbe una traiettoria ellittica. E Newton rimane scioccato, ha fatto un errore. Anche lui, no? Il grande scienziato, no? Si è sbagliato, ed è una cosa che gli dava tanto fastidio che ancora 30 anni dopo, parlando con un famoso matematico che si chiamava Abraham de Moivre, lui continuava a dire, dice, Newton ha interpretato come una spirale un negligente tratto di penna, cioè ho fatto un disegno scarabocchiato, ma volevo fare un'ellisse e invece mi è venuta così, no? Cioè che è una cosa poco probabile, no? Però subito dopo, 4 giorni dopo, il 13 dicembre, corre ai ripari, si corregge, no? E dice comunque la cosa non è importante, no? Perché è un problema cretino che ha posto lui, no? E così via. Però gli risponde Hooke, e adesso attenzione perché qui la lettera è grave, no? Siamo il 6 gennaio 1980, Hooke è sempre ignaro di quello che Newton sa, e dice, parla della legge di gravitazione, e dice, la mia supposizione è che l'attrazione gravitazionale sia sempre inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal centro. E qui ci siamo, cioè questa è esattamente la legge di gravitazione universale. Cioè Newton si accorge che Hooke ci è arrivato in qualche modo. E ci è arrivato come? Esattamente nello stesso modo in cui c'era arrivato lui, molti anni prima, da giovane, comunque calcolando orbite circolari e usando la terza legge di Keplero, come abbiamo accennato ieri. Quello è un calcolo semplice, intendiamoci, nei principi è forse l'esempio più banale, no, di tutto quello che poi verrà in seguito. Però in realtà a quel punto Newton ha soltanto quel risultato. E allora il 17 gennaio Hooke continua a spingere, no? Dice non ho ricevuto risposta alla mia lettera, no? Dice però le pongo io questa volta un problema, cioè ho detto che l'attrazione dovrebbe essere inversamente proporzionale al quadrato della distanza, e allora il problema che le pongo è quali sarebbero le orbite dei corpi nel caso che l'attrazione fosse proprio così? E qui siamo arrivati al dunque, no? Questa è esattamente la scommessa che poi fu fatta nel 1684, alla quale abbiamo accennato ieri, da cui nacque poi tutta la storia dei principi. Però qui siamo 4 anni prima, no?
E Newton che cosa decide di fare? La cosa più ovvia, non risponde alle lettere, no? Però non è che non ci pensa, perché ha capito che Hooke ha messo il dito sulla piaga, no? In qualche modo, e che gli ha proposto un problema che lui non aveva ancora risolto, perché lui aveva risolto il contrario. Se le orbite sono circolari, allora la forza di gravitazione è quella. Hooke gli chiede: se la forza di gravitazione è quella, quali sarebbero le orbite? E lui comincia a lavorare e nel giro di qualche settimana ottiene un risultato importante, forse più importante, pubblicato nei Principia, cioè che non soltanto se le orbite sono circolari, ma anche se sono ellittiche, e anche se sono paraboliche, e anche se sono iperboliche, cioè anche in qualunque situazione in cui un'orbita è una sezione conica, cioè una di quelle curve che si ottengono tagliando un cono, la forza di gravitazione è sempre quella che Hooke aveva detto e che lui aveva già scoperto, cioè è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Notate, anche questa volta, esattamente come nella scommessa, lui risolve il problema contrario, però lo risolve in una maniera molto importante, cioè estendendo molto quello che Hooke sapeva e quello che lui stesso sapeva. E credo che quando, almeno si pensa, che quando poi Halley arrivò nel 1684 a dirgli: abbiamo fatto una scommessa, vorremmo sapere quali sono le orbite, lui dice: ho fatto il conto, sono ellissi. In realtà diceva il contrario, perché aveva risolto il problema contrario, però questi erano i risultati che poi mise in quella lettera famosa di 9 pagine. Notate che anche in questo caso comunque non siamo ancora alla legge di gravitazione universale, stiamo parlando semplicemente di pianeti. E lui fino al 1681-82, però quelli sono gli anni, no? Ancora non applicava questa legge alle comete. Le comete pensava che si muovessero in maniera rettilinea, e soltanto nell'82 incomincia a pensare che anche loro si possono muovere, per esempio, secondo ellissi oppure secondo parabole. E la cosa continua naturalmente, arriva nell'84 la scommessa alla quale abbiamo accennato ieri, gli altri non sanno quello che sta succedendo, quindi Newton incomincia a scrivere i Principia, Halley decide di farglieli pubblicare lui perché la cosa è troppo importante, no? E prima però cerca di ottenere un finanziamento per la pubblicazione. Fa quasi ridere pensare che insomma, fosse all'epoca stato difficile trovare finanziamenti per pubblicare il più importante libro della storia della scienza, no? Ma comunque, no? E per trovare questi finanziamenti non trova di meglio che andare alla Royal Society e dire: Newton ha risolto, diciamo così, no? I problemi che ci assillavano. Allora c'è questa famosa riunione alla Royal Society, e Hooke di nuovo, no? che ovviamente è diventato questa volta ormai già il segretario, no? Salta su. Halley scrive, siamo nel 1686, scrive una lettera a Newton e gli dice: il signor Hooke avanza qualche pretesa sulla scoperta della regola secondo la quale la gravità decresce in ragione del quadrato della distanza dal centro. Dice che questa idea l'avete avuta da lui, anche se ritiene che la dimostrazione delle curve così generate sia interamente vostra. Quanto ciò sia vero lo sapete meglio di me, così come sapete quanta parte avete avuto in tutta questa faccenda, solo che il signor Hooke sembra aspettarsi che voi facciate qualche menzione di lui nella prefazione che potreste apporre al libro, se lo credete opportuno. Cioè Halley dice a Newton, insomma, Hooke sostiene che avete parlato, che lui vi ha mandato delle lettere, insomma, che voi avete fatto queste cose reagendo a quello che lui vi aveva chiesto, e vuole essere citato nei Principi. Agli inizi Newton non sembra reagire molto, ma poi fa come al solito, no? Comincia a covare, no? il disturbo, e ad un certo punto esplode, no? Quindi manda un mese dopo una lettera a Halley e dice: se un tizio che crede di sapere le cose e che ama ostentarle impartendo lezioni agli altri e correggendo quello che dicono viene da voi quando avete tanto da fare e nonostante vi scusiate di non poterlo ricevere vi riempie di discorsi e coi suoi errori corregge quello che dite e moltiplica le chiacchiere e poi approfitta di voi per vantarsi di avervi insegnato tutto quello di cui ha parlato e vuole costringervi ad ammetterlo e grida all'offesa e all'ingiustizia se non lo fate, io credo che lo giudichereste un uomo di carattere strano e asociale. E la lettera va avanti per pagine così, no? Quindi lì proprio si lanciano, e qui si rivela la paranoia di Newton, il quale veramente non era in grado di sopportare che qualcuno gli facesse una critica, che qualcuno gli chiedesse niente, no? E quindi quasi tutta questa lettera sono improperi di questo genere, no? Dice che il
nell'errore in cui ero caduto quando parlavo del corpo, no, eccetera, era una svista, dice, e poi in realtà c'era qualche cosa di sotto di più importante, perché non avevo ancora trovato la legge con cui la gravità decresce quando si va sotto la superficie terrestre, no? E quindi dice, anche in quel caso Newton, no, Hooke non mi ha detto nulla, e dice, l'unica cosa che posso dire di Newton, di Hooke, è che lo posso ringraziare di avermi sviato dai miei studi per pensare a queste cose, perché ricordatevi, lui dice stavo facendo altro, no? Per pensare a queste cose e avermi indotto col suo modo dogmatico di scrivere, come se avesse scoperto lui il moto dell'ellisse, ad affrontare io stesso il problema dopo aver capito con quale metodo bisognava farlo, no? E poi decide, dice, bene, l'avevo citato due o tre volte nel mio libro, adesso vado a cancellare tutte le citazioni, no? E sia finito. Poi finché alla fine Halley gli dice, ma almeno una volta potrebbe citarlo. Dice, va bene, lo cita una volta e lo cita in un corollario agli inizi del libro, in cui lui dice, e varie altre persone avevano ottenuto questo caso particolare delle orbite circolari, per esempio Halley, Wrang e pure Hooke, no? Naturalmente, no? Uno così, no? Questo per dire proprio che c'aveva dentro, no, questa incapacità, no, di accettare l'evidenza. Poi escono i principi, ovviamente nel 1687 Newton diventa famoso, il povero Hooke continua a lamentarsi perché ormai è diventato, cioè, si è capito, Newton è il più grande scienziato che sia mai vissuto, no? Nel 1689 scrive nel suo diario, questo è Hooke che parla, quindi è semplicemente un po' stenografico, dice, incontrato Newton da Halley, vanamente rivendicata la sua proprietà, ma riconosciuta l'informazione ricevuta da me, l'interesse non ha coscienza. E poi parla in latino, a posse ad esse no, non valet consequentia, che è uno dei motti della logica modale, cioè ciò che è stato non si può dedurre da ciò che avrebbe potuto essere. Cioè lui dice, io so come è andata la roba, no? E l'altro mi fa dire, ma le cose avrebbero potuto andare in un altro modo. E poi nel 1690 fa una conferenza alla Royal Society, presenta un libro di Huygens che si intitola Discorso sulla causa della gravità, e il discorso inizia in questo modo, la presentazione del libro fatta da Hooke. Dice, la prefazione di questo libro tratta di quelle proprietà della gravità che io ho scoperto per primo e mostrato a questa società, e che anni dopo il signor Newton mi ha fatto il favore di stampare e pubblicare come se fossero sue invenzioni. E insomma, sono andati avanti così, no? Beatamente, no? Per anni, no? Newton ha aspettato a pubblicare l'ottica fino al 1704, perché in quell'anno morì Hooke, appunto, no? E fino a quel momento dice, non voglio che ci siano cose così. Ed è un vero peccato, perché oggi Hooke è ricordato più che altro per questa disputa, quando invece è stato uno scienziato di prim'ordine. Molto eclettico, fra l'altro. Per esempio nel 1660, quindi ovviamente non era più vecchio di Newton, aveva scoperto la legge dell'elasticità, la legge che oggi si chiama legge di Hooke, non a caso. Anche lui era comunque fatto a modo suo, come erano molti scienziati all'epoca. Anzitutto l'aveva espressa in latino, questo non è male, no? Ma insomma, ut tensio sic vis, l'estensione è proporzionale alla forza, ma l'aveva comunicata con un anagramma, no? Però certo che se uno mette le lettere a caso, no, anche, è difficile capirlo, no? Poi nel 65 aveva pubblicato questo libro di cui ho già accennato l'importanza, con tutte queste tavole, tra l'altro fatte da lui, era un grandissimo disegnatore, no? E si vedono per la prima volta, perché oggi noi siamo di nuovo anche abituati alle immagini prese al microscopio, ma all'epoca nessuno aveva messo l'occhio sul microscopio. E invece di colpo arriva questo libro in cui ci sono queste meravigliose tavole disegnate, in cui si vede la pulce, per esempio, ingrandita 100 volte, no? E questi esseri quasi fantascientifici, no? E poi nel 1666, che ricordatevi era l'anno del grande incendio di Londra, Wrang, che era uno dei tre che fece la scommessa insieme a lui e a Halley, fu colui che diresse le operazioni per la ricostruzione della città di Londra, ma distrutta dal grande incendio, ma alcuni degli edifici furono progettati da Hooke, in particolare chi di voi è stato a Londra e ha visto la cattedrale di St. Paul, la cupola di St. Paul, che è un po' rivaleggia, no, con quella di Michelangelo a San Pietro, è un progetto di Hooke. Un'altra delle sue invenzioni è le famose finestre a ghigliottina, no? Quelle che nei paesi anglosassoni sono ancora usate tutt'oggi. Nel 1670 aveva congegnato il meccanismo a molla e a bilanciere che ha permesso poi la costruzione degli orologi da polso, no? E insomma, aveva un numero enorme di invenzioni.
Una delle sue invenzioni, che è un po' quasi una nemesi storica, sono quelle palline che avrete visto a volte da quei negozi di giocattoli scientifici, in cui ci sono questi pendoli però con tante palline, uno alza la prima pallina, la lascia cadere, tac, l'ultima si alza, no? Ma le altre rimangono ferme. Oggi questa cosa si chiama, per contrapasso, pendolo di Newton, no? E naturalmente, no? Però Hooke è morto, no? Quindi no, la cosa non preoccupa. Ma prima di finire questa seconda puntata, no, sulla luce e le conseguenze del dibattito sulla luce, volevo ancora leggervi una parte degli scambi epistolari tra Hooke e Newton, perché per un motivo che vedrete subito, no? Siamo nel 1676, quindi proprio nel bel mezzo della controversia sulla luce e sui colori. Hooke a un certo punto dice, scrive a Newton per dirgli, ma forse è meglio che la smettiamolo di fare i bambini e di bisticciare in pubblico, no? Non potremmo scrivere tra noi, no? In privato, no? E dice, insomma, sarebbe meglio lavare i panni sporchi in famiglia, no? E allora dice, questo è Hooke che parla, posso supporre che i vostri progetti e i miei mirino entrambi alla stessa cosa, cioè alla scoperta della verità, e che entrambi possiamo accettare di ascoltare obiezioni purché non in forma di aperta ostilità, e che abbiamo delle menti ugualmente disposte a cedere di fronte alle più semplici deduzioni derivanti dalla sperimentazione? Se perciò vorrete avere la compiacenza di dare corso a una corrispondenza su tale argomento in lettere private, accoglierò questa decisione con molto piacere. Quindi, insomma, diplomaticamente gli offre una specie di cessate il fuoco, no? E pochi giorni dopo, una quindicina di giorni dopo, Newton risponde, accetta di discutere con Hooke lontano dai media, diremmo oggi, no? Dice, non c'è niente che desidero evitare nelle cose della filosofia quanto le contese, e più che mai quelle che avvengono attraverso la stampa, perciò accolgo con piacere la vostra proposta di una corrispondenza privata. Quello che si fa davanti a testimoni raramente manca di qualche interesse diverso da quello per la verità, ma ciò che avviene tra amici in privato di solito merita il nome di consultazione piuttosto che di contesa, e così spero che sarà tra voi e me. Ma poi la cosa interessante è la frase successiva, perché lo sentirete adesso, dice, voi mi mostrate di avere un concetto troppo alto delle mie capacità di ricerca in questa materia. Ciò che ha fatto Cartesio è stato un peso notevole, un passo notevole, perdone. E voi stesso, avete aperto molte altre strade, soprattutto prendendo in considerazione dal punto di vista filosofico i colori delle lamine sottili. Se io ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di giganti. Ora, questa è una delle frasi più famose di Newton, è passata alla storia, addirittura l'abbiamo usata anche noi, no, per questa serie di conversazioni, lo chiamate, sulle spalle del gigante. Ma volevo fare una piccola storia, no, di questa frase. Anzitutto perché qui vediamo Newton nel suo moto di generosità più ampio, no, accetta di non discutere più in pubblico, addirittura concede che nel caso delle leggi dell'ottica lui ci è arrivato più lontano di altri, no? Ma ci si è arrivato perché si è seduto sulle spalle di due giganti, no? Che sono Cartesio da una parte e Hooke stesso dall'altra. Ora, questo sembra a prima vista, no, un grande riconoscimento a Hooke, se non fosse che Hooke era un nano. Ora, andare a dire a un nano mi sono seduto sulle spalle di giganti, no, insomma, non è proprio la cosa più diplomatica, no, del mondo, è una certa cattiveria, era un nano proprio nel senso letterale, questa è una descrizione di un suo contemporaneo, di media statura, piuttosto curvo, pallido in viso, con la faccia rivolta in basso, la testa grossa, l'occhio tondo e sporgente, imbambolato e non vivace, era così proprio, no? Ora, insomma, non è proprio, no, il massimo della cosa, ma la cosa interessante è che questa frase, che viene sempre ripetuta e citata come una frase di Newton, in realtà sicuramente non è sua, perché per esempio siamo qui nel 1674, 50 anni prima esattamente, 1624, Robert Barton aveva scritto un libro che all'epoca era molto famoso e che sicuramente Newton l'aveva letto, si chiamava Anatomia della Melanconia, e diceva queste parole, dice, i nostri poeti rubano da Omero, egli vomita e quelli leccano, i teologi usano ancora letteralmente le parole di Agostino e i nostri narratori fanno altrettanto, quello che arriva ultimo è solitamente il migliore, sebbene ci fossero ai vecchi tempi molti giganti in fisica e in filosofia, io sostengo con Didacus Stella
dei pigmei posti sulle spalle dei giganti vedono più degli stessi giganti. Qui l'aforisma è già lì, no? Belle pronto, no? Appunto ho detto il libro di Newton era popolare, ma e molti altri l'avevano citato tra l'altro tra Barton e Newton stesso, ma anche prima. Per esempio nel 1611 c'è un tal Godfrey Goodman che nell'anatomia del mondo non solo si cita il detto ma si preoccupa anche di alcuni problemi che quando uno fa metafore magari lascia passare in secondo ordine. Per esempio dice c'è un punto di grande difficoltà sul quale sinora non si è riflettuto ed è in che modo questi nani potrebbero essere fatti levitare, come vengono sollevati sulle spalle dei giganti? E poi dice non c'è rischio che questi nani cadano vittima di capogiro? Dice, e dall'altro, se i giganti incespicano e cadono, dice, che succede a questi nani? Cioè, è chiaro che a volte i letterati lo fanno un po' per la tangente, come la luna, no? Per l'appunto, no? E però, la cosa interessante è che anche questo Goodman, siamo nel 1611, cita l'aforismo appunto come se fosse ben noto, si preoccupa dei problemi logistici, no? Di mettere il nano sulle spalle dei giganti, poi di non farlo cadere, no? Eccetera. Prima di lui, padre Mersenne, famoso anche tra i matematici per i primi cosiddetti di Mersenne, lui era in Francia però nel 1634, dice come si suol dire è molto facile e anche necessario vedere più lontano dei nostri predecessori una volta che siamo saliti sulle loro spalle, ma questo non toglie che siamo loro debitori. Cioè molti hanno usato questo aforisma, no? In modo differente. E Barton comunque, l'abbiamo letto, no? Si riferiva, dice, io sono d'accordo, dico, sostengo con Didacus Stella. Ora chi era sto Didacus Stella? Un tale che si chiamava Diego de Estella, no? Uno spagnolo, che aveva citato questo aforisma 1578, ancora prima, no? Nella narrazione del Vangelo di Luca. Ma quattro anni prima c'era stato uno storico ebreo, che si chiamava Azraia de Rossi, che parlava della storia del nano a cavalcione del gigante, citata dall'autore dei Cannoni Ammucchiati. E i Cannoni Ammucchiati sono del 1280, di un altro ebreo che si chiamava Zedechia ben Abraham, che a sua volta citava la storia che Isaia ben Mali di Trani aveva sentito dagli studiosi gentili, quindi non era nemmeno una storia ebraica, no? E lui la citava così. Chi può vedere più lontano, un nano o un gigante? Direi un gigante perché i suoi occhi si trovano in un posto molto più alto degli occhi del nano. Ma se il nano stesse a cavalcione del collo del gigante, chi vedrebbe più lontano? Direi il nano perché ora gli occhi del nano stanno più in alto degli occhi del gigante. Però diceva un aforisma che aveva sentito dagli studiosi gentili. E allora quali sono questi studiosi gentili? Insomma, risalendo all'indietro, si arriva al 1151. Giovanni di Salisbury, che scrive nel Metalogicon, Bernardo di Chartres diceva che noi siamo dei nani che stanno sulle spalle dei giganti perché possiamo vedere di più e più lontano di loro. Quindi, non per l'acutezza della nostra vista o per la statura del corpo, ma perché siamo portati in alto e sollevati dalla grandezza dei giganti. E quindi sembra che risalire all'indietro, naturalmente non l'ho fatto io queste ricerche, ci mancherebbe, sono matematico, ho altro a fare, ma c'è qualcuno che si è preoccupato di farlo, un libro pessimo che non consiglio, che si intitola Sulle spalle dei giganti di un tal Robert Merton, no? Molto pretenzioso, però pieno di notizie, è un libro che poi il perfido Eco, no? gli ha fatto la prefazione, no? E dice nella prefazione, che dice espressamente che l'autore gli ha estorto la prefazione, no? E poi dice questa è un'opera che uscirebbe umiliata da ogni commento, interessante perché la cosa si può leggere in due modi diversi, no? E chi conosce Eco sa qual è il modo che intendeva lui, no? Però si è risaliti fino per l'appunto a Bernardo di Chartres. Quindi si pensa che quell'aforismo in realtà sia molto lontano, no? Nel tempo e anche Newton quindi si è seduto non soltanto per la teoria dei colori, ma anche per questo aforismo sulle spalle di giganti. Ma per concludere, come ha notato Freud, non bisogna poi sminuire la posizione di questi nani seduti sulle spalle di giganti, perché dice Freud, un nano sulle spalle di un gigante vede più lontano di lui, ma un pidocchio sulla testa di un astronomo no. Quindi... ci sentiamo domani per l'ultima parte. Buonasera, vedo che non tutti sono scappati.
nonostante il vento, nonostante la fine del festival. Siamo arrivati alla terza serata, quella conclusiva. Abbiamo parlato nella prima serata, ricorderete, del Newton matematico, il Newton fisico. Io temevo che dopo quella prima serata non ci sarebbe stato più nessuno, ma evidentemente il masochismo non ha limiti. E quindi ieri abbiamo parlato di altri risultati che Newton ottenne sempre in quegli anni, ricorderete, tra il 65 e il 66, gli anni della peste, fra l'altro in Inghilterra, gli anni del grande incendio di Londra e così via. E sembrerebbe difficile che Newton abbia potuto fare ancora altro nella sua vita, ma ho accennato ieri al fatto che in realtà le cose che abbiamo raccontato finora, le quali poi tra l'altro abbiamo solo accennato perché i principi da soli sarebbero un libro sterminato che potrebbe permetterci di parlare per giorni e giorni. Ebbene, dicevo, può sembrare strano, anzi quasi assolutamente implausibile, il fatto che in realtà Newton per tutta la sua vita si sia dedicato a fare altro che non le cose che abbiamo citato e che l'hanno poi reso famoso. E vi leggerò, finalmente questa sera riusciamo a leggere alcune delle parole o delle lettere che Newton ha scritto, quindi ci avviciniamo un po' più alla sua mente, anche scoprendo tra l'altro che questa mente era una mente un po' strana, sicuramente era un genio e di questo ormai sappiamo perché quei risultati hanno cambiato la storia della scienza, ma era anche una mente fuori del comune perché, come vedremo, aveva interessi molto insospettati. Quindi questa è una lettera del 1673 in cui dice, ed è soltanto un esempio perché di lettere di questo genere ce ne sono a decine in quegli anni, in questa dice: non intendo più occuparmi di questioni di filosofia. Ricordate che filosofia per Newton era in realtà la scienza, quella che noi chiameremo oggi scienza, e per lui invece era filosofia naturale. Spero perciò, la scriveva al solito Oldenburg, il segretario della Royal Society, spero perciò che non ve l'avrete male se mi vedrete sempre opporre un rifiuto alla richiesta di fare qualsiasi cosa in questo campo. O meglio, spero che seconderete la mia decisione impedendo, nella misura in cui potrete farlo convenientemente, l'invio di obiezioni o altre lettere filosofiche che possano riguardarmi. In altre parole, non mi scocciate che io ho altro da fare. Un'altra lettera, per esempio, sono passati altri 3 anni, siamo ormai nel 1676, e lui, stesso destinatario, dice: «Vedo che sono diventato schiavo della filosofia. Ma se riesco a liberarmi dall'impaccio, sono risoluto a farla finita con essa una volta per tutte, ad eccezione di ciò che farò per mia personale soddisfazione e di quello che per mia volontà sarà pubblicato dopo la mia morte. Mi accorgo infatti che un uomo deve decidersi a non pubblicare niente di nuovo se, per difendere ciò che ha scritto, non vuol diventare uno schiavo». E qui si comincia a vedere questa paranoia che Newton aveva: da una parte il fatto di non voler raccontare le cose che faceva perché in realtà potevano provocare delle reazioni e quindi trascinarlo in polemiche che l'avrebbero distratto da altre cose, ma soprattutto questo fatto che lui continuava a dire: io voglio fare altre cose. Ora, che cosa sono queste cose che voleva fare? Beh, anzitutto sono rimaste praticamente segrete fino agli anni 30 del Novecento, quindi sono passati più di 200 anni ovviamente dalla sua morte. E come mai? Perché quando lui morì c'era una cassa di materiale che lui aveva lasciato, aveva messo insieme. Questa cassa fu ereditata da sua nipote che viveva insieme a lui, questa Catherine Barton, di cui abbiamo già citato il nome varie volte. La figlia di questa Catherine, che poi era anche sposata con questo Conduit, di cui abbiamo letto molte testimonianze, perché vi ricordate, alla fine della vita Newton raccontava i fatti della sua giovinezza a questo Conduit. Ebbene, dicevo, la figlia di questi due sposò un conte, che era il conte di Portsmouth, e alla fine queste casse divennero parte, diciamo così, della biblioteca privata di questo conte. Nel 1777 ci fu un vescovo, pensate voi, che stava scrivendo la vita di Newton, la prima vita ufficiale in qualche modo, che non fosse solo basata sui suoi ricordi, si chiamava Samuel Horsley. Lui chiese di andare a visionare queste casse, le vide, e John Maynard Keynes, l'economista, raccontano, dice: vide con orrore il contenuto e sbatté il coperchio, perché quello che aveva visto gli aveva fatto orrore addirittura.
E queste carte poi tra l'altro rimasero lì per altri decenni, finché nel 1872, quindi pensate il secolo dopo, furono donate all'Università di Cambridge, che le catalogò dopo qualche anno e scoprì che circa 1 milione di parole, quindi una quantità sterminata di materiale, era dedicato, pensate voi, all'alchimia da una parte e alla teologia dall'altra. Questo materiale naturalmente fu definito di scarso interesse, fu gentilmente restituito ai conti che se lo tennero fino al 1936, quando lo vendettero a un'asta da Sotheby. E all'epoca naturalmente era considerato materiale imbarazzante, quindi nessuno lo voleva. Lo comprarono da una parte un signore che si chiamava Abraham, e sono soprattutto gli scritti teologici di Newton, e questi finirono poi alla fine alla Biblioteca Universitaria di Gerusalemme, perché nessuna università le volle, le furono offerti per esempio a Yale, a Princeton, a Harvard, al British Museum addirittura, e tutti dissero no, no, grazie, teneteveli pure, no? Perché noi preferiamo il Newton che conosciamo. E dall'altra parte se le comprò Keynes, per l'appunto l'economista, che donò poi la sua parte al collegio dove stava, al King's College. E fu Keynes che fece conoscere poi al mondo quest'altra anima, quest'altra lato della figura di Newton, per certi versi molto imbarazzante, come vedremo. E Keynes fece una conferenza, o meglio avrebbe voluto farla se non fosse morto, ma comunque questa conferenza la scrisse, no? E quindi fu letta poi in questo convegno negli anni 40. Sentite cosa dice questo economista. Dice: Newton non fu il primo scienziato dell'età della ragione, come invece spesso viene o veniva perlomeno rappresentato, piuttosto fu l'ultimo dei maghi, l'ultimo dei babilonesi e dei sumeri, l'ultima delle grandi menti che guardarono al mondo visibile e intellettuale con gli stessi occhi di coloro che iniziarono a costruire la nostra eredità culturale circa 10.000 anni fa. Isaac Newton, figlio postumo nato senza padre il giorno di Natale del 1642, fu l'ultimo bambino prodigio a cui i re magi avrebbero potuto porgere un omaggio sincero e appropriato. E questa ovviamente è un'immagine completamente diversa da quella, non solo alla quale siamo abituati noi, ma quella di cui abbiamo parlato ieri e l'altro ieri. Queste carte sono carte incredibili, la parte alchemica è purtroppo la testimonianza di come anche un genio possa perdere la quasi totalità del suo tempo per anni e anni, anzi in realtà per più di 2 decenni, senza approdare assolutamente a nulla. È molto difficile raccontare che cosa Newton fece. In realtà ci sono alcune testimonianze del solito Conduit e anche del suo compagno di camera, il suo assistente John Wickens. Conduit dice per esempio che ci furono molte fornaci nella sua camera per gli esperimenti di chimica. E Wickens invece dice che addirittura Newton aveva i capelli grigi all'età di 30 anni e che un giorno gli disse: maestro, lei ha pensato molto naturalmente, no? E gli sono venuti i capelli grigi. E Newton, scherzando, una delle rare volte in cui scherzava, disse: ma che altro che pensare. Dice: in realtà è stato il mercurio che ho usato e che ho anche assaggiato, no? In tutti questi esperimenti, no? A farmi diventare così. E non è uno scherzo questo, perché poi negli anni 70, qualche decennio fa, si è andato, come si fa spesso in maniera macabra, no? A rovistare nella sua tomba, no? Si sono trovati dei capelli da vecchio, ovviamente, perché soltanto in altre parrocchie, no? Si può pensare per esempio di avere una reliquia, come effettivamente c'è la testimonianza che ci sia in una chiesa, no? La reliquia, la testa di San Giovanni Battista da giovane. Questo è un po' strano, no? Invece nella scienza queste cose non succedono, no? E i capelli di Newton trovati erano i capelli da vecchio, no? E quindi 30 anni dopo che aveva ormai finito questi esperimenti, furono fatti esami per vedere quali sostanze c'erano in questi capelli. Per esempio, per quanto riguarda il mercurio, la media normale è di circa 5 parti per milione e lui ne aveva 191. Quindi capite che c'era qualcosa che non andava, no? Per quanto riguarda il mercurio nella testa di Newton, no? Perlomeno nei capelli, no? E gli altri materiali, o meglio gli elementi chimici che sono stati testati, hanno tutti più o meno questa percentuale. Anzi, qualcuno suggerisce che una parte dei comportamenti un po' paranoici, no? Anche un po' da mattoide, diciamo, di Newton, fossero in realtà un sintomo tipico dell'avvelenamento da mercurio.
Comunque a noi non è che interessi quali siano i motivi, no? Rimane il fatto che Newton spese appunto anni e anni della sua vita a fare esperimenti di alchimia. Li fece alla maniera insomma, in cui lavorava lui, quindi lavorando con aspetti quantitativi, misurando in maniera assolutamente precisa tutto ciò che poteva misurare, e fece però cose che in realtà a leggere oggi fanno un po' tenerezza: estrazione del mercurio da vari metalli, questo ancora vada, poi la produzione dei regoli di antimonio, sintesi della rete che doveva combinare il seme maschile di Marte con l'umore femminile di Venere, la precipitazione del sale ammoniacale e tutte queste amenità, insomma, che oggi sono considerate semplicemente delle cialtronerie. E chissà come mai, la psicologia ovviamente non si può riesumare, no? Quindi possiamo soltanto immaginarci perché Newton si sia lasciato attrarre così tanto da queste ricerche o esperimenti alchemici. Bisogna da una parte ricordare che era semplicemente un individuo, un'intelligenza estremamente vulcanica, e quindi uno che si era interessato di matematica, di fisica, di ottica e così via, per quale motivo avrebbe dovuto fermarsi e non provare a investigare anche altre parti che oggi noi sappiamo erano delle vie senza uscita, delle strade, diciamo così, no? Senza uscita, ma all'epoca evidentemente non si sapeva. Anzi, quando si leggono alcuni di questi manoscritti, appunto questa enorme quantità di manoscritti che lui lasciò, a volte qualche cosa di interessante si trova. Non sempre, per esempio, ci sono passi come questo che dicono: questa nostra terra assomiglia a un grande animale, o meglio a un vegetale inanimato che, respirando etere, trae da esso il suo quotidiano ristoro e fermento vitale e poi lo ritraspira con grandi esalazioni. L'etere è lo spirito sottile, è l'agente universale della natura, il suo fuoco segreto, il fermento, il principio unico di tutta la vegetazione, l'anima materiale di tutta la materia che, costantemente ispirata dall'alto, la pervade, le conferisce una determinata forma concreta e, se riscaldata moderatamente, la attualizza, le dà vita. Si potrebbe andare avanti per pagine, 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 anzi centinaia di pagine, no? Con queste cose che sono completamente inconcludenti. Sentite per esempio questo, che però in qualche modo incomincia ad avvicinarsi molto a visioni che poi sarebbero diventate moderne molto dopo. Questo è tratto da un brano di un articolo che abbiamo già citato ieri, che si chiamava L'ipotesi per la spiegazione delle proprietà della luce. Quindi questo era un articolo che lui considerava scientifico, però dentro agli articoli scientifici, anche addirittura dentro i principi della filosofia naturale, ogni tanto si trovano delle pagine un po' strane. E questo parlava della luce, a un certo punto dice: forse il quadro complessivo della natura può non essere altro che un insieme di varie interconnessioni di alcuni spiriti eterei o vapori, condensati come per precipitazione, e dopo la condensazione elaborati in varie forme, prima dalla mano immediata del Creatore e poi dalla forza della natura, che in virtù del comando crescete, moltiplicatevi, è diventata una perfetta imitatrice delle coppie fornite dal protoplasma. Quindi questa strana visione, no, del mondo interconnesso come se fosse una rete, una visione che tra l'altro è una metafora molto orientale, una metafora buddista, la rete di Indra per esempio, anche nell'induismo, no? E così via. E le testimonianze, dicevo, del suo compagno di camera ci dicono per esempio, questo è un suo omonimo che si chiamava Humphrey Newton, che in realtà stette per vari anni con lui nel periodo in cui lui lavorava ai principi, tra l'altro, che ci racconta e dice: in primavera e in autunno Newton soleva trascorrere circa 6 settimane nel suo laboratorio, dove il fuoco non si spegneva quasi mai, né di giorno né di notte. Ci alternavamo io e lui nel vegliare durante la notte, finché non ebbe finito i suoi esperimenti chimici, nella cui esecuzione era quanto mai accurato, rigoroso, esatto. Quale fosse il suo scopo io non ero in grado di capire, ma la fatica e la diligenza che metteva in quel lavoro mi facevano pensare che egli mirasse a qualcosa che andava oltre i limiti dell'ingegnosità e dell'operosità umana. Quindi questa è la descrizione di colui che ha vissuto con Newton per tanti anni, no? E che l'ha visto effettivamente lavorare a questi esperimenti come se fosse poi un apprendista stregone, come quelli di tanti film che abbiamo visto di questi alchimisti. Però quella era l'epoca in cui la chimica ancora non esisteva, quindi l'alchimia era una specie di protochimica.
Uno di questi alchimisti, un altro di questi alchimisti era Boyle, Robert Boyle, il quale tra l'altro poi divenne uno dei pilastri della chimica, era un amico di Newton, anche lui invischiato in queste ricerche alchimiche, e ad esempio in una lettera del 1679 a Boyle, Newton dice come mai non rese pubblico nessuno dei risultati, tra virgolette, o delle ricerche che stava facendo nel campo dell'alchimia. E lui disse: la verità è che le mie conoscenze relative a questo genere di cose sono così mal digerite che da parte mia non ne sono per nulla soddisfatto. E ciò di cui non sono soddisfatto ritengo poco opportuno comunicarlo agli altri, soprattutto nel campo della filosofia naturale, dove ci sono già fin troppe congetture e immaginazioni. Cioè Newton sapeva benissimo che non stava arrivando a nulla, provava, cioè nonostante, con tutto l'impegno possibile, anzi chiedendo che non lo si distraesse da questi studi con stupidaggini, no, legate alla gravitazione o all'ottica, però sapeva che non era arrivato da nessuna parte. E quindi diceva: se io non ho dei risultati non li pubblico, no, se non sono soddisfatto e lascio perdere. Però, e questo è l'ultimo brano che vi leggo di questo argomento, perché volendo si potrebbe rovistare, no, in queste carte a lungo, ma andremo anche noi poco lontano, un brano che però secondo me è più interessante di quello che sembra, perché lascia intravedere cose che Newton forse aveva in qualche modo intuito. Sentite: ogni ragionamento valido per i grandi movimenti dovrebbe esserlo anche per i piccoli. I primi, i grandi movimenti, dipendono dalle grandi forze attrattive, che sono proprio dei corpi di maggiori dimensioni, cioè la gravità. Quanto ai secondi, cioè i piccoli movimenti, io sospetto che essi dipendano da forze di minore entità, non ancora osservate, proprie di particelle impercettibili. L'esistenza delle forze di gravità e delle forze elettromagnetiche rende manifesto che ve ne possano essere ancora molte altre. È ben noto che i grandi corpi agiscono reciprocamente uno sull'altro in virtù di tale forze, e io non vedo perché quelli più piccoli non dovrebbero agire l'uno sull'altro per effetto di forze analoghe. Cioè Newton in realtà aveva intuito il fatto che la forza di gravità e le forze magnetiche ed elettriche, che all'epoca non erano ancora state uniformate, in realtà non fossero la fine della storia. Che se uno fosse andato a vedere nel microcosmo, che ancora non si poteva indagare perché non c'erano gli strumenti adatti per farlo, ma che stavano crescendo proprio in quel momento e che sarebbero poi diventati la chimica e poi la fisica nucleare, beh, allora si sarebbe scoperto che il mondo microscopico era fatto di particelle, che queste particelle, tra queste particelle c'erano delle forze ancora sconosciute, ancora da scoprire, no? Che probabilmente, no, lasciavano campi di scoperta o di ricerca analoghi a quelli della gravitazione. E questa è un'intuizione non da poco, perché in realtà fino alla fine dell'Ottocento gli scienziati hanno pensato che la gravitazione e l'elettromagnetismo fossero la fine della storia, no? Ed è soltanto poi nel 1900 esatto che la rivoluzione dei quanti, quella di Planck e così via, ci fecero capire che in realtà ci sono altre forze. Oggi se ne sono scoperte di due tipi, le forze nucleari deboli e le forze nucleari forti, ed è forse proprio questo che Newton aveva in qualche modo intuito. Ma lasciamo l'alchimia e passiamo invece a un campo che forse è più interessante, perché tutti noi siamo, volenti o nolenti, più esperti, che è la teologia. Newton scrisse di teologia ancora più che d'alchimia, se è possibile, e in realtà morì, quando morì nel 1727, ancora scrivendo gli abbozzi, o meglio gli ultimi abbozzi di libri, almeno due libri sulla teologia. Quindi andiamo a vedere che cosa fece sulla teologia, e notate, sono proprio queste pagine, le pagine sulla teologia, che fecero inorridire il vescovo che aveva aperto il coperchio di questo baule, no? E perché? Che cosa ci aveva trovato? Beh, anzitutto bisogna fare un piccolo passo indietro e sapere che quando lui divenne ordinario al Trinity College, oggi noi ci siamo dimenticati di cosa la parola ordinario significhi. Qualcuno se lo sarà anche chiesto: dice, come mai i professori prima sono straordinari, no, quando vincono il concorso a cattedra, no, e poi diventano ordinari? In genere uno deve fare il contrario, no? Prima una persona ordinaria, no, poi diventa straordinaria. Ma ordinario significa che doveva prendere gli ordini, cioè la cattedra era in realtà una gratifica di tipo religioso.
E infatti lui, quando prese la cattedra lucasiana, quando successe a Barrow, come abbiamo raccontato ieri, sulla cattedra lucasiana, fece la promessa, diciamo così, come era d'obbligo all'epoca, che nel giro di pochi anni avrebbe preso gli ordini. E essendo però Newton, quindi essendo una persona come si deve, no? Cercò di studiare i fondamenti di quello che gli sarebbe servito per prendere gli ordini. E quindi cominciò a studiare la teologia. E qui le cose diventarono problematiche, anche emblematiche, perché studiando questi problemi teologici, ad un certo punto si accorse che se uno si mette a leggere la Bibbia da solo, questa è una cosa che la Chiesa sa benissimo. Voi sapete che dopo il Concilio di Trento, quando si fece l'indice, il primo indice dei libri proibiti, in testa a questo indice dei libri proibiti c'erano le versioni in volgare della Bibbia. Cioè era proibito ai fedeli leggere la Bibbia da soli, per il motivo ovvio, perché nella Bibbia ci sono scritte tante cose, no, che è bene che la gente non legga, soprattutto se la gente è intelligente, come era Newton, no, perché c'è rischio, se possiamo usare una metafora che in questo caso è appropriata, che uno scopra qualche altarino. No? E infatti Newton scoprì subito un altarino, per esempio, e questo... Devo dire la verità, se posso parlare di un fatterello privato, quando io scrivevo il mio libro sul cristianesimo e feci la stessa cosa, feci quello che era proibito in realtà fare, leggere la Bibbia direttamente, mi accorsi anch'io di questo passo, ho detto ma guarda che strano questo passo, è un passo tratto dalla prima lettera a Timoteo di San Paolo, e questo passo dice, qui è San Paolo che parla, non Newton, dice, uno solo infatti è Dio, e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. Ora questa è una strana visione per tutti noi che siamo stati abituati fin da bambini a credere che esiste la Santissima Trinità, che ci sono tre persone, tutte e tre allo stesso livello, che Gesù Cristo è Dio, tanto per cominciare, no? Ed è allo stesso livello del Padre e dello Spirito Santo. Ma San Paolo qui dice molto chiaramente una cosa diversa. Uno solo è Dio, e poi c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, ed è un uomo che si chiama per l'appunto Gesù Cristo. Cioè San Paolo non diceva che Gesù era Dio, e diceva che era però un mediatore fra Dio e Gesù. E naturalmente questa è una netta distinzione che fa capire che la Trinità è probabilmente stata inventata, tra virgolette, no, molto dopo i Vangeli e i testi originari della religione cristiana. Ora, non credere nella Trinità, vabbè, uno può anche farlo, se però uno sta al Trinity College, dove naturalmente, insomma, la parola dice, no, la cosa non va bene, no? E allora Newton, che comunque era molto diplomatico, no, quindi decise che la cosa puzzava, no, c'era qualcosa che non funzionava, ma era meglio non dire niente a nessuno, no, per evitare pasticci. Però lui cominciò a studiare questi argomenti e si accorse, in particolare incominciò a studiare il periodo della cristianità verso il 300, quando il dogma della Trinità incominciò ad essere formulato e poi divenne dogma per l'appunto nei primi concili, quello di Nicea e quello di Costantinopoli. E piano piano si accorse di una cosa che, di nuovo, oggi gli esegeti della Bibbia, della Sacra Scrittura sanno benissimo, che di questo dogma non c'è nessuna traccia nella Bibbia. La Trinità è una sovrastruttura, no, che arriva dopo, che viene imposta in seguito, e Newton incomincia a scrivere a questo punto. Scrive un articolo che si intitola Due notevoli corruzioni delle scritture, poi ne scrive un altro ancora più lungo che si chiama Esame storico di due notevoli corruzioni delle scritture, che scrisse sotto forma di lettere a John Locke, il filosofo, questo però, queste due lettere furono un po' più tardi. Vi leggo uno dei brani che è tratto dalla prima lettera di Giovanni, che fa capire come effettivamente queste corruzioni ci fossero state, che Newton avesse ragione tra l'altro in questa sua critica al modo in cui veniva tradotta la Bibbia, in questo caso il Nuovo Testamento. Sentite questa frase: perché tre sono quelli che rendono testimonianza in cielo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. Ora, una frase più chiara a favore della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e del fatto che questi tre siano la stessa persona, i tre sono uno, non ci potrebbe essere. Quindi uno dice, ma come? La Trinità, la dottrina della Trinità sta nel Nuovo Testamento, no? Perché in questa lettera di Giovanni è scritto così. Però Newton andò a vedere e dice, ma a me sembra che questa lettera sia stata tradotta male.
studiò l'originale, no? E si accorse che l'originale diceva non perché tre sono quelli che rendono testimonianza in cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo, e questi tre sono uno, bensì perché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Ora la cosa è un po' diversa, no? Perché uno parla di sangue ed acqua, no? E cosa c'entrano lo Spirito Santo, no? E il Figlio. La cosa interessante che sono andato a verificare, ebbene sulla Bibbia della CEI la traduzione è la seconda che ho letto, cioè esattamente quella che Newton diceva che era stata falsata e che al suo tempo veniva presentata come una testimonianza a favore della Trinità e che invece oggi la Chiesa non si prova, anche perché chi si interessa più della Trinità, no, naturalmente, no? Quindi non c'è nemmeno bisogno più di nasconderlo. Però lui capì che effettivamente, no, c'era stato qualcosa di strano, la scrittura era stata forzata verso certe interpretazioni invece che certe altre, e scrisse: allorché i padri si accorsero che non erano in grado di confermare in base alle scritture la posizione di Atanasio, che era colui per l'appunto che asseriva la validità del dogma della Trinità, preferirono abbandonare le scritture piuttosto che non condannare Ario, che era invece il difensore della dottrina opposta, che diceva che la Trinità non era vera. E lui decise a questo punto di diventare ariano, ariano non nel senso naturalmente in cui lo intendevano negli anni 30 i nazisti, no, bensì seguace di Ario, cioè in particolare non credente nella dottrina trinitaria. E da questo momento lui si considerò per l'appunto ariano, anche se in realtà l'arianesimo era una cosa ormai scomparsa, perlomeno nella storia dell'Occidente. E naturalmente, essendo uno scienziato, cercò anche di usare i mezzi che lui aveva a disposizione per parlare di teologia. Sentite questo brano in cui lui parla della Trinità in una maniera un po' strana, e dice: immaginiamo che A, B e C siano tre corpi, dei quali A possiede originariamente la gravità e in forza di essa preme su B e su C, i quali sono originariamente privi di gravità, ma gravitano anch'essi verso il basso come A per la pressione che dal primo viene loro comunicata. Vi sarà allora una forza in A, una forza in B, una forza in C, ma non vi saranno tre forze, bensì una sola che si trova originariamente soltanto in A e si comunica o si trasmette a B e a C. E questa è l'idea, no? Una metafora ovviamente di natura scientifica, in cui lui dice, beh, si potrebbe capire il concetto della Trinità, nel senso del Padre, Figlio e Spirito Santo, sostenendo che il Padre e lo Spirito Santo non sono Dio allo stesso livello, il Figlio e lo Spirito Santo non sono Dio allo stesso livello del Padre, perché il Padre è quello che preme e gli altri due stanno sotto, premono anche loro, ma non di forza propria, no? Bensì di forza trasmessa dall'esterno. E naturalmente queste idee, come ho detto, come appunto abbiamo capito subito dal fatto che si stesse al Trinity College, non erano cose che si potevano dire. Pensate, siamo agli inizi, cioè 1670 circa, no? Ancora nel 1710, 40 anni dopo, un suo studente, Winston, che era poi stato il successore sulla cattedra lucasiana, fu radiato dall'università per aver apertamente professato l'arianesimo, perché poi Newton naturalmente aveva studenti ai quali insegnava non soltanto la matematica, ma, no, ma anche queste cose. C'era un circolo naturalmente a Cambridge e in Inghilterra di unitari cosiddetti, cioè gente che non credeva nella Trinità, credeva che ci fosse un unico Dio, non in tre persone, e quindi era molto pericoloso parlarne. E lui non ne parlò se non agli amici più cari e alle persone che potevano capire, in particolare a Locke, che per l'appunto fu molto ispirato anche, che lo considerava, pensate, il più grande teologo del suo tempo, quindi della fine del Seicento e degli inizi del Settecento. Però c'era un problema, cioè Newton era anche una persona di carattere, cioè non avrebbe mai fatto qualche cosa che andasse contro la sua coscienza. E il problema di prendere gli ordini era che a un certo punto bisognava professare il credo, credo comune dell'epoca, e quindi avrebbe dovuto professare l'aderenza al credo trinitario. E lui, piuttosto di fare questo, era disposto a lasciare l'università. E quindi c'è una sua lettera del 1675 a Oldenburg, ricordate, il segretario della Royal Society, in cui lui dice: purtroppo non posso pagare la quota di iscrizione alla Royal Society perché si avvicina il momento in cui dovrò abbandonare la mia fellowship. Cioè era pronto, quando fosse arrivata la resa dei conti, a lasciare l'università piuttosto che professare il credo trinitario.
Ma qui fu salvato da un miracolo, no? Se così si può dire, visto che stiamo parlando di teologia, perché proprio quell'anno, ad aprile, quando ormai stava arrivando la resa dei conti, Barrow, che nel frattempo invece aveva fatto carriera, come ricorderete, era diventato direttore del rettore del Trinity College ed era anche consigliere del re, fece esentare in perpetuo, quindi non soltanto Newton, ma anche tutti i suoi successori, sulla cattedra di professore lucasiano di matematica, il professore, per l'appunto, dall'obbligo di prendere gli ordini. Quindi Newton ricevette, diciamo così, la dispensa reale. Era l'unico professore dell'università, e così rimase non solo lui ma anche i suoi successori per decenni, l'unico che non aveva l'obbligo, il dovere di prendere gli ordini religiosi. E questo gli permise di rimanere in università. Non sappiamo se anche Barrow in qualche modo condividesse le sue idee o se semplicemente aveva capito che Newton non era adatto per fare il prete, a prendere anche soltanto gli ordini minori, e gliel'avesse fatto come una specie di favore. E allora Newton fu naturalmente, gli fu permesso da quel momento in poi di studiare queste cose alle quali appunto aveva ormai dimostrato interesse, e di farlo in segreto. Ora, è interessante vedere quali furono le sue idee nel campo della teologia, perché sono idee che a noi, che viviamo in uno stato in cui la Chiesa è sicuramente libera, al contrario non lo sono, ma comunque non siamo abituati, no, a vedere le questioni religiose trattate, le questioni teologiche trattate in questo modo. Quindi lui si concentrò su due aspetti soprattutto, e la prima parte fu interpretare le profezie dell'Antico Testamento. Lui credeva che queste profezie riguardassero il nostro mondo, no? Non il mondo futuro, ma il mondo in cui noi viviamo, e che parlassero di fatti terrestri, non di fatti celesti. Quindi era interessante andare a leggere le profezie. Infatti scrisse un libro che si intitolava Osservazioni sulle profezie, ed era proprio questo libro al quale stava lavorando quando morì. Queste osservazioni sulle profezie furono poi pubblicate pochi anni dopo la sua morte, e sosteneva che bisognava estrarre dalle Sacre Scritture delle informazioni a posteriori. Notate che questa è la critica che in genere viene fatta ai profeti, no? Che è facile sempre, col senno di poi, interpretare le profezie e dire: ah, vedete, la profezia aveva detto che questo sarebbe successo. Il CICAT, per esempio, di cui tra l'altro io sono membro, no? E i razionalisti pensano che questo sia il trucco, troppo facile, no? Le profezie dovrebbero dire precisamente, prima che le cose succedano, con precisione quello che deve succedere, di modo che si possa verificare se hanno detto la verità o no, non essere interpretata a posteriori, magari in maniera abbastanza fantasiosa. Newton la pensava al contrario. Pensava che se Dio avesse voluto farci sapere le cose prima, ce l'avrebbe dette; invece voleva farci capire a posteriori che lui le sapeva prima, e noi però avremmo soltanto dovuto dedurlo. Infatti lui diceva: le profezie sono state ispirate per manifestare agli occhi del mondo la divina provvidenza e non la sagacia degli interpreti. E invece, dice, la follia degli interpreti è consistita nell'aver voluto prevedere tempi e circostanze come se Dio avesse pensato di far di loro dei profeti. E non spetta a noi invece conoscere i tempi e le stagioni che Dio ha racchiuso nel suo petto. È molto strano, questo è lo stesso Newton dei teoremi, questo è lo stesso Newton che calcolava l'altro ieri, no, perlomeno l'abbiamo revocato, no, la caduta della Luna, l'accelerazione di gravità, no, e che parla come se fosse un prete, come se fosse un teologo. Ed è però interessante che affrontò il problema di interpretare le profezie esattamente allo stesso modo in cui affrontò il problema di interpretare la natura. Se voi prendete i principi di filosofia naturale, ci sono le regole del filosofare. Se abbiamo tempo questa sera, ho portato la versione breve, quindi le leggeremo una pagina o due qua e là, e quando si tratta di interpretare l'Apocalisse lui fa esattamente la stessa cosa, stabilisce le regole dell'interpretazione e poi incomincia, mette giù delle definizioni, mette giù degli assiomi e dimostra dei teoremi. Sono teoremi molto interessanti, ai quali accennerò tra un momento. Ma per esempio dice: bisogna evitare eccessi di interpretazione, cosa che tra l'altro spesso fanno anche i nostri esegeti. Ogni tanto mi capita di fare ovviamente dibattiti con preti, vescovi, teologi, credenti, eccetera, no? E tutte le volte che uno parla di un passo magari strano della Bibbia, questi tirano fuori un'interpretazione, no? Ad hoc, ovviamente, non un po' campata a casaccio, e Newton dice: chi senza miglior fondamento della sua privata opinione o del parere di una qualsiasi autorità umana
trasforma il chiaro e semplice significato della scrittura in un'allegoria o le attribuisce qualche altro significato meno naturale, dichiara per ciò stesso di aver maggior fiducia nella propria immaginazione o in quella determinata autorità umana che nella scrittura. Cioè Newton diceva: io le scritture le prendo seriamente, se c'è scritto qualche cosa non mi faccio delle interpretazioni bislacche in modo da adattarle a quello che mi pare piace, cerco di capire effettivamente quello che chi dettava o chi ispirava, no? Cercava di dire. Il trattato sull'Apocalisse, tra l'altro per coloro che si erano interessati, è tradotto in italiano. È una lettura di una noia mortale, naturalmente, no? Perché chi di voi ha mai provato a sfogliare l'Apocalisse sa che quello è naturalmente un invito a nozze per gli psicanalisti, no? Ma certamente non per le persone normali, perché è veramente una specie di delirio, no? L'ultimo libro del Nuovo Testamento. E un'interpretazione dell'Apocalisse, no? Fatta secondo queste regole, è il delirio di un delirio, naturalmente, no? Però vi incito, no? Se avete interesse, no? Verso queste cose, a andarvelo a leggere. È stato pubblicato dalla Bollati Boringhieri qualche anno fa. Lui si concentrò sull'Apocalisse e sulle profezie di Daniele, e poi si mise anche, capì che ad un certo punto forse bisognava modificare la storia dell'Antico Testamento, e quindi scrisse una cronologia emendata degli antichi regni e cercò di rifarsi praticamente uno studio universale di tutto ciò che era successo a partire dalla creazione del mondo secondo la Bibbia, naturalmente, e arrivando fino ai suoi giorni. Ma il momento centrale, quello che lui individuò come il problema vero del cristianesimo, fu quello che lui, ma non soltanto lui, chiamarono la grande apostasia, cioè la falsificazione delle scritture, l'invenzione del dogma della Santa Trinità, l'imposizione di una nuova ortodossia. E come voi sapete, tutto questo successe verso il IV secolo, cioè agli inizi del IV secolo ci fu l'editto di Costantino di Milano del 313, in cui la religione cristiana veniva permessa, si poteva praticarla, e il concilio di Nicea nel 325, che fu convocato dallo stesso imperatore Costantino, e in cui ci fu la condanna della dottrina ariana, per l'appunto, e la definizione, diciamo così, del primo dogma trinitario. E poi alla fine del secolo l'imperatore Teodosio, che nel 381 proclamò il cristianesimo religione di Stato, e nel 391 proibì invece i riti pagani. E quindi questo secolo in qualche modo è un po' il momento cruciale della storia del cristianesimo. Prima naturalmente è favola, è mitologia, noi non sappiamo cosa sia successo, chi abbia scritto i Vangeli, che cosa ci sia di vero e di storico, non solo nei Vangeli, ma anche nelle lettere, negli Atti degli Apostoli e così via. Invece in quel momento c'è il momento di passaggio, dopo di quello, no, il cristianesimo diventa storia, ma diventa ovviamente storia nel senso in cui lo sono gli imperi, i re, le guerre, no, e così via. E questo è il momento cruciale, per l'appunto. E allora Newton cercò di interpretare questo momento, trovò ovviamente dei segni nell'Apocalisse, i primi sei sigilli dell'Apocalisse, riuscì a identificare questi sei sigilli con vari periodi della storia della Chiesa, e scrisse ad un certo punto il 381, che abbiamo citato, appunto il momento in cui il cristianesimo diventa religione di Stato, e senza possibilità di dubbio l'anno nel quale questa strana religione, notate, la strana religione è la nostra, ma anche la sua naturalmente, no? Cioè la religione trinitaria, che fino a quel momento aveva regnato solo in Occidente, si diffuse per la prima volta in tutto il mondo. Così la terra e coloro che vi dimoravano cominciarono ad adorare la bestia e la sua immagine, cioè la Chiesa dell'Impero d'Occidente e il Concilio di Costantinopoli come suo rappresentante. Ora, per chi vive in Italia, sentire parlare della Chiesa Cattolica come della bestia dell'Apocalisse e sentire parlare del Papa come dell'Anticristo, insomma, è una cosa, insomma, che fa un certo effetto. Ebbene, questi sono teoremi che Newton dimostrò nel suo trattato dell'Apocalisse, cercando di far vedere come l'interpretazione sua dell'Apocalisse era proprio quello, che la Chiesa era la bestia di cui si parla in questo libro di Giovanni, e che l'Anticristo era niente meno che il Papa.
Tutto questo per qualcuno è rinfrescante, liberatorio, per altri naturalmente sarà scandaloso, ma Newton si preoccupò poco di tutto questo, perché naturalmente se lo tenne per sé, come ho detto. Anzi, scrisse cose che ancora oggi, secondo me, sono estremamente moderne. Dice, per esempio, al mondo piace essere ingannato. Gli uomini non capiscono, non ragionano mai in modo equilibrato, ma si lasciano completamente trascinare dai pregiudizi, dagli interessi, dalle lodi mondane e dall'autorità della Chiesa nella quale vivono, come dimostra il fatto che tutti i partiti, e lui parlava di partiti nel senso di i soggetti, le persone, ma è interessante che oggi si può identificare anche quei partiti politici, dicevo, come dimostra il fatto che tutti i partiti restano legati alla religione nella quale sono stati educati. Eppure, in tutti i partiti vi sono persone sagge e colte, insieme agli sciocchi e agli ignoranti. Pochi sono coloro che cercano di comprendere la religione che professano, e chi la studia e cerca di capirla lo fa più per ragioni mondane o per difenderla, che per indagare se essa sia vera o no, con il proposito di scegliere e professare quella religione che, a suo giudizio, risulti la più vera. E questo, ma perlomeno nella mia esperienza, no, è assolutamente vero ancora oggi. Cioè coloro che studiano la religione non lo fanno per vedere se la religione è vera, non lo fanno per dire, ah, io adesso cerco di comparare le varie religioni e poi scegliere quella che mi sembra la più vera, ma lo fanno, quei pochi che lo fanno, o quei tanti che lo fanno semplicemente per difendere la religione che già a priori hanno deciso di seguire. E Newton ovviamente questo non poteva farlo, perché non è un atteggiamento scientifico, non è l'atteggiamento appunto dello scienziato che ricerca una verità che ancora non conosce e che non parte invece con idee preconcette. Naturalmente potete immaginarvi che pensando quello che pensava della Chiesa e del dogma della Trinità, Newton si è andato abbastanza avanti nella sua critica del cattolicesimo. In particolare scrisse negli anni 70 un testo che si chiama Questioni paradossali sulla morale e sulle azioni di Atanasio e dei suoi seguaci, in cui se la prende con cose che di nuovo noi che ci viviamo dentro non siamo in grado di capire o meglio di apprezzare, perché per noi sono un po' come l'acqua in cui vivono i pesci che insomma non si accorgono di nuotare, o sono come l'aria in cui noi viviamo, che respiriamo e di cui siamo la maggior parte del tempo non consci. E sono gli aspetti del cristianesimo che invece ai protestanti e a coloro che stanno fuori dalla Chiesa no, appaiono molto strani. Cioè, e questo è l'elenco che fa Newton, le leggende mostruose, i falsi miracoli, la venerazione di reliquie, gli incantesimi, le dottrine degli spiriti e demoni, la loro invocazione e adorazione e simili altre superstizioni pagane che furono allora introdotte. Newton, studiando la storia della Chiesa, si accorge che il momento in cui arrivano tutte queste superstizioni è proprio il passaggio tra il IV secolo e i tempi successivi, e poi specifica, perché nel caso che non avessimo capito, no, ci spiega più da vicino, il consacrare le immagini, l'acqua santa, gli Agnus Dei, i salteri, gli anelli, i rosari, i crocifissi e così via, facendovi sopra il segno della croce, toccandoli con reliquie, compiendo altre cerimonie con invocazioni e preghiere per dotarli di ogni sorta di poteri e di virtù soprannaturali, costituiscono una superstizione dello stesso tipo degli incantesimi e dei sortilegi degli antichi pagani. E anche in mancanza di immagini, ciò può a buon diritto essere chiamato incantesimo e stregoneria, attenzione, come nel caso della trasformazione di un'ostia in un uomo per mezzo delle parole hoc est corpus meum. Ora qui queste parole sono piuttosto forti, è chiaro che quel vescovo quando vide carte di questo genere no, semplicemente risbatté giù il coperchio del baule no, e si mise le mani nella papalina, perché ovviamente no, anche oggi no, noi non siamo ancora abituati a considerare tutti questi aspetti della religione cattolica no, come aspetti superstiziosi. Gli anglicani, ovviamente i protestanti più in generale molto di più, perché basta entrare in una chiesa protestante per accorgersi che per esempio non ci sono immagini. Come mai non ci sono immagini? Perché c'è un comandamento che lo proibisce, no? E quindi ovviamente no, chi crede in queste cose segue i comandamenti. La Chiesa questo comandamento l'ha cancellato, semplicemente l'ha cassato, il secondo comandamento che dice non ti fare immagini di cose viventi in cielo, in terra, nell'acqua, no? E così via. Ma c'è un altro aspetto
che è un aspetto che recentemente addirittura, no, è venuto alla ribalta nella cronaca, prima degli Stati Uniti e poi molto più lievemente, perché il potere del Vaticano in Italia è molto più forte, anche da noi però, ed è il problema della morale sessuale, dei preti da una parte, ma più in generale. E anche qui Newton, che in fondo non aveva poi una grande esperienza, no, ma di queste cose anche coloro che non hanno esperienza ritengono di avere il diritto di parlare, quindi anche a lui bisogna dare questo diritto, no? Sentite che cosa dice, dice: la libidine, se è repressa violentemente e se si lotta contro di essa, si infiamma sempre di più. L'unico modo di essere casti non consiste nel combattere, nel lottare contro i pensieri impuri, che è quello che ci insegna il catechismo, ma nell'evitarli tenendo la mente occupata in altre cose. Infatti, chi pensa sempre alla castità finisce invariabilmente col pensare sempre alle donne, e ogni contesto di pensieri impuri gli lascerà nella mente impressioni tali da far ritornare con maggior frequenza quei pensieri. Quindi di nuovo la critica alla morale in fondo repressiva dal punto sessuale della Chiesa, questa volta più in generale, perché lui parlava non solo del cattolicesimo, anche se soprattutto del cattolicesimo, ma anche dell'anglicanesimo, per esempio, che è trinitario esattamente come il cattolicesimo. Ecco, queste sono critiche che facevano inorridire coloro che videro per la prima volta gli scritti di Newton, ma che in fondo fanno di Newton uno dei primi liberi pensatori della sua era. Pensate che più o meno in quel periodo Spinoza scrisse il suo grande trattato religioso, teologico, politico, in cui fece un'analisi della Bibbia, soprattutto dell'Antico Testamento. Spinoza ovviamente era ebreo di origine e fu radiato dalla comunità ebraica di Amsterdam, però quel trattato fu pubblicato e naturalmente appunto Spinoza pagò molto caro questo suo lavoro di decostruzione della religione dell'epoca. E Newton da questo punto di vista credo che fosse più o meno allo stesso livello. Purtroppo però appunto queste cose le leggiamo oggi quando ormai altri hanno dovuto fare lo stesso lavoro, no? E quindi non è servito per aprire la mente, diciamo così, no, dei popoli, ma soltanto la sua. E a questo punto naturalmente si poteva immaginare che Newton avrebbe guardato anche agli inizi e alla fine della storia della religione, quindi cercò di capire come poteva essere la religione originaria. Lui sostiene, dice: la prima religione fu la più razionale di tutte finché le nazioni non la corruppero. Non vi è infatti altro modo all'infuori della rivelazione di pervenire alla conoscenza della divinità se non attraverso il sistema della natura. Ed ecco che qui cominciamo a capire che c'è una strana mistura, perché per Newton in fondo, cioè lui anzitutto era un credente ovviamente, in Dio credeva e nel cristianesimo credeva fino ad un certo punto, cioè abbiamo visto che non credeva che Gesù fosse Dio, però certamente credeva che fosse il mediatore privilegiato fra l'uomo e Dio e quindi era religioso in un certo senso. E però c'era questa strana mistura tra la scienza da una parte e la teologia dall'altra. Nei suoi scritti teologici affiorano problematiche scientifiche, vi ricordate l'esempio di prima dei tre corpi che spingono uno sull'altro, no, per fare una metafora della Trinità, e dall'altra parte invece succede il contrario. Nei lavori scientifici emergono spesso delle pagine che sembrano pagine teologiche. Una l'abbiamo letta, che era quella a proposito della luce, e adesso cercherò poi di leggermene appunto un paio dai principi. Però dicevo, andando all'indietro, cercando la religione originaria, incominciò a chiedersi quale fosse il ruolo dei profeti, per esempio. E arrivò alla conclusione che i profeti come Abramo, Mosè o Gesù cercavano semplicemente di ripristinare la religione originaria, questa religione razionale che in qualche modo si poteva dedurre dalla natura. Ed erano, secondo lui, non diversi, compreso Gesù Cristo, non diversi da altri profeti che avevano avuto analoghe missioni, cioè come Confucio, Pitagora, Socrate, Cicerone, ne cita di tutti i generi. E alla fine, naturalmente, cioè, arrivò a fare quasi un sincretismo fra la scienza e la religione. Che cosa rimane oggi di questo suo pensiero? Beh, naturalmente dal punto di vista teologico non molto, non credo che i teologi si mettano a studiare Newton, no? E semmai i liberi pensatori lo possono fare. È interessante che in filosofia qualche cosa è rimasto, perché vediamo se riesco a trovare eccolo qua, la citazione.
Se prendiamo il libro di Newton, pardon, il libro di Locke, il saggio sull'intelletto umano, che è uno dei capolavori della nuova filosofia, soprattutto l'inizio dell'empirismo inglese, ci accorgiamo ad esempio che anzitutto Newton viene considerato in questo saggio di Locke come un incomparabile scienziato. Lui nella prefazione gli rende un omaggio piuttosto forte, che vi leggo velocemente. Dice: il signor Newton, nel suo libro mai abbastanza ammirato, ha dimostrato varie proposizioni che costituiscono altrettante nuove verità in precedenza sconosciute al mondo e altrettanti progressi sulla conoscenza matematica. Ma, e questa è una critica che Locke sta facendo ai filosofi, dice, ma per la loro scoperta, le scoperte di Newton, non l'hanno aiutato massime generali quali è ciò che è, oppure il tutto è maggiore della parte. Non sono queste le idee che l'hanno condotto alla scoperta della verità e della certezza di quelle proposizioni, e non è attraverso di esse che egli è arrivato alle sue dimostrazioni, bensì trovando idee intermedie in accordo o in disaccordo con quelle espresse nelle proposizioni dimostrate. Questo è il massimo esercizio e miglioramento dell'intelletto umano, nell'allargamento della conoscenza e nell'avanzamento delle scienze, che sono ben lungi dal ricevere qualunque aiuto alla contemplazione di quel genere di magnificate massime. Ecco, se io dicessi oggi, tradotto in italiano un po' più scorrevole, cose di questo genere, naturalmente sarei tacciato di scientismo dai filosofi, no? Cioè da Cacciari, da Severino, da Reale, no? Eccetera. Ed è interessante invece che queste cose le abbia scritte Locke, che diceva per l'appunto, Newton ha introdotto un nuovo metodo di fare filosofia. Attenzione, anche Cartesio col discorso sul metodo del 1637 in realtà aveva introdotto un nuovo metodo, ma questo nuovo metodo era nuovo per la filosofia, ma vecchio per le scienze, perché il suo metodo era il metodo razionale di Euclide in realtà, no? Il metodo della matematica. Ecco che Locke accetta addirittura che anche Newton in filosofia faccia la stessa cosa. Ma, e qui forse la cosa interessa di più i filosofi che non gli scienziati, c'è nel capolavoro di Locke una frase sibillina, che ora vi leggo perché è legata direttamente a Newton. C'è questo paragrafo che dice: se ci emancipassimo dalle nozioni volgari e spingessimo al limite il pensiero verso una contemplazione ravvicinata delle cose, potremmo mirare una fioca ma plausibile concezione di come la materia abbia potuto essere creata originariamente e abbia cominciato a esistere mediante il potere del primo essere eterno. Ma poiché questo ci allontanerebbe forse troppo dalle nozioni su cui la filosofia contemporanea si basa, sarebbe imperdonabile sia deviare così tanto da esse, sia investigare fino al limite permesso dalla grammatica quanto l'opinione comune si opponga a questa concezione. Ora, chi ha capito qualche cosa, alzi la mano, perché naturalmente no, Locke volutamente, no, è oscuro, dice: se volessimo potremmo capire, ci sarebbe modo di arrivare a capire come l'essere supremo, quindi il creatore, ha creato la materia. Ma questo ci porterebbe fuori dalla filosofia, dal nostro modo di pensare, noi quindi lasciamo perdere. Ora, questo è un brano che a lungo fece pensare i commentatori, che cosa voleva dire Locke? Pensate che Leibniz, il quale poi ebbe una disputa feroce con Newton sul calcolo infinitesimale, altrettanto feroce di quelle che ebbe con Hooke, alle quali abbiamo accennato ieri, Leibniz a un certo punto scrisse nel suo nuovo saggio sull'intelletto umano, che era un commentario al libro di Locke, scrisse: mi dispiaccio molto che la prudenza troppo scrupolosa del nostro abile autore abbia impedito di produrre per intero il profondo pensiero che lo occupava. E sicuramente c'è qualcosa di bello ed importante nascosto sotto questa materia enigmatica. Se Leibniz avesse saputo quello che adesso vi sto per leggere, cioè quello che il traduttore di Locke testimoniò qualche decennio dopo, naturalmente si sarebbe rivoltato nella tomba, perché il traduttore disse: devo confessare che Locke non mi mise mai a parte del suo segreto, ma alla fine, molto dopo la sua morte, Sir Isaac Newton, al quale avevo casualmente parlato di questa parte del libro, mi chiarì l'intero mistero, mi disse, sorridendo, che lui stesso aveva suggerito al signor Locke questo modo di spiegare la creazione della materia. E l'idea gli era venuta un giorno, quando in una conversazione fra lui, Locke e il conte di Pembroke, il discorso cadde sull'argomento. E così mi descrisse la sua ipotesi. E abbiamo la testimonianza diretta di come Newton pensava che il creatore, cioè Dio, avesse creato la materia.
È un'idea molto balzana, naturalmente, dal punto di vista filosofico, però interessante magari leggerla. E queste sono le parole di Newton riportate da questo signore che si chiamava Pierre Coste. Possiamo avere una rozza idea della creazione della materia se supponiamo che Dio, col suo potere, abbia a un certo punto prevenuto l'entrata di qualsiasi cosa in una certa porzione dello spazio, il quale per sua natura è invece penetrabile. Di conseguenza questa porzione di spazio sarebbe stata dotata dell'impenetrabilità, che è una delle qualità essenziali della materia. E basta supporre ancora che Dio abbia comunicato la stessa impenetrabilità a qualche altra porzione di spazio per ottenere l'idea della mobilità della materia, un'altra delle sue qualità essenziali. E questa è una cosa molto strana, cioè Newton sta sostenendo che in fondo al mondo non c'è nulla, c'è soltanto lo spazio, ed è uno spazio che in certe regioni Dio ha reso per sua volontà impenetrabile. E poiché è impenetrabile, a noi appare, poi sarebbe interessante sapere chi siamo noi se non c'è niente al mondo, ma comunque questo è un altro problema, no? Cioè, e noi non potendo penetrarlo, no, pensiamo che ci sia qualche cosa lì che ci impedisce questa penetrazione e chiamiamo questo qualche cosa materia. E è una concezione naturalmente che è interessante appunto per i filosofi, ma che è inutile continuare a seguire per noi in questo momento. Tra l'altro questi erano brani tratti da Locke, e dal commentario del traduttore su Locke. Però non è quello il momento in cui Newton entrò di prepotenza nella filosofia o nella storia della filosofia. C'entrò anzitutto ufficialmente qualche anno dopo, perché fu Voltaire il primo a scrivere delle opere sulla filosofia di Newton, in particolare le lettere filosofiche nel 1733, che furono scritte in inglese, perché come forse sapete Voltaire aveva passato un paio d'anni in Inghilterra, non aveva mai conosciuto Newton direttamente, ma conobbe la nipote di Newton, no? E quindi in base a questo ebbe un'idea di quello che Newton pensava, e poi qualche anno dopo, nel 1738, Voltaire pubblicò Gli elementi della filosofia di Newton, il primo libro in cui effettivamente Newton viene considerato come un filosofo, cioè come un pensatore che non ha soltanto contribuito alla storia della scienza, bensì anche a quella del pensiero filosofico. Ma è ovvio che il nome di Newton viene ricordato oggi nella filosofia soprattutto grazie a Kant, perché fu Kant in realtà che capì che i concetti che Newton aveva introdotto erano concetti anche filosofici. Allora ecco, leggiamo dai Principia alcune righe, no, che sono di natura strettamente filosofiche, poi passeremo a quelle invece teologiche. Sono cose che in realtà molti di voi avranno sentito fin a scuola, no, perché fino a qualche anno fa ancora si pensava che la scienza così pensasse del tempo e dello spazio. Il tempo assoluto, questo è Newton che parla nei Principi a matematica, il tempo assoluto, vero e matematico, considerato in sé e nella sua natura, senza relazione a nulla di estraneo, fluisce uniformemente e si chiama anche durata. Il tempo relativo, apparente e comune, è quella misura, sensibile ed esterna, di una qualunque durata tratta dal movimento, è adoperata comunemente invece del tempo come l'ora, il giorno, il mese, l'anno. Cioè Newton fa una distinzione, da una parte c'è il tempo assoluto, fa una distinzione analoga ovviamente per lo spazio, per il moto assoluto. Ci sono queste quantità assolute da una parte. Però noi che cosa possiamo fare? Noi possiamo solo misurare il tempo attraverso movimenti, per esempio quello del pendolo, quello dell'orologio, quello dei moti celesti, eccetera, ma quello che noi misuriamo non è il tempo assoluto, è il tempo relativo. La stessa cosa succede per lo spazio, la stessa cosa succede per i moti. Quindi noi abbiamo conoscenza soltanto di qualche cosa di relativo, spazio, tempo, moto, eccetera, ma c'è un tempo assoluto, uno spazio assoluto, un moto assoluto. E qui chi ha studiato filosofia, anche solo al liceo, incomincia a percepire la stessa distinzione che c'è da una parte fra il noumeno, che è inavvicinabile, no? E dall'altra parte invece i fenomeni. Per Newton lo spazio, il tempo e i moti relativi sono esattamente dei fenomeni che però non ci permettono mai di arrivare invece al noumeno, che sono lo spazio, il tempo e il moto assoluti. E quindi Kant in qualche modo rese Newton parte della filosofia, e fino all'arrivo poi di Einstein nel 1905 queste cose rimasero come i fondamenti teorici della filosofia. Ma come concludono i Principi a matematica? Beh, concludono in un modo abbastanza strano,
con uno scoglio generale, di cui vi leggo alcune pagine, proprio perché sono pagine strane, che uno non si aspetterebbe di trovare non solo in un libro di scienza, ma addirittura come conclusione di questo libro, che in fondo aveva parlato di gravitazione, di astronomia, della marea, dei moti dei pianeti, delle comete e così via. Sentite, sono le ultime pagine proprio del libro di Newton, dice: i sei pianeti principali circolano nella stessa direzione intorno al Sole, in orbite concentriche al Sole stesso e giacenti quasi su uno stesso piano. Le 10 lune che girano intorno alla Terra, a Giove e a Saturno, in orbite concentriche a tali pianeti, si muovono nello stesso senso e quasi sullo stesso piano dei pianeti. E tutti questi moti regolari non derivano originariamente da cause meccaniche. Infatti le comete si muovono in orbite molto eccentriche ed in ogni parte del cielo liberamente sono portate. Per tale genere di movimento esse traversano velocissime con grande facilità le orbite dei pianeti ed esse sono così lontane fra loro da non risentire quasi affatto delle attrazioni reciproche. E la conclusione strana, no, di tutto questo discorso è: questa ammirabile compagine del Sole, dei pianeti e delle comete non avrebbe potuto essere senza consiglio e volere di un ente intelligente e potente. E se le stelle fisse sono centri di sistemi simili, tutti questi sistemi, costruiti da un disegno simile, debbono essere sottoposti a un unico dominio. Infatti la luce delle stelle fisse è della stessa natura di quella del Sole e tutti i sistemi si lanciano a vicenda tale luce. Tale ente regge il tutto, non come anima del mondo, ma come signore di tutte le cose. Egli dura sempre ed è presente ovunque, ed esistendo sempre e dovunque costituisce la durata e lo spazio, il tempo e l'infinità. Poiché ogni particella dello spazio è sempre ed in ogni momento indivisibile della durata, dura ovunque. Non può darsi certamente che il creatore e il signore di tutte le cose non sia mai e in nessun luogo. Esso è onnipresente non solo quanto alla virtù, ma anche sostanzialmente, perché non può sussistere virtù senza sostanza. In esso sono contenute, si muovono tutte le cose, senza che tali cose lo affettino in alcun modo. Dio non risente affatto il moto dei corpi, e questi non sono soggetti ad alcuna resistenza provocata dalla sua onnipotenza. Egli non ha forma, né corpo, cosicché noi non lo possiamo né vedere, né toccare, né intendere, non dobbiamo adorarlo in forme sensibili. E qui c'è tutto naturalmente il riflesso, no, della sua teologia, del suo modo di pensare a Dio, no? E non attraverso gli idoli. Abbiamo sì delle idee riguardanti i suoi attributi, ma nessuna circa la sua sostanza. Lo conosciamo solo per le sue proprietà e i suoi attributi e per la sapientissima ed ottima struttura delle cose e per le cause finali. Inoltre lo veneriamo e adoriamo come Signore. E questo è il modo in cui si concludono i principi, con una perorazione al creatore dell'universo. Lui lo chiama Pantocreato, Pantocrator, il creatore di tutte le cose. L'ultima frase è addirittura, dice: ma tutto ciò non può esporsi in due parole e non si è fatta ancora una quantità di esperienze che basti a determinare accuratamente le leggi secondo cui agisce tale spirito. I principi si concludono così, ma quasi con una specie di speranza che un giorno si possa fare una teologia allo stesso modo in cui si è fatta una fisica e che possa studiare queste qualità della divinità. Ma a questo punto potete immaginarvi che le cose andrebbero molto in là. Newton fece la stessa cosa nell'ottica nel 1704, che incominciò come un libro di ottica raccontando gli esperimenti che lui aveva fatto negli anni giovanili ai quali abbiamo accennato ieri, e finì con una serie di una trentina di questioni estremamente generali, anche lì di natura teologica e addirittura di natura filosofica sulla natura della materia. E però ad un certo punto poi ovviamente Newton smise di lavorare. Smise di lavorare quando? Beh, praticamente nel 1687, quello è l'anno della pubblicazione dei Principia. Ricorderete dal primo giorno che i Principia furono scritti in un'esplosione creativa, la seconda che Newton ebbe tra l'84 e l'87. Quando arrivò il momento di pubblicarlo, Newton ormai era entrato in politica, così potremmo dire, si era schierato apertamente contro il re d'Inghilterra, che all'epoca era re Giacomo, un re cattolico fra l'altro,
il re cattolico aveva ingaggiato un braccio di ferro con l'università, aveva cercato di imporre i professori di religione cattolica a Cambridge, l'università si era ribellata e Newton era sceso in campo a favore di questa ribellione, quindi contro il re. E fortunatamente per lui, e forse anche per l'Inghilterra, l'anno dopo, nel 1688, ci fu la grande rivoluzione inglese che depose il sovrano, re Giacomo, che fu rimpiazzato con Guglielmo d'Orange, che invece era un protestante, no? E Newton, proprio perché si era esposto in prima persona, in qualche modo doveva essere ripagato prima o poi. E anzitutto finì in Parlamento, quindi nel 1689 Newton ormai era diventato il grande scienziato perché i principi avevano cominciato a farlo conoscere nel mondo, arrivò in Parlamento dove brillò per il suo silenzio. L'unico atto che viene registrato, l'unico intervento che è registrato di Newton in Parlamento è che in un anno di sedute ha chiesto una volta la parola per dire a un usciere di chiudere la finestra da cui entrava uno spirito là. Però era uno che stava a sentire, perché ovviamente non era rimbambito, no? Lui aveva il dovere di riportare all'università quello che succedeva, fece ovviamente delle proposte legislative, nessuna delle quali fu accolta, come ovvio, no? Per la riforma delle università. Non abbiamo detto nulla, visto che siamo in chiusura, di Newton come persona. Cioè, finora per noi Newton è stato soltanto un cervello, è stato un bambino a un certo punto, un bambino che voleva ammazzare suo padre putativo e sua madre perché la madre se n'era andato di casa, il padre gli aveva dato 3 fratellastri, eccetera, no? Lui dice volevo bruciare la casa, no? Ho picchiato mia sorella, ho bisticciato con mia madre, eccetera. Ma per il resto è stato soltanto una mente per noi. La mente che ha creato questi lavori di matematica, che poi ha capito la gravitazione, che si metteva i temperini negli occhi per fare gli esperimenti sull'ottica, guardava il sole e rimaneva cieco per 3 giorni, no? E poi che si mise a fare questi esperimenti di alchimia, rimanendo intossicato dal mercurio, che studiò la Bibbia, no? E così via. Ma Newton come persona, com'era? Beh, ne sappiamo pochissimo di Newton come persona, perché in realtà, per esempio, visse per 20 anni, che non sono naturalmente pochi, con l'ex compagno di studi che si chiamava John Wickens, e questa coabitazione di 20 anni nella stessa stanza, tra l'altro, Wickens lo aiutava a fare gli esperimenti, eccetera, vivevano sotto lo stesso tetto, in un'unica stanza praticamente, in un unico appartamento al Trinity College, non lasciò nessuna traccia. Non sappiamo nulla di quello che i due si dissero, eccetera, se non il fatto, possiamo dedurlo, che si lasciarono malamente, perché appunto no, per tutta la vita successiva questo Wickens non rilasciò mai interviste, oggi diremmo, no? Non diede mai delle dichiarazioni su Newton, perché Newton ormai fosse diventato poi famosissimo in tutto il mondo. L'unica cosa che si sa è una testimonianza postuma di suo figlio, di una paginetta, che dice sì, mio padre è stato per tanti anni insieme a Newton, ma non racconta nulla, no? Questo è strano, no? Però stranamente nel 1689 Newton fece 2 incontri che cambiarono un po' la sua vita. Da una parte incontrò Locke, di cui abbiamo parlato un pochettino questa sera e anche le altre sere. Locke era il grande filosofo che era, e qui Newton trovò finalmente un suo pari dal punto di vista intellettuale. I due diventarono amici, si scambiarono molte lettere, Newton rese partecipe Locke delle sue teorie antitrinitarie, e Locke lesse i principi, tra l'altro non capì niente delle dimostrazioni, ma poi chiese ad Huygens, Huygens gli dice guarda fidati, le dimostrazioni sono corrette, leggi soltanto no, le proposizioni, no, cerca di tirarne fuori qualche cosa, no? Quindi da questo punto di vista ci fu un'amicizia intellettuale. Ma qui arriva il pruriginoso, no? Sempre in quell'anno, 1689, Newton incontrò un matematico svizzero che si chiamava Nicola Fazio, e con questo stabilì un'amicizia di cui non sappiamo molto, ma se leggiamo le lettere possiamo anche immaginare che fu qualcosa di più di un'amicizia. Ora, io non dirò molto di più di questo, perché in parte no, diventa pettegolezzo, non c'è niente di esplicito in queste lettere, se non il fatto che nel 1693 questo Fazio gli scrisse, no, dicendo io vorrei vivere tutta la vita con te, no? Dice addirittura trascorrere insieme tutta la vita, questo lo scriveva ad aprile,
Sappiamo che agli inizi e alla fine di giugno Newton trascorse una settimana agli inizi e una settimana alla fine del mese insieme a questo Fazio. Cosa fecero non si sa, non c'erano intercettazioni telefoniche, no? Telefonini eccetera, no? Però sappiamo che Kumbo rimase molto turbato. Quindi lui, che era un grafomane, che ha conservato la lista delle spese, vi ricordate, i contratti di affitto della mamma, gli scarabocchi che faceva, i manoscritti, eccetera, stranamente, no, per 4 mesi, no, non ha lasciato tracce di sé. Non c'è niente, nessun appunto che ci dica che cosa è successo in quei 4 mesi dopo questa proposta di vivere insieme da parte di Fazio e queste 2 settimane trascorse insieme a Londra. Ad un certo punto riaffiorò nell'autunno e qui riaffiorò completamente fuori di sé. Aveva scrisse 2 lettere, una a Samuel Pepys, che in cui dice: soffro di insonnia di un anno, non riesco a dormire, sono in uno stato confusionale, no? E nell'altra invece scriveva a Locke chiedendogli perdono, perché gli aveva mandato una lettera in quel periodo in cui gli aveva augurato di morire, l'aveva accusato di attentare alla sua virtù con intrighi di donne e altri mezzi, no? E Locke pensò che Newton fosse uscito di testa, ma non fu l'unico a pensarlo, perché Huygens, ad esempio, l'anno dopo, nel 1694, annota sul suo diario, dice: mi è arrivata voce dall'Inghilterra che Newton è impazzito, no? Ed è ormai letteralmente perso per la scienza. Cioè tra il 93 e il 94 Newton ebbe questo enorme esaurimento nervoso, una crisi vera e propria di pazzia, no? che lo portò, diciamo così, ai limiti della stabilità mentale. E quali sono i motivi? Beh, ce ne sono tanti che si possono immaginare, nessuno ovviamente è definitivo, gli storici si sono sbizzarriti. Da una parte ci sono questi turbamenti affettivi, Newton era una persona che non aveva preso i voti, che però viveva in un collegio di soli uomini ovviamente, che quindi poteva essersi innamorato appunto di questo Fazio, o comunque magari inconsciamente, ma che consciamente poteva essere rimasto molto turbato da questo tipo di affetto. C'è ovviamente quella che viene chiamata volgarmente la depressione postparto, cioè Newton aveva lavorato per 3 anni ai principi, no, con una esplosione, no, di forze creative, e dopo, no, naturalmente, no, c'era il down, no, che aveva seguito, no, questa pubblicazione. Qualcuno pensa allo sforzo mentale per lo studio, e praticamente erano 30 anni ininterrotti che non faceva altro che studiare, che lavorare, no? I resoconti di coloro che vivevano con lui erano che, per esempio, durante i principi praticamente dimenticasse di mangiare, di dormire, ogni tanto lo mandavano a fare una passeggiata, lui scendeva in giardino, poi ritornava di corso su e scriveva senza nemmeno sedersi, no, al tavolo, perché gli arrivavano queste idee una dietro l'altra, e evidentemente queste esplosioni creative lasciano poi un segno che è ovviamente questo genere di esaurimenti nervose. C'è anche, e questo è testimoniato da vari indizi, la perdita di una serie di lavori per un incendio. Lui aveva lasciato a un certo punto una candela accesa, era andato fuori e quando è ritornato questa candela aveva dato fuoco alle carte che c'erano sul tavolo, no? E quindi probabilmente aveva perso molti lavori, no? Una parte del suo archivio, diciamo. E poi c'è quello a cui ho già accennato prima, cioè questo avvelenamento cronico da mercurio prodotto da questi esperimenti durati 30 anni di alchimia. Comunque, sia come sia, alla fine del 94 Newton incomincia a sentirsi meglio, però da quel momento in poi la sua attività scientifica praticamente è finita. Lui continuò poi a lavorare saltuariamente, pubblicò appunto, come ho detto prima, l'Ottica, fece una seconda e poi una terza edizione dei Principia, quindi ritornò saltuariamente, diciamo, alla ricerca scientifica, ma niente più come prima, dopo questo momento buio mentalmente, anche perché ad un certo punto cominciò una carriera nuova. Nel 1696 fu nominato governatore della zecca. La zecca è l'istituto che stampa la moneta, nel senso proprio delle monete, nel 1699 divenne direttore della zecca. E da questo momento questo incarico lo mantenne fino alla morte, no? Ed era un incarico che lui prese a tempo pieno, esattamente come tutte le altre cose che aveva fatto nel corso della sua vita.
Anzi, addirittura si mise con tanta passione che anzitutto organizzò proprio i problemi della coniazione, che erano problemi legati ovviamente alla tecnica, alla chimica, dei materiali, no? E così via. Ma anche perseguì, sembra, personalmente i falsari. Sapete che all'epoca le monete avevano il valore nominale, no? Che c'era scritto sopra, e che però corrispondeva al peso in argento e in oro. Ma ovviamente no, non ci voleva molto a capire che se uno limava le monete, il valore ufficiale era quello che c'era scritto sopra, ma il peso era inferiore, quindi continuando a limare monete poi si potevano rimettere insieme le limature e ovviamente no, si fregava lo Stato. E uno dei compiti del direttore della zecca fu proprio questo, quello di bloccare questo tipo di truffe, e lui addirittura perseguì i falsari direttamente nelle taverne, andava lui a fare le indagini da una parte e dall'altra parte faceva gli interrogatori nelle prigioni, quindi fece esattamente come tutto il resto, non lo fece in maniera estremamente puntigliosa, finché i criminali sembra che lo conoscessero e lo odiassero proprio, dice mamma mia quel Newton lì, no? Ma non poteva continuare con la luna, no? E nel 1703 invece morì Hooke, del quale abbiamo parlato ieri, e quando morì Hooke allora Newton si sentì finalmente liberato e fu eletto presidente della Royal Society, anche qui naturalmente grande puntiglio, quindi oltre a essere direttore della zecca era anche direttore e presidente della Royal Society, di cui era diventato membro nel 1672, e perse in 20 anni perse 3 sole sedute settimanali della società. Quindi era anche lì ogni volta coscienziosamente al suo lavoro. Nel 1705 la regina lo nominò cavaliere, ormai era arrivata la fama, oltre che l'attività politica, ma bisogna dire che né gli onori né le frequentazioni di tutti questi papaveri, banchieri, notabili, reali, eccetera, lo cambiarono molto. Per lui tutto ciò che non era studio era nonsense, insensatezza. Ad esempio, un giorno lo condusse all'opera, una volta nella sua vita, e lui disse, ma il primo atto non era male, il secondo, mamma mia, non ce la facevo più, al terzo me ne sono andato e fu l'ultima volta, no? Dice, con la musica ho chiuso, no? Dice, non mi interessa. Una volta lo portarono a vedere la collezione di statue del conte di Pembroke, e l'unica osservazione che lui fece, che è rimasta agli atti, dice, com'è possibile che degli adulti si possano innamorare di bambole di pietra? Per lui le statue erano quelle, no? Cioè delle bambole di pietra, dice, ma siate un po' più adulti, no? E fate cose utili. Nella biblioteca sua, che era una biblioteca estremamente fornita, in particolare era la più importante biblioteca alchemica che sia mai esistita, un paio di circa 200 volumi di alchimia classici e non classici, non c'era un classico della letteratura, né Chaucer, né Shakespeare, eccetera. La definizione che diede della poesia, che non credo che sia tanto lontana dal vero, fu una sorta di ingegnosa sciocchezza, cioè uno può farla, no? se vuole perdere il suo ingegno, no? In quelle stupidaggini. E ho già detto che quando si trasferì a Londra nel 1696, Newton prese con sé questa nipote, questa attraente Catherine Barton, che era figlia di una sua sorellastra, no? Che era morta tra l'altro, e questa nipote divenne amica, forse anche amante di Jonathan Swift, e poi l'amante di Montagu, il cancelliere dello scacchiere, e alla fine si sposò con questo conduit, poi quando ormai era vecchiotta, all'epoca perlomeno, no? 38 anni, no? Lui era molto più giovane, no? e fu proprio questo conduit, e dall'altra parte un altro amico che era Stukeley, un membro della Royal Society, a raccogliere dal vecchio Newton le notizie sulla sua gioventù, che sono poi quelle che sono arrivate, che ci sono state tramandate in parte anche mitologiche, no? Su quello che successe, in particolare il famoso racconto della mela. E ad un certo punto anche Newton morì. Morì il 20 marzo 1727 rifiutando i sacramenti, perché alla fine finalmente no, non aveva più bisogno di doversi nascondere. Quando arrivò il prete gli disse, io non credo nella Trinità, non voglio i sacramenti, comunque gli amici decisero di far finta di niente, e quindi lui fu seppellito con pompa magna in Westminster. Notiamo naturalmente la differenza tra quello che successe a Newton
che era nato, come ricorderete, 1642, cioè l'anno della morte di Galileo. Galileo fu seppellito di nascosto nel campanile, sotto il campanile, in una stanza separata di Santa Croce a Firenze. Ci vollero più di 100 anni prima che la salma fosse trasferita nella chiesa, perché il Vaticano aveva impedito ovviamente, no, che la Santa Sede si facesse un monumento a questo eretico. E invece subito l'Inghilterra capì che questo scienziato poteva ricevere, no, gli onori più grandi. Al funerale c'era Voltaire, che, come ho detto prima, non l'aveva mai conosciuto, però conosceva sua nipote, e fu presente al funerale e scrisse, dice: ho visto un professore di matematica che, solo perché fu grande nella sua vocazione, è stato seppellito come un re che avesse fatto del bene ai suoi sudditi. E beh, certo, se la scienza fosse trattata in questo modo ancora oggi, no, non sarebbe male. Conduit chiese al poeta Alexander Pope di scrivere l'epitaffio per la tomba, che poi non fu usato, ma che comunque è stato ripetuto 1000 volte, perché in qualche modo sono 2 versi che racchiudono un po' l'essenza dell'uomo. In inglese dicono: all nature and its laws lay hid in the night. God said, let Newton be, and all was light. È tradotto più o meno così. Naturalmente bisogna scegliere se tradurlo in metrica oppure preservare la rima. Io ho scelto la seconda cosa. Dice: la natura e le sue leggi stavano nascoste nel blu, Dio disse sia fatto Newton e la luce fu. E però quanto a lui, che cosa disse lui di se stesso? E queste forse sono le sue ultime parole, no? Quelle con cui possiamo concludere queste 3 serate dedicate a questo pensatore che ha cambiato la storia dell'Occidente molto più di tanti altri, no? Che in realtà si sono definiti appunto, no? Come vi ricordate la citazione del Vangelo, no? Agli inizi, no? Testimone della luce. Cosa disse Newton di se stesso? Beh, questa è un'immagine molto poetica, qualcuno l'avrà sentita, ma per gli altri forse sarà una sorpresa che quest'uomo potesse anche essere in qualche modo, no, così poetico. Disse in questa intervista a Andrew Ramsey: cosa il mondo penserà di me non lo so. A me sembra di essere stato solo un fanciullo che gioca sulla riva del mare e si diverte a trovare ogni tanto un sassolino un po' più levigato o una conchiglia un po' più graziosa del solito, mentre il grande oceano della verità gli si stende inesplorato davanti. Grazie.